Ho tutto quello che serve nella borsa Fendi, cappa sopra il mio collo tra coglioni due ferri. Oddio, ho gli occhi di tutti addosso, puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso. Stronzo, se vuoi il fuoco dillo pure, abbiamo 10 AK sotto queste cinture. Riconosco quella faccia perché tu non batti chiodo, guarda un po' sono il martello, questa è l'ironia del gioco. Spingo forte sopra questa tizia, finte facce da cattivi giuro vi ho già visti. Meglio ancora se gli scarsi mi odiano, si svegliano eleganti dentro una cassa di Mogano. Conto soldi dei contratti su una Supra Maxi, anche tu sicuro conti, sì però solo gli schiaffi. Ruota di contanti, verdi, viola, gialli, ci scrivo una H, nel frattempo li ho rifatti. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Ho le palle di 3 kg, cabron, per vezze che sono come Baygon. Voglio tutto, sì, dimmi perché no. Sto nel club ed inizia lo show. Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo. E non è che vado forte, sei tu sopra un trapiccolo. So di spurchi e ferri lucidi, stand up come Ludacris. Fumo grammi di butta, ci fa la faccia di sti luridi. Guarda caso sti falliti, vogliono vedermi appeso. La corona brilla d'oro, ma dell'oro ha pure il peso. Tu non è che sei difficile, secondo me sei leso. Gente seria, droga, armi, situazioni sempre peso. Birri vogliono il mio culo perché stanno sempre dietro. Gli darei la merda pure se scappassi solo in retro. Mi ci compro casa ed auto con gli spiccioli qui in tasca. Se non hai capito il nome, per favore zitto e basta. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Vedano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. Qui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Fidano le pute nel locale, ecco chi ti manda al funerale. L'unico di cui ti puoi fidare, non pestarmi i piedi o ti fai male. Eccoli qua, buonasera a tutti maledetti, buonasera. Siamo io, uè maledetto, ciao Davidone, come stai? Giancarlo, bello, buonasera. Uè, ame. Ciao Super Andrew. Siamo carichi, ragazzi. Abbiamo fatto una bella doccia e si riparte carichi a molla. Allora, pantaloncini, maglietta e giacchetta e scarpe, via. Tasca, cosa abbiamo? Radio, telefono, bere, mangiare, sacchetto. Munizioni di pistola non ce ne ho qua dentro. Ah già, che tanto adesso questo non va. Non puoi avere. Qua non c'è nessuno. Allora, vediamo un pochino la mia radio. Super carichi, grande, carichissimi ragazzi stasera. C'è il bombone, stasera c'è il bombone. 827.25 827.25 Bella Francesco, Tania, Davide, Luca, Maria Antonietta, Giovanni, Gianluca, Andrea, belli miei, grazie per i like ragazzi. Dai e belli carichi, adesso è il momento di fare la differenza. Belli, che radio, pezzi di merda. C'è pezzi di merda. C'è merda di pezzi. Ma come mai è andata sulla chat? Ancora positivo purtroppo. Madonna, oh. Ancora positivo sei. Ah, il cell ragazzi funziona, ma non ho più pallida idea di come si usi. Non c'ho i numeri di un cazzo di nessuno. Male male. Pezzo di merda. Non so, arriverà. Pezzi di merda. Pezzi di merda. Oh, capo. Oh, cugino. Cugino. Pezzi di merda. Ho una scimmia che mi sta picchiando. Ma vaffanculo, mi prendo il faggio a 1000 capo. Dove siete?
Gabri, ciao a tutti, ciao Daniele, come stai, bello sì, mio? Siamo... Bella Jonathan, okay. Filippo, Daniele, grazie mille, belli miei. Raga, vi dico di stare attenti alle notifiche del telefono che fanno un bel po' di casino. Non vi spaventate. Vai, di... se ne sono. Oh, damn, homie. Go. Ciao, bella. Bella sta macchina adesso non pensante. Abbiamo questa. Un bel rumore, eh? Alle 23 logo, ok Luca. Paolo ti osservo, ti sto osservando. Di già! Oh, guardali qua! Davidone e Tania, grazie delle 60 bombe, ragazzi! Grazie, 10 di Davide, 50 della nostra Tania, grazie mille, grazie davvero di cuore, ragazzi! Cusciamo che è arrivato il party di stelle attivo! Appena abbiamo fatto iniziare questa live! Non facciamo i tirchi, non fate i maledetti, mi raccomando! Lasciate un bel like, ragazzi! No, ma sai che secondo me quello lì non era non pensante comunque. Dai, forza con le stelle, amori. Guarda che a me ce l'hai qua, eh. Sì. Oh, ecco la mia. Belli! Mannaia la miseria, mannaia. Quando noi ti rispondi in radio, come cazzo mi fai accusare? Va. Beh. Come cazzo mi fai accusare tu? Oh, mannaia la miseria, mannaia, sono più grandi di te e porta rispetto, tu zitto tu. Aia, aia. Oh, è fermo. Ecco. No, mezzi, scusa, ma stavo picchiando a mio cugino, non era per te. Ecco. Non ce l'avevo. E se è il nuovo cellulare? Aia, porca miseria, guarda. Ma guarda che destri che hai preso. A tutti. Eh sì, mo dobbiamo rimettere. Ragazzi, dai che c'è il party di stelle, pushiamo forte queste stelle. Grazie Daniele, grazie mille. Ragazzi, mancano 3 minuti. Compiamo queste stelline, illuminiamo il cielo di grau, di giallo. Anche questa sera, forza bene. No, Amber rimbomba. Ma c'è nessuno più. Beh, scusa, il numero basta guardare nelle info. No, non c'è più il numero. No, dentro nelle postazioni del cellulare. Tu sta rube, Messi. 5731811. Ah, 3907531. Ruber, dove sei finito, cazzo? Rispondi. In bomba ancora, raga. Roberto. Va a finire che l'hanno rapito, guarda. Ecco che è andato in nuovo. Roberto. Dai zitto. Oh, oh, oh. Devo mettere chiù, ha fatto rapire. Oh, naccia. Come stai? Bene, bene. Bene, bene. Allora, che si fa? Ma vieni pure tu all'assalto. Oh, no? Ragazzi, c'è anche Tinder, dai che trovo l'amorosa. Allora. Vieni pure tu all'assalto, mica, no? Cosa vuol dire? Vieni all'assalto pure tu, l'assalto a convoglio? Oppure... no, è rischioso. Ha già una cavigliera tu. Tu sai che c'è l'assalto a convoglio, interessante. E com'è che non lo so? Certo che lo so, lo stavo organizzando. Ancora rimbomba, Daniele, grazie della 50, grazie Tania, dai ragazzi! Guarda, 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 guarda vicino al muro. Carichiamo sto party, ragazzi, carichiamo sto party, carichiamo sto party, mancano ancora delle stelle. Poi si fanno pure le videochiamate, lo sai? Vediamo, datemi un numero. Segna. Ma non c'è manco più il numero di telefono.
No, meno male. No, meno male. Allora, 3 giorni zero, che andano lì. Cosa? 4-0. 4-0. Aspetta, come? 4-0. 4-0. 3-7. 3-7. 4-4-5. 4-4-5. Pimp, vai. Cosimo non sta più al telefono, mio cugino. Eccolo, eccolo. Andi. Andati. C'è qualche cornuto in radio. Simo, Luca, Daniele, grazie per i like, ragazzi. Come ancora? Ma cos'è che era in bomba, raga? Non capisco. Poi signori. Signori. Qualche cornuto, no? E voglio, signore, siamo, oh, perché mi butti sotto? Aia! Scendi da qua, non è cosa tua, non lo sai portare e vai via. Dove siete allora, dai? Barretteria. Aia! Arrivo. Oh, te la sto ripia, cazzo, ma che fai? Ma fai la valoci? È scappato. Ciao, cinghiolo. Ma sbagliato. Che cazzo volete? Ragazzi, buonasera Anto, veramente eri in bomba, raga, ma siamo seri? Non riesco a capire perché. Allora, qua no. Eppure non sento, cioè non può rimbombare. Non ci sono altri audio aperti rispetto alle altre volte, raga. Ma tutti sentite che rimbomba, ragazzi? Qualcosa che rimbomba? C'è niente di strano, di diverso dal solito. Ragazzi, tutte le fanno, ci sta Tetris e tutta quella roba. Ma. La Jetta, quant'è che non la guida la Jetta, raga? Scendi dalla macchina mia, che cazzo fai? Ehi, scendi dalla macchina. Scendi un po' dalla macchina. Oh, la macchina mia. Mi stai rubando. Mi stai rubando la macchina mia. Scusami. Entrau. Oh, è la macchina mia, che fai? Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Sto per sparare, sto per sparare, vai dentro. Vabbè, sparo, mi sono rotto i coglioni, la macchina mia. Ok, sparo. Scendi in moto sta macchina.
pezzo di merda. Come state, ragazzi? Grandissimo. Io sento bene. Oh, grande, grande. È quello che volevo. Mi interessava, raga. Allora. No, no, rimbomba, io sento bene. No, no, rimbomba, io sento bene. Io sento bene. Ok, a posto, grandi, raga. Grazie della info, grazie di cuore. Sia a Joseph, Giovanna e Dario. Grazie mille, ragazzi. Lucone! Sera grandissimo, però ti voglio bene, anch'io ti voglio bene, Lucone. Come stai, teso? No, no, no. Buonasera, principe, buonasera, salta. Novità? Che si fa stasera, ragazzi? Cosa si fa stasera? Adesso lo vedrete. Allora, merde. Siete pronti che andiamo un attimo al ghetto degli arancioni? Venite. Andiamo a parlare con loro. Aspetta, va. Aspetta. Che te sei innamorato della macchina? Vai poi sto passeggero, pezzo di merda. Oh, buono. Della macchina. Oh. Ma mi dissocio da quello che ho sentito io. Ciao. No, tu non dovresti essere qua. Ciao Ema. No, mi disso, dai. Io sono un fantasma. Ah dai, come ti chiami ora? Come ti chiami ora? Salve. T'hanno spiegato, Ema? Sì, ma Ema non può venire, Ema, tu devi andare nel convoglio. No, infatti. Io so tutto. Ok, a posto. Quindi tu sai che quando ti chiameranno dovrai andare. Capisci a me, no? Mm-hmm. Ti fidi di me? Mm. Andiamo tutti nello sceriffato. Sicuro, ma non lo dici sì, proprio, però tranqui. Ma tanto stasera veniamo uccisi tutti, tranquillo. Buono. Ah va, cazzo di... Andiamo dagli arancioni, andiamo, andiamo. Ma ci stanno già? Ci sto io, ci sto, ci sto io. Ci sto io, cazzo. Ascoltiamo e ti manda a morire. Oggi tutti sti cazzo di traiardini, tutti pesci in bocca. Li scasso tutti. Che mandi a morire la gente. Tutti li mandi a morire. Adesso vado anch'io a morire. Ah, ma gli arancioni. Gli arancioni la quando hanno la saluta... fanno la fanno. Sì, ma... come allora, no. Stasera. Sì, la fanno e vogliono Dire solo. Però c'è da troppo. Dire che quelli le vincono le volte, ragazzi. Ma che vincono? Pure noi vinciamo. Vabbè. Allora. Siete forti, ma vi manda la. Vi manca la coordinamento a voi. Coordinazione. Coordinazione. A te ti manca la maestra di italiano, cinque. Ma... bello. No, vabbè, ragazzi, comunque le cose succedono, cioè poteva succedere anche a loro quello che è successo ieri, Quello che è successo ieri è stata una cosa strana, molto strana per tutti. Sì, organizzata malissimo. Anche la modalità di come è andata è no, è stata una... Non parliamo di quello che è successo. No, io l'ho detto. Adesso si va a mettere pesce in testa a tutti e via. Guarda questo. Ma sono tre, ma che cazzo vogliono qua? Vai qua dentro, coglione. Ma che mi punta, porco? Ti puntano. Dove vai? La parcheggio qua, se non me la rubano. Chiudila, basta sì. Basta che la chiudi. Oh, alzate le mani. Chiudi la macchina che sennò tra due minuti non ce l'hai più, ti dico solo sì, vediamo se si è chiusa. Ciao, bello. Ehi, ciao, caro. Come stai? Ciao, Argo. Bene. No, giorni difficili, Argo. Argone. Giorni difficili, amore mio. Guardalo. Oh, che fa? Spagna? Ti devo raccontare un po' di cose, fratello. Ok. E un po' di cose che non vanno. Purtroppo l'altra sera sono stato arrestato. Siamo andati a fare una pacifica e ci hanno pinzati. Okay. Dopodiché mi hanno portato in carcere, mi volevano far fare mi volevano collare anche il civico dell'844, l'assalto che avevano fatto, volevano darmi associazione a delinquere, tutte queste belle cose qua. Purtroppo loro dicono di aver prove, io non lo so. Allora ieri ho pensato di mandare i miei ragazzi a fare un assalto alla centrale per cancellare le prove. È andata male pure quella. Hanno preso pure loro? Purtroppo non l'hanno organizzata bene. Purtroppo... Non ci stavamo, diciamo, i gestori del braccio armato non c'erano e quindi sì, hanno fatto tutto capito di fretta, vabbè. È andata successo male alla fine. Sta venendo un gippone, sta un gippone. Purtroppo questo è andata male e... Ma avete signori, un paio... c'è un gippone con gente bianca dentro, eccolo là, chi è? Ah, forse sono... Io ci dico arancioni. Chi so? Dobbiamo sparare? Vabbè, non lo so, non li ho. No. Ah, è alto. Nell'erba! Degli tranquilli. 139 stanno con noi. Siamo noi, ragazzi. Tranquilli. Ragazzi, anche, la musica.
Ma qual è il cibo? Grazie. Buonasera, buonasera, come va? Avete un panino perché non vedo... Sì, il numeretto? 1, 3, 2. Se da bere, da mangiare, per favore. 1, 3, 2. Grazie, che me l'ha passata. Da bere no. Vecchio maledetto. A me vecchio. A te, come stai? Male. Male. E mi sono addormentato, sono stanco. Vabbè, buonasera all'avvocato. Ma quello è diabete. Ma fanculo. Ti porta sonnolenza, se hai fatto controllo della prostata del diabete. Le transaminasi, ma fammelo tu il controllo della prostata. No, fatelo fare da Steve. Steve, gli fai il controllo della prostata. Fatti il bidet, prima te lo faccio io. Essendo meccanico lo posso fare io. Devi fare il bidet, però. Allora, ragazzi. Ieri, purtroppo, come avevamo detto, avrei mandato i miei uomini a saltare la centrale per togliere queste prove di merda, ma purtroppo, raga, è andata male. Ci è andata male. Sì. Ai ai ai. Purtroppo, sti figli di puttana erano in tanti e hanno avuto sopravvento sui miei uomini. Adesso, però, bisogna tirarli fuori da lì. Macchina gialla con il coso. No, sono nostri, no. No, sono nostri. No, sono nostri. Bene, tiriamo fuori. Qualche maniera o nell'altra, ragazzi, bisogna tirarli fuori, io non so. Signor Principe, mi puoi dare il suo numero di cellulare? Vieni un secondo. Mo' iniziamo con i numeri, mannaggia. Mi dai il suo numero di cellulare, signor Principe? E perché gestione SIM non c'è più la SIM? Perché già salvato. Perché ce l'hai già installata, ma in impostazioni e vedi la SIM che c'è. Deve fare sulle impostazioni del cellulare. Impostazioni in alto a destra c'è il tuo nome con cui ti sei registrato. Beh, io ho un piccolo regalo per tutti. Ah, questo numero qua adesso è il mio nuovo numero? Sì. Non è più 555, questa roba qua, 88. No. Ora hanno cambiato prefisso, diciamo. Allora, 8892 578. Ma i numeri che c'erano prima funzionano ancora, però? No, ma poi aumentano. Boom! Tutti formattati. Ok. Raga, un secondo, un silenzio. 8 88 92 sì. 578. Donne. Ho detto c'è un piccolo regalo per tutti, donne. Ah, io c'ho un piccolo regalo là dentro. Bella! Hai visto che ci sono videochiamate? Che ci servono. Ah, bene. Pensavo donne. Che cazzo di donne te ne fai? Ce le portiamo in carcere con noi se veniamo arrestati, Alve. L'assalto è in 10, giusto? Perché a te non ti piacciono le donne? Sì. E il tuo numero qual è? Sempre è andata lì? Quella... E mo' ti chiamo e lo vedi. Ma che cazzo, non ci capisco un cazzo, io ci rinuncio. Chi mi vuole mi cerchi. Allora. Fammi scaricare un po' di app, va. Tinder, scarica. Signor Alve. YouTube, bello YouTube. Ti sente? Sì che sento, sono qua. Che cazzo non sento? Lì dietro, non so se... Cioè, questa dietro, maschera magari. Sono sopra. Allora. Prego. Ieri eravamo rimasti che mandavo la mia squadra a saltare la centrale per distruggere ste prove di merda, ma non ci siamo riusciti. La polizia ha avuto il sopravvento su di noi e hanno vinto. Sopravvento? Hanno arrestato tutti i miei ragazzi, signor Alve. Dobbiamo fare qualcosa. Che problema c'è? Avevamo già organizzato. Era già in previ. Oh, ciao boss. Che sberrone gli dà? Dagli un altro che poi te lo ridò. No. Sabbe, arrivo. Vabbè, ciao ragazzi. Vabbè, l'avevamo messo in preventivo. Sapevamo che potevate perdere. Preservativo. Purtroppo sì. Era quello che doveva mettere tuo padre, ma era bucato quello suo. Sì, non l'ho mai messo. E ha fatto una cazzata. Guarda che cazzo di stronzata che ha tirato fuori. Cazzo. Tra l'altro, una questione mi viene spontanea. Ma come cazzo hai fatto dalla bocca ad arrivare fino all'utero? Poi me lo spieghi. Io lo devo domandare. È un viaggiatore. Comunque, vabbè, che problema c'è? No, problemi in realtà. Problemi non ce n'è, però bisogna tirarli fuori. Adesso io non ho tanti uomini. Non riesco a fare tutto da solo. Bisogna di una mano di Argo, vostra, un po' nostra. Noi ci siamo. Non siamo in tantissimi, però ci siamo. Ma se mi aiutano loro, non mi potete aiutare anche voi, però, giusto? Possono aiutare quanti vogliamo. Basta che siamo in 10, possono aiutare tutti. Sicuri? Sì, quanti dobbiamo essere stasera? 10 o 12, okay. No? 12 la polizia. Allora, essere se il mossa. Signor Principe non si mette di mezzo, forse noi possiamo fare con loro. No, noi dobbiamo fare con loro. Cosa vuol senza dire? Per il signor Principe, però. Come senza me? No, Principe può venire, da solo può venire. Se viene solo lui può venire. Che cazzo non viene lui? Non ho capito. No, mica che lui. Testata allora, potente. Allora, Steve.
e yes, ancora non l'abbiamo trovato. Vai a cercare il cazzo di zio Nicolino, di zio Lino, che non, la, non lo riesce a trovare, è da due ore che mangia a pisciare e non se lo trova. Cos'è che c'è? Ma chi cos'è è lì? Che c'è? Ah, ma dove cazzo trovata, sei? La trova. Che stiamo parlando e te ne vai, maledetto stronzo? Cioè, ditemi. Allora, dobbiamo andare a prendere i miei ragazzi. In qualche maniera bisogna tirarli fuori. Abbiamo detto già che... io non ho abbastanza uomini, come vedi, per farlo da solo. Quindi ho bisogno di una mano. Meglio, una mano. Noi ci siamo. Vabbè, io... Allora, facciamo così. I tuoi uomini più forti chi sono? I miei? Quello con la cresta gialla. Ok, mettetevi vicino alla macchina rossa, per favore. Tutti, gli, tutti quelli bravi a sparare, per favore. Anche, mi mi, anche i miei? Eh sì, tutti quelli vai, bravi a sparare che sono qua tutti, dentro. Vai. Ma dov'è la macchina rossa? Volevo vedere la macchina nera, stronzi. La macchina nera qua. So io. Davanti, mettetevi davanti in fila, mettetevi davanti in fila. Ragazzi, dai miei sono bravi a sparare. Daltonico, portate qui, aspettate, faccio un'altra chiamata. State qui. Da non sono, sera, da, non sono daltonico, io sono italiano. Ho capito, però gli occhiali di sera da notte. Non so neanche dove cazzo era Daltonia io. Allora, quindi in teoria lì bravi ce ne sono? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei che stanno Oh! Oh, vi ho detto di mettervi in fila, non di fare capriole, facci e si stanno, ti stanno dimostrando che sono due, bravi. 2, 4, 6, 8. Ma sono tanti, sono. C'è un sì, altro. Perché calcola che ci sono pure io e Albert. Dovete essere 7, dovete siamo essere. Siamo 7 comunque. Fatti i cazzi tuoi, stronzo. E quello lì non lo metti in mezzo? Quello lì che sta salendo sopra la macchina che non so perché in benna... 2, 4, 6, 8. Vabbè, qua devono essere 7 perché ci siamo io, Lino e Principe. Samir, sì. Ok. Ok. Tutti gli altri, però attenzione, non è che gli altri non fanno un cazzo. Tutti quanti devono fare qualcosa. C'è chi deve bloccare la strada, c'è chi deve. Esatto. Ci sono tante cose da dover fare. Lo zio blocca la strada con i camion. Okay. Allora, 10 devono andare ad assaltare là. Però voi dovete andare adesso a bloccare le autostrade e fare perimetro e vedere da dove cazzo partono. Perché noi andiamo noi siamo vicino al carcere, poi vi raggiungiamo in contromano. Blocco un po' prima del carcere. Ci state voi un po' prima del carcere, l'autostrada che c'è. Ragazzi, aspettate, fate anche perché ragazzi possono passare anche dalla fuente. L'altra volta erano passate da secondaria, ti ricordi, Alve? Da secondaria, dalla fuente. Sì, non devono passare quando hanno preso te. Devono passare tutti. Dobbiamo trovare da dove passano, ragazzi. Quindi, ma mi sa che li bloccheremo in città. Non infatti, io li volevo bloccare prima dell'autostrada, prima dell'incrocio dell'autostrada. Non faccio neanche arrivare in autostrada. Dal 596 li volevo bloccare io. Che grazie. E noi ci mettiamo verso la Pacifica. Allora, qualcuno si mette... Allora, venite con me. Allora, ragazzi. Sì, ma se fanno il giro da lì... Statevi zitti, l'anima di chi mi è morto! Che cazzo fate? Uno organizza, si è organizzato in 700, non ci capiamo un cazzo! Pare che poi... vaffanculo! Lo fate arrabbiare, Mi sale la pressione. E non urlare. Chi è che non urlare? Che gli danno per lui. No, ma mi spavento così. E vai a fare in culo, vedi spaventarti, credi che cazzo ho urlato per un cazzo. No? Allora, uno, due li mettiamo sopra il tetto dell'ospedale che controllano quando il convoglio parte. E soprattutto ci dicono in quale convoglio è Cristiano. Primo. Secondo, cerchiamo di attaccare in città senza farci. Almeno non andiamo in autostrada. E prendete due bei camion, sberlone in bocca al cazzo di cose, come cazzo si chiama? Autista. Sberlone, due camion belli pesanti. Con quei camion là andate addosso alla cosa, al cazzo di coso. Però Alve, scusami, quelli lì sono considerati nell'assalto se vanno addosso? Se lasciano lì il camion e se ne vanno? No, devono essere considerati nell'assalto. Ma secondo me non ci sarà solo. Sono sacrificati quelli, Sono sacrificati quelli là, sì. I meno bravi a sparare devono fare quel lavoro lì. Vado io, allora, innanzitutto abbiamo detto i sette salgono su, allora quattro su quella macchina là veloci, su quella grigia. Scusate, mi posso dire una cosa? Perfetto. No, ok. No. È chiusa. Io su quell'altra, via dell'altra macchina. Lui apri la macchina. Bella Andrea Diego, la Rosa Marti, Gelli Pietro, Mattia Marco. Andrea Davidone, grazie per il like, ragazzi. Belli. Sto arrivando, amore mio, adesso bisogna vedere perché siamo già in tanti. Con l'elicottero puoi seguire. Posso seguire con l'elicottero, signore? Che magia nera, c'è il garage, cretino. Ah, il garage portati. Allora, quanti siete qua dentro? Oh, le macchine sono da 4, teste di cazzo. No, c'è bisogno, sono da 4, cretino. Sono da 2. Sono da 4.
Si è entrata davanti, ma si va dietro. Vado a cercare. Ehi, Flex, sali pure tu, sali pure tu su questa che è completa, vai. Vieni, qua ne mancano due. Sono qui agli appartamenti. Ok, qua ne mancano due. Ragazzi, non possiamo andare tutti. Allora, altri due cazzoni che stanno a sparare, che vanno in quella macchina nera là a destra. Oh, come? Allora, faccio la pistola. Una domanda, signore. Oh, perché erano sette, ma non sono in quattro là dentro? Non dito meglio. Quattro, due, sei. Sei, un altro ne serve, dai, un altro cazzone. Sì, sta arrivando, stai in bagno che fa la pipì, arrivo. Ok. Allora, secondo me se la strada riusciamo a capire da dove la bloccano, cioè da dove passano, la facciamo bloccare da due che non partecipano, lasciano lì i camion e se ne vanno. Ci vuole l'elicottero. Così ragazzi, non sacrifichiamo tra due persone. Lo seguo dalla partenza. L'elicottero c'è Franco da qualche parte. Se lui segue con l'elicottero e i camion li buttiamo in mezzo alla strada dove vanno e poi questi se ne vanno via, è considerato che stanno partecipando? No, ma noi glieli mettiamo e ce ne andiamo, li lasciamo solo là in mezzo alla strada, sbarriamo la strada e basta. Se no devi buttare due persone là. No, voi allora si passa a capo e si partita. No, io non c'ero ieri, raga. Prima che arrivano, io sono volatore dell'elicottero. Dov'è, raga? Ma da dove cazzo stai parlando, Gianfranco? Sì, veramente. Le munizioni. Principe, sembra che sei dentro l'imbuto. Aspetta, Principe, c'è un problema. Qual è? Deve venire pure Alfa, sto contato. Deve venire, raga. Questi sono la gente. Quindi ci manca. Ci serve un posto per Alfa. E dove lo prendi? Non lo so. Ma Ivano contare, non l'ho mai visto sparare. Ma Ivano com'è sparare? Perché sta venendo con voi, Ivano? Ma chi è Ivano? Quello là con il codino dietro alla macchina. I miei sono solidi. Tre più solidi in Italia. Jack. È possibile un M60, signore? Jack. E chi Ivano? C'è Mirko, caro. Non lo so se è Ivano. È Jack. O Jack o Alfa, deve decidere. Alfa. Oh, avete un po' d'acqua, per favore, che devo ora che sto. No, non ce l'ho. Alfa è capo, è braccio armato, quindi viene Alfa. Non mi metto. Raga, ma dillo la giuramento, fallo scendere, dai. A chi? A quello col codino, non so come fare, io non l'ho mai visto. A chi è quello col codino? La radio è accesa, fra. Aspetta. Dove sei, Jack? Allora, quella dell'applicativo ho messo. Ma non lo so, Jack, come spara. Jack, se non mi sbaglio, è purista. Jack in radio. Purista, Jack. No, non è che è mandate solo gente che sta sparando. I soliti. Scusa. Scusa, me l'hanno usato. Mi senti? Certo che ti sento qua. Ma mi senti bene? No, ti sento male. Ora sì, ora sì. Domanda, signore, mi stanno chiedendo i ragazzi quelli lì devono andare in centrale? Così li facciamo insomma le cose non credo. Centrale? Allora, io i ragazzi di ieri certo che devono andare, certo che devono andare. Ok. Allora, Capone, ha preso le armi. Capone, fammi il favore di portare, di dire, entrare in Discord e tutti quelli che devono essere arrestati, tu e ma gli altri, andate in centrale. Andate in centrale e gli spiegate la cosa che dovete fare, ok? Dimmi. Arrivano Alfa e H. No, non è Alfa e H. Chi cazzo è H? Alfa okay. Dov'è, raga? Non è che possiamo aspettarlo tra l'altro. Stadio, dobbiamo prenderci un giubbotto, casco. Boh, siamo tutti quanti nelle macchine. Ma quanti ce n'è? Le armi? Cavigliere, 1, 2, 3. Le armi? Sali, sali qua. Ah, com'è Jack? Cosa apri? Ok, 4, qua quando siete? Facciamo la radio comune, raga. L'abbiamo già fatto. Principe, 300.27. Principe, tu sali con me. Allora, 3. Lino! Vai, Lino! Lino! Aspetta, c'ho le munizioni, aspetta. Dove c'è? Così siamo 11. Dov'è? Vai, dopo passare con la macchina nera. Albe, siamo 11. Perché siamo 11? Perché noi siamo 8 e voi siete 3. No, io vi ho detto che voi dovete essere 7. Mo siamo 8. Ne mandi via uno, mezzi. Dai. Che cazzo? Mo vai in Albe. Dateci una radio, ma... andiamo a vedere quando passa. Radio 77. Devi andare in centrale, ovviamente. 77.77. No, vai in centrale, però. Vabbè, vado. Vai tu, dire sull'applicativo anche. Ok, andiamo in centrale, andiamo a vedere quando passa. Ma da che siamo a fare? Siamo organizzati. Vabbè, siamo lì. Andiamo al negozio d'abbigliamento. Sì. Quello davanti al Vanilla. Com'è la radio? 77.77.
Tech. Odin. Passo. Qual è la radio? 77.77. Ma loro erano in un'altra, mi sa. Erano in 300 punto qualcosa. Ma Alve, devo metterci il giubbotto? Sì, sì. Anche i vestiti ti vuoi mettere d'assalto? Yes. E siamo tutti rossi? Tutti rossi, raga, qualcosa di rosso. Buttatevi tutto su qualcosa di rosso, così ci riconosciamo, raga. Maglia rossa, qualcosa del genere. Rossi ci va a vestire? Sì. Io sono pronto per la scelta. Ma sei vestito nero, fra. Ma io non, non dovrei venire, no? Mettiti qualcosa di rosso. Non è un monitor, è una televisione. Ciao, bello. Compito per me? Ma sì, che cazzo? Ah, ok, ecco, ce l'ho io. Sai? Ma quando è brutto? Se vuoi te lo inseguo io. Allora, bisogna entrare. Zitti un attimino, ragazzi. Zitti un attimino, fermi. Vi dico i numeri di questi. 2, 4, 6, 8, 9. Manca Principe. Io sono qua. Questo sono io. Ok, mettetevi qua. Mettetevi tutti qua. Adesso fa l'outfit, dai, fa niente. Tanto vi dobbiamo mettere. Vi dico io i numeri, ragazzi. Allora, ci siamo qua. 2, 4, 6, 8, 10. Ma questi due qua davanti chi cazzo sono? Non lo so. Sono miei che aspettano ordini magari per bloccare la strada oppure fare altro. Ah, ok, beh, però spostatevi da qua che sennò ci confondiamo. Allora, dove devo andare in centrale? Avete tutti quanti? Sì, vai in centrale, tu arrestato, vai in centrale. Oh, bello mio. No, vabbè, poi... mi servono i soldi a me, chi ce li ha? Ok, silenzio ragazzi adesso, eh. Avete tutti i soldi in tasca? No. Chi è che non ce li ha? 149. Io devo vedere se ce li ho. Dovete dargli, raga, che io non ce li ho. Io aspetta un attimo. Quanti? Dai, ce l'ho io, 260. 149. Di rosso, raga, se no ci confondiamo. No, tutti neri. Raga, vi confondete tutti neri. Vi sto mettendo come sono vestito io, ascoltate. Ma pure la pula, ci confondiamo. Pure la pula sta nera. Mettetevi rossi, basta. Ci mettiamo noi rossi, dai. Vabbè, ci mettiamo noi rossi. Allora, vedo io questo outfit qua, se volete. Però mi metti solo la maglia rossa. Beh, ci mettiamo solo la maglia rossa, sì. Siete pure il giubbotto rosso, se riuscite, rosso, bianco, se no ci confondiamo. Ma guardate che non trovo la maglietta rossa, guarda quanto è merda sto coso. Guarda che non trovo la maglietta rossa, guarda sto merda, guarda. Oh, ma zia. Metti la mia, oh. Ha detto che te li ha già dati. E dimmi il cazzo di numero della tua, eccola qua. 149. Torso 392, torso 392 mettete, raga. Ok. Sì, vuoi? Affangur, mi sono messo così. Davvero? Ok, grazie. Colore 5. Che cazzo di magliette si è messo? Torso? 392. Il caschetto mettetevi, ragazzi. Sì, sì. Numero quale casco mettiamo? Uno che... 112, tanca. Uno che... assorbisce colpi. Assorbisce i colpi. Ah sì, però assorbisce i colpi. E così ci riconosciamo bene, dai. Braccia, bisogna trovare quelli che... Non ho capito che vuoi. Ah, le armi poi. Diciamo, le prendiamo. Assorbisce colpi. Andrei, grazie delle 45 stelle, bello mio. Grazie di cuore, amore mio, Marwan, grazie per il like, Francesco, Cristian, Andrea, Debora, Rosa, grazie per i like, ragazzi, ci vediamo ritardo. Guardi il no clip e fai entrare Nettuno che porta a sparare AIDS. Allora, AIDS intanto è più scarso di me a sparare. Abbiamo fatto oggi le prove, quindi non diciamo cavolati. Poi, raga, io che sono il capo ci devo essere... Per forza, almeno nell'assalto. Andiamo in il ticket in teoria l'ho aperto io. Dai ragazzi, okay. Mettete sto cazzo di caschetto, 2 ore per vestirvi, su. Ma ci vuole un outfit elegante, cazzo. Mi sa che voi per una mezza ci sta oggi. Occhi rossi, che cazzo vuoi? Niente, me lo devo vestire. Ah, ti devi vestire. È come dopo mi devo vestire. Secondo me devi andare in centrale. Male. Lei funziona più. Cioè, che siete tutti in radio qua? Top 20, no, veloce. 70... Ma come no? Allora, io mi sto per innervosire, ragazzi. Ma mi avevano dato una radio prima. 77.77 la radio di tutti. Assalto. Ok. Falli entrare. Check. Radio. Check.
Ok. Sì. Oh, devi levare dal... Levatevi le maschere tutti, eh. Oh. Sembra un coppa biciclette, tutte le giorni appresso. Allora, armeria, giubbotto, siamo a posto, dai. Beh. Ma? E le armi ce le ho io là dentro. Bella Ed, grazie per il like, bello mio. Trovate! Sì, due in volo, siamo in volo, no, sopra la centrale. Io però... Raga, qualcuno passi a vedere, a prendere un po' di band se riuscite anche. Bravi, bravi, siete rimasti. Bravi. Dov'è che sei? Dove sei? Scusa. Io sono qua vicino a te. No, dov'è? Dove sei, Dino? Dino? Qua, c'è qua. Rubè. Mi più la carabina dietro, ok? Mezzi, aspetta, aspetta, ci vediamo nel parcheggio. Vai a prendere le band, mezzi. Dove si prendono? All'ospedale. Venite con me prima, venite con me prima. Seguiteci! Stanno andando all'ospedale a prendere le band. Va bene, allora andiamo qua noi. Prendine una cinquantina, 30. Potevi di venire al multipiano da darne una decina a testa. Venite al multipiano del 218. È meglio che ne prendiamo 50. Venite al multipiano 218 quando avete finito, che vi danno le armi. Ok. Allora. Munizione R R1 no 25 no cazzo fa sulle carabine qua, ma Alve non sa sparare, ma va bene ragazzi, aspetta un secondo, Hammer, Tango 3, ci proviamo, ciao Hammer, ciao Eddie, ciao bello. Oh, perché non mi fa pesare le cose, che SRP belli, sai, aspetta un secondo, to allora 148 to 5 colpi, poi to 5 colpi. Allora raga adesso vi dovete mettervi tutti quanti qua e prendervi da soli le cazzo di carabine che ci sono dentro, dai. Va bene. Una carabina a ciascuno, dai. Ma tu ce l'hai già? Sì, caro. Vabbè, chi ce l'ha già, no. Ma i colpi sono dentro? Ci sono anche i colpi, sì. Iate le carabine, mi raccomando. Tenetevi in tasca anche una pistola perché potreste sparare dalla macchina. Mi raccomando, quando sparate in macchina dovete essere fermi. Normale, normale. Ricordate, ora ragazzi, per favore non fate cazzate. I colpi non ci sono? I colpi ci sono, dimmi come il numero. 218. 185, 186. Però secondo me sai che è meglio la K, la carabina? Sì, carabina della K. Dall'altra parte, in nero. H? Oh, sono qui, in nero. Dimmi. Ah, ok. No, niente. Pensavo che stavi già facendo un po' di sopralluoghi per essere... No, adesso vado, ma da dove parte il convoglio? Mi serve sapere solo quello. Parte dalla centrale di polizia. Ok, no. Mi dai due pacchi di... Parte dal governo, dovrebbe dal governo? Partire. Dal governo? Allora, gli altri... gli altri io l'ho mandato in centrale. Porteranno. Vabbè, non ti preoccupare. Due pacchi di munizioni della pistola, per cortesia. Non ho munizioni di pistola, ma gli accessori per le armi noi ce li abbiamo a casa, vero? Sì, tutto a casa, Facciamo un salto al volo, Massimo, prenderli. Ma proprio casa a casa, non da noi, capito? Non ce li avevi tu? No, solo i silenziatori. Avevamo solo il carico che avevamo fatto. Non li abbiamo mai spostati, capito? Li avevamo messi dentro qualche camion, poi tra l'altro. Cioè, forse di zio, forse di N, non so. Quindi è un casino a ritrovarli. Sì. Tu, bellissimo, niente. Non è che avresti anche un pacco di munizioni basta per la pistola? Perché mi sa che è proprio scarica. Signori? Sì. Non è che avrebbe un pacco di munizioni? Dove sono andati i ragazzi? No, non c'è la munizione di pistola. Dov'è che sono andati i ragazzi, ragazzi? Raga, dove siete? Dove siete voi? Perché noi ci abbiamo fatto tutto. Al multipiano. 381? 218. Vado io, iniziando. Tanto sono nella vostra. Se per caso recuperi degli accessori armi in giro. Ragazzi, però no, c'è bisogno. Ce li hai tu? Cos'è bisogno? Almeno silenziatore calcio e qualcosa che tiene. Non c'ho calcio, non ce l'ho. C'ho già i miei problemi. A quanto ho capito no.
No, sullo silenziatore. È iniziato dal mio... Ah, beh, ma ce l'hai tu, però. Cioè... Ragazzi, qualcuno ci dice che cazzo mi dici cosa ti serve? No. Non lo puoi organizzare tu chi deve bloccare la strada? Ace. Vai a bloccare tu la strada, vai a parlare con loro e occupati. Hai letto il giornalino, per favore? Mancano i detenuti. Eh? Mancano i detenuti, dicono. Qualcuno li ho mandati in centrale, non c'erano tutti stasera. Ma qualcuno li ho mandati in centrale. Ma io ho detto che devono essere in due, tanto. Ah, beh, due sicuri. Già ne sono anche tre. Ma li ho mandati alla centrale, tu mi hai detto. Io li ho mandati alla centrale. Sono ancora arrivati? Marcolino era al concessionario dell'usato. Mezzi. Dimmi. Vai un attimo di là. E di andare già a centrale, per favore. Sì. Una cosa. Intanto alzo le mani, prendetemi 5 band a testa. E gli arancioni dove stanno? Qua non ci stanno. Aspetta, sono scappati. Vabbè, prendetemi 5 band a testa. Dai, io vado a rondare. Mi faccio sentire in radio prima. Avete preso tutti? Oh, Prince. Poi. Ma mancano le armi a Rube e a me, si crede. Stanno, a me se ce l'ha, Rube no. Stanno dietro nella macchina, nel baule, raga, Messi, prendetele. Rube, prendetela. Io ce l'ho, era Rube che gli mancava. Non hai colpi, però. Sì, ma io la voglio. Ma non possiamo... ci stanno? Oh, cazzo, super bene. Più che altro da mangiare e bere a me servire. Non è scomodo la K, però. No, la K fa più schifo. Infatti è meglio la carabina. Ah, ci sono colpi. 148, ragazzi, qualcuno da mangiare e bere, per favore? Io no, colpi, per favore. Grazie. C'ho da mangiare. Grazie mille. Colpi sono sempre lì dentro. Ascoltatemi, perché mo siamo in 6, 7? Aspetta, forse di qua. Dove stanno gli tre? Dove sono ma quelli arancioni? Di Argo dove sono? Dove sono gli arancioni? Dove sono? Non è che sono rimasti nella radio di prima? Quella 300... Ah, sì, 300.26. Vai un attimo in quella, di che siamo qua. Oh, check. Radio. Belli, venite al 218. Cambiate radio. Ci siamo. Avevano ricambiato questi. Non vi vedo. Ma dove cazzo sono i ragazzi? Io 77, i miei sono tutti 77. Qua. Sì, io, sono arrivato, sono nella radio vecchia. Ma chi sono tutti qua, ragazzi? I miei sono qua. Gli altri sono gli arancioni che stanno arrivando. Ma dov'è che sono andati? No, sono arrivati. Sono nella radio vecchia, quindi ma Lino dov'è? Lino qua a destra mia. Sono nella radio vecchia. Ma va davanti. Ah, sei davanti a me tu, Lino, bravo. Mi servono dei colpi, ragazzi. Oh, colpi di che cosa ti servono? Carabina. Come vi servono i colpi della carabina? Qua ce ne sono zero. Anche qua dentro non ne avete controllato, no, qua dentro. Non ci sta niente. Controllato, solo carabine e AK. Se volete a casa al 582 ne ho. Ne do, ditemi i numeri. 153. Ma ne avete proprio zero? 149, zero. Mo ce n'ho 200. Devo andare a prendere a casa un attimo. Ah, mo ce n'ho 5, vabbè. 50. Ma quello è quel merda, quel pezzo di merda. Io gli ho fatto fare le cose a quel pezzo di merda. Io ho fatto fare le cose. A chi è, Steve? Vado un attimo a prenderli, Alve. No, aspetta un secondo. Perché lì ne servono un bel po', Ma pure 250 a testa basta, l'importante è che ce ne abbiamo tutti. La cosa è sparafica? Se ci abbiamo pure qualche pacchetto in più è ancora meglio. Se siamo su alti. Sì, ci servono minimo 3 pacchetti in tasca, ci servono, lo dico. Amori miei, amero donato 45 di non si sono viste, grazie lo stesso amore mio del 45 bombe del loro 4 miliardi, scusami, mio piacere che si stava piantando un po' la situazione. Arrivo, DJ, cazzo, siamo gente. E lascio io quasi. La solidità ha detto vieni, ha detto dimmi. Prendo la top win. Allora, Rub. Steve, sì, visto che tu hai quei problemi con la TV, cazzo. Arriva JJ, lasci. Le munizioni si givano nella base, bro. Sei da solo, JJ, o sono come gli altri tre? Ce l'hai tu, Alve, te l'ho passato a te. Ha detto le munizioni lascerò io, dai, va bene.
so che cazzo significa. E se no chi altro c'è? Voi le avete le carabine già? Ok, colpi li avete? È non male. Ma gli potete dare dei colpi per favore a loro? Che mi sa che ne avete presi una cifra e ci avete ma lasciato. Ma noi l'abbiamo presi dal nostro deposito. Noi abbiamo preso il nostro deposito. Vabbè, se riuscite a darmeli poi ve li ridò. Grazie. Potete non menarvela che avete presi dal vestito. Tranquillo, cioè non c'è una macchina. Io in questa modo rossa non ne ho. Ne ho due in più. Ragazzi, ma su non c'è un calcio, un mirino? Dai, un caricatore a testa, dai, glielo date un caricatore a testa a questi due ragazzi. Ma io ce n'ho 5, è un po' Pokémon il boss. Sì, io ce n'ho infatti, lui ce n'ha uno però. Dammi il numerino, Dimmi il numerino. Vado a prendere a casa, no, no, non ci serve, non ci serve. 3, dai. Andiamo, posso. Non mi metto 6, Rubio, che te ne do uno. 149. Raga, volendo li vado a prendere a tutti, però devo andare un attimo a casa. Ma abbiamo fatto, non ho risolto. Se volete io ho una 9. Non mi servono colpi pistola, se avete due colpi pistola sì. No. Allora raga, chi vuole band venite a prendere. Io non ho la ventina, mi basta. Volete band? No, no, ventina. Vai, vai. Siamo a posto, siamo a posto. Prendetene 5 a testa e sto a posto. Va bene, levatevi tutti quanti le maschere. Oh, ma che mi perquisite tutti insieme? Via il cappellino, via le maschere. Sempre puliti quando andiamo in macchina, poi quando dobbiamo attaccare pacchiamo tutto. Ok, vai. Ora sì, perché sennò si perde pure il coso. Secondo me dovremmo essere più macchine. Dovremmo fare tre macchinate da tre e una da due. Allora, apri il garage e la macchina. Una da due è impossibile perché se siamo 10 va l'anima. Dobbiamo fare macchine da due, dobbiamo fare. Ma tu la mente che dove le mangiate? Io non l'ho mangiata, me la sono mangiata appunto. Non l'ho digerita ancora. Mi verrebbero dei 4x4, ragazzi. 5 macchine. Sì. Sì, perché dobbiamo salire sulle montagne e prendere altezza, ragazzi. Mezzarotto. Guarda quel camion lì va bene per bloccare la strada. I camion per bloccare la strada. Vabbè, ci stanno gli autobus. Ah, gli autobus sono. No, non ce l'abbiamo colpito. Per noi. Oh, siamo pronti? E con i camion quasi in posizione. Dai, veloce. Ragazzi, se non parte il convoglio, dove cazzo andiamo? Ma dobbiamo trovarci là, cioè. Calma. Cominciamo a fare un po' di giri per la città. Andiamo, salite in macchina. Via le carabine, via tutto quanto, ragazzi. Dai, salite nelle macchine. Dai. Fammi guidare, per favore. Ma che guidi? La macchina lavora. 4, 2. Ah, io sono salito nella voce. Vai, seguiamo, ragazzi. Sto io di qua. Ah, questo è nostro. Rube. È arrivato JJ, Rube. Fai un cambio con lui, per favore. No, Rube. Raga, ho perso un centesimo di giubbo, ma che cazzo. Vai, un centesimo. Dica, questo è un mostro, però. Ma chi è, Jay? JJ? Oh, sì. Rube. Il mio JJ, sì, eh. Sì. Ma raga, io Rube, non mi Rube, lasciali tu. Vieni qua, JJ, sali sulla macchina, va. Vieni, JJ, vieni. Biondo, scendi da sta macchina che me lo porto io, JJ, che mi deve fare il video troll. Dai, sali. Oh, dammi il numero. Dai, sali che devo andare su YouTube ancora. No, questa è schiavitù. Dai, pezzi di merda, muoviti. Oh, sali normale, cretino. Vabbè, guarda, dai. Che cazzo mi hai preso? Sali macchine finte. Sali qua, muovi, cretino. No, JJ, come on. Ehi, Dio. Devi dare... Oh, fermi. Non ho armi, una pistola, va bene quello. Dai, il numero. 298. Deve passare la roba. 298. Allora, visto che siete 3. 298. Bellissimo. Cucciolotto. Soltanto un costo di munizioni. Diciamo che non ci farò molto. Dentro ce ne sono 200. Ok, va bene, grazie mamma. Allora, se vuoi, passa al 582 che prendo 50 scatole di munizioni e le distribuisco. Tanto siamo in giro a cazzeggiare. Dillo. Vai tu. Dillo a loro. Ragazzi, andiamo al 582 un attimo che prendo un po' di munizioni AR, dai. Me lo mettete? Franchi, ma tu quello scorso. Qual era il 582? Ok, non è. E ti metto una rotta, vabbè. Incidentino. Aspetta, ci vuole il casco? Sì. Allora lasciami qua all'incrocio, così vado a sinistra e poi ando da destra. Arrivo. Nice, arrivo. Sono andato la polizia in volo. Ma vogliono partire. No, dovevi girare a destra. Sì. A destra dove, scusa? Vai indietro. Elicottero in volo. E poi gira a destra. Eagle 1.
Vai avanti dove c'è quel portico a tre. Ah, il portico sì, 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 sì. E tu hai qualche sì, mirino anche? Hai mirini? Qua no, ce l'hai un cane. No, non credo, guarda. Io sì, io lo vedo. È il volo di fronte alla centrale. Ok. Ok, va a fare prima un perimetro allora. Vuol dire che stanno per portare fra Franco, spostare. Giovane, dacci tu l'avviso. Cosa? Allora ragazzi, ci sta uno con la moto che stava facendo avanti e indietro dalla centrale, è uno dei nostri per caso? Ah eccolo, lo vedo l'elicottero, sì, ho avvistato. Ok, Eagle One in volo. Alfa, dove sei? Centrale polizia, di fronte alla centrale. Ok, ci conviene a sta verso il casino però, non ci conviene a farci... Avete già messo le corriere e i camion? No, non le mettete mo, ci sono l'elicottero. Non le mettete mo, c'è l'elicottero. Ma che cazzo mi suoni? Bravi, che cazzo mi suoni? Appena arrivo, non mi scusi. Ma chi servono le munizioni? Ragazzi, a me se me le dai. No, io ne ho. No, sì, anche a me se me le dai almeno due pacche ancora, sì. Che numero sei? 238 pacche. 2-8 153 2-8 2 pacchi al 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 2-8 minchia raga, ho sentito polizia, veloce la polizia, ma che polizia, è un'ambulanza. Allora 1-8-3 sei pieno, non te li posso dare. 1-5-3 Dalle a me, 298 se lui è pieno. Ma se è pieno, che cazzo? Io ne ho 150, raga. 153, okay. A me non me le vuoi dare proprio. 153, cazzo. Rubè, non mi devi macchiare con noi, che ok, grazie, mamma. Rientri qui è finita. Anche a me hanno le macchine. Allora, raga, centrale. Io ne ho un botto. Ragazzi, con voglio uscito. Ragazzi, se con voglio veloci. Dai, 3 blindati vanno verso il 593. Scusate, mi verso tutto, mi metto già gentili signori, tutto. Potete ricordarmi la radio? 777 stiamo a bloccare l'autostrada. Prima l'autostrada che va giro 9 Maria, che perché non Maria? Ma dove stiamo? Dai che ci siamo ragazzi! Si parte con l'assalto! Al convoglio, tre liberali, grazie ragazzi! Tutti carichi, tutti pieni sul divano, cazzo, dai! Che giro vogliono fare? Scusatemi. Allora. Di chi state parlando? Scusate. Allora, convoglio. Partito. 719, ragazzi. 719. Ma state scherzando, è già partito il convoglio? No, vai. Sì, non dormire. E dove devo andare? Ti ho messo il GPS. Ma come convoglio intervisto? Dove? Stanno andando dove? Ragazzi, stanno a passo secondario. 718. Vai ragazzi, mettete le secondarie, tutti sulle secondarie. Quindi fuente, quindi fuente. Destra. Alzate audio. Ma scusate ragazzi, ma è già partito il convoglio veramente, raga. Sì, Alve è partito. Ma cosa vuol dire questa cosa? Ma cosa vuol dire che è partito che non te l'hanno detto? Non fa niente, dai. 77.77. La radio 77.77. Ok. Dove è? Silenzio radio perché non si sta capendo un cazzo. Silenzio radio, date indicazioni. Ho usato questa radio una volta, no? Allora, parliamo solo noi che stiamo sotto loro. Quindi, 707 verso il 939, l'hotel a nord, ragazzi. Buona, Alve. Siamo sotto la strada, voglio non è quello picco. Ragazzi, arriviamo capo ragazzi, portate sotto con i like. Mettiamo che la cam o senza cam. La preferite con la cam o senza? Qualche GPS, ragazzi. L'ho messo 940, dentro che lo bloccano lì loro. Ma lo bloccano lì se arriva lì. Vieni, ci muoviti. Se passa da lì, ragazzi, se non passa da lì. Allora vanno verso il 932. 932. 932. Vai. Giusto lì. Dobbiamo ingaggiarlo. Io, senti sta cazzo. Arancione, sta fanculo, guarda sta macchina di merda. No, Arancione, sta che c'è ingaggiato? Ah, giornata con i civici. Bel GPS che mi hai messo, fra. Che cazzo vuoi? È Google quello. No, raga, sono al 939, stanno passando lì. 939. Sì, 939 lì. Ingaggiamo qua, raga, se no non possiamo.
Ingaggiate, ingaggiate. Arriviamo, arancioni. Gli arancioni devono per forza bloccarli, ragazzi, sennò è troppo tardi. Porca puttana. Cingo, devi venire con me. 940 a bloccare la torre. Ok, 940 l'abbiamo davanti. Ok, qualcuno che ci può dire il numero sul 940. Eccoli a destra, li vedete. Veloci, ragazzi, sono dentro il carcere, sparate. Sparateli. Siamo dentro il carcere. Ti conviene andare a destra, mi sa. Sì, sta dietro, spari. Che schifo che fanno, ragazzi. Io non ho parole, veramente, io non ho parole. Io non ho parole, veramente, fanno proprio schifo. Sono già sul carcere, ragazzi. Minchia! Vai via da qua, fra. No! Siete vivi? Stiamo sparando davanti, davanti in costo, ragazzi, davanti... Stiamo prendendo da dietro. Me li sono visti per strada, qua. Non importa più, cinque allontanati. Occhio, possiamo fare più niente. E allontanati, no? Pure dalle mura, pure da... Bravo, non arrivano i colpi. Mi sa che è tutto un sogno, eh. Non ci arriva, vero? Anch'io ho visto. Sotto. Sotto il tubo, lo vedi a sinistra? Non arriva. Lungo il perimetro, anche di dietro. Fa schifo sto carabina. Ce ne sta uno qui davanti a noi. Sul tetto. Ce ne sono qui davanti a noi. Dopo l'entrata, lì davanti. Bravo. Mezzo ragazzi, ragazzi, lì davanti fermi, in HG. Fermi. Cos'è successo? Tornate al barrio. State fermi, ma non leggete! State fermi! Mi rianimi. Ci diminuisco. 148. Ancora. Leggete. Raga, ma c'è scritto. Non tiltare. Mamma mia, non lo leggono. 148. Ma devo tornare, vado al volo per il mio anche un portone. Il giubbo pure. 148. Per favore. Dammi il tuo. Alvia, andiamo via. Vieni qua che ti porto, prendiamo il giubbotto, vieni. Andiamo. Basta, lasciali. No, lasciali 148. Dai, salite in macchina, lasciali. 148, sì. Salite, dai. Ah, 298 GG vi devi rianimare. Ma ci hanno rotto le gomme, ci sparano, fra. Fuori dalle mura del carcere, sparano. Non dentro. Cioè, boh. Mi sto dissociando male, ragazzi. Stai tranquillo, mettiti in mezzo, cioè sali. Mi rianimate JJ, raga. 298. No. Bisogna portarlo via, però. Ti devo parlare. Alfa? Dai, sali. Ti devo parlare, dove stai, urgente? Sali, JJ. Vado al barrio. Dov'è JJ, scusa? Non lo so. Ah, ecco, dietro di me, sta arrivando. 139. Ah, sì, ok. Dai.
Angolo 2 mi possiamo giocare da soli e hanno rotti i coglioni. E sono stati 2 ore ad organizzarci per sentire che sono già partiti dalla centrale di polizia. Avevano detto che partivano dal governo. Va bene. Di cazzo dobbiamo parlare, raga? Meno male che ci sei tu. No, ma guarda che io lo so già queste cose, fra. Il problema è che sai cos'è la differenza? Che stasera adesso caccio chi ha fatto sta cosa. Adesso basta, fra. Perché c'è una persona che per andare contro di te, per andare contro qualcuno, sta facendo queste porcate qua. Ma e dai. Adesso basta. Ma dai, Alve. Adesso basta, fra. Adesso basta perché io l'ho sempre detto, qua si deve rispettare il player. Ok? Qua non si rispetta né lo streamer né la mia streaming, a me della streaming non me ne frega un cazzo. Qua si, dentro Grau si deve rispettare il player. Sì. E voi siete player e meritate. Questa cosa qua a me non piace. E non va bene così. Poi tilt e mi fanno incazzare. Sentite cosa sta dicendo Alve, sante parole, ha detto le cose come stanno, noi siamo bravi, l'ha detto lui. Bene così. È giusto che c'era, se ne è accorto finalmente di cosa succede. Grande Alve. Oh. Adesso fai rientrare quelli che hanno portato in carcere, dopo falli rientrare nella tua fazione, gli ridò tutto quanto, capito? Ok. Fagli cambiare il personaggio, fagli fare quello che vogliono. Cambia il personaggio, cambiano tutto e noi siamo a posto, li hanno arrestati, basta. Ok. Ti chiamano in assistenza. Ma come l'ha scritto? A me mi chiamano in assistenza. A me mi chiamano in assistenza. Anche sbagliato a scrivere. Mi piace la cappa finale. Guarda che io ho la cappa finale. Infatti mi piace. Due volte ci sono state le cose che non andavano. Lo so Cristian, lo so, finalmente si è reso conto, ha visto cosa è successo. Tanto ragazzi, so che non lo caccerà, so che non accadrà perché si parleranno, ma mi va anche bene. Però almeno che si capisca che noi non siamo matti, che la mattina ci svegliamo incazzati e la sera andiamo a dormire incazzati. Non sapevo il continuo, ha scritto Alve. Perché comunque quando tu ti prepari di fare delle cose e poi te ne girano con delle altre, è normale che la gente si incazza. No, sono in live, non litigo, però voglio andarci. Venite pure voi, per favore. Arrivo. Dove, neanche io? Anch'io? No, io evito così non clip. Andiamo in assistenza, raga. Ma di solito un carcerato esce dalla caserma perché la polizia non può accusare nessuno, va in governo, fa il processo come tutti i convogli nazionali su 5M e poi dal processo va in carcere. Non c'è processo alla polizia, partiva dalla polizia. Ok, fa niente, non voglio litigare. Però, avete vinto. No, nessuno avete ha litigato. Vinto. No, perché vi siete arrestati e ve ne siete andati? Perché comunque se avevate perso lo scontro a fuoco che doveva avvenire poi ci dobbiamo far arrestare. Ok, sto venendo. Ma c'è uno sparendo perché guardo il giornalino. Candy no, a posto. Andiamo in polizia a farci arrestare. Basta, chiuso l'assistenza. Andiamo in polizia. Perché eravate sopra dentro al carcere sopra i muri quando il regolamento parla chiaro che dovete stare al di fuori del perimetro. È fuori dal perimetro del muro. Come, scusa? Non fuori dal carcere. Allora, se tu vai a leggere il regolamento, c'è proprio scritto che perimetro del carcere è compreso il parcheggio dovete stare proprio fuori. Che... Voi eravate dentro il carcere. Sì, perché siamo arrivati e gli sbirri erano già là davanti, dai, raga. Restami, fermi, dai. Non ci ha avvertito nessuno che partiva il convoglio. Però Mitch, posso dire la mia? Chi è che ci ha detto che il convoglio è partito? Praticamente non è che nessuno deve dirvi questo, ragazzi. Ma voi in RB sono Alve, il capo della famiglia di quel che ho difeso la famiglia di Hammer, che mi devo far arrestare, sono l'ex ergastolato e mi faccio ergastolare. Però Vandemi, posso dire la mia? Allora, io ho capito che è blindato. Non ho neanche sparato. Il gaggio che io ho fatto, ma lo facevo tutti, già. Tu li facevo. No, io ho paura a scendere. Io ho 6 milioni al conto, non voglio. No, ma veramente? Non c'è nessuno. Sì, dovrebbe essere lì. Chiamate pure gli altri. No, merci dalla CAF. Dai, basta. Chiudi sta cazzo. Sono qua. Ma veramente dobbiamo farci tutti arrestare? Stanno dicendo di andare in centro a farci arrestare. Ma mica ci dobbiamo far arrestare tutti adesso. Sei matto? Arrestare.
boh, devo andare alla centrale, siamo dentro la centrale con le carabine. Ma perché ci dobbiamo far arrestare adesso? E perché noi abbiamo perso. Cosa abbiamo perso? Perché non abbiamo neanche sparato. Ma no, ma vai che vado a fare il culo. Lascia fare. È tutta una pagliaccia. Ma boh. Raga, avete ragione, vi do ragione al 100%. Avete ragione al 100%. Dai, non ci penso io a tutto quanto, state tranquilli. Risolvo io tutte le situazioni. L'ho visto con i miei occhi, più che vederlo con i miei occhi non so più cosa dire. Cosa è successo? A posto, mezza parola, basta ragazzi. Ma questo vedo quello che... Adesso venite tutti quanti in centrale e fatevi arrestare. È una richiesta un po' strana, però sì. Andate, non vi preoccupate. Che bello che non ho fatto parte di questa azione. Se volete un consiglio, levatevi qualche soddisfazione. Ecco. È pure un bel ingaggio qua dentro. Gli spariamo a tutti quando arrivano. Guarda qua cosa c'è in mano, guarda. Gli spariamo a tutti quando arrivano. E io che mi ero mosso per fare il match. Ma dai, fa niente. Mi dispiace però. Ma sì, l'importante è che l'abbiamo vinto, quindi. Vediamoci la carabina da dietro. Vediamoci qua. Non mutare, no, non ho mutato. Ma sempre Stu Mitch ha rotto veramente i coglioni, aggiungerei. Dani, tu non lo puoi scrivere, ma lo dico io. Ha rotto veramente i coglioni. Ma ha rotto i coglioni, ragazzi, da quando c'era con me. Da quando ci siamo attaccati, comunque, che comunque a me stai sui coglioni, io l'ho detto in faccia e voi non lo sapete. E giustamente lui si sente il founder perché c'ha l'etichetta di sto cazzo e mi rompe i coglioni. Però ragazzi, a me mi puoi fare tutto, ma non mi devi mancare di rispetto. Se mi manchi di rispetto, per me puoi essere anche Gesù Cristo che mi scende davanti agli occhi, gli dico che è un grandissimo pezzo di merda. Questo è quanto. Bella Lillallu! Non gliela date sempre vinta. Ma raga, Alve ha detto ci penso io. Ma non penso che adesso ci arrestano tutti e va a finire tutto. Bella, bella. E ci vengono ad arrestare o non vengono? Beh sì, in effetti. Vado a cercarli. Sento porta che si aprono, arrivano. Ma il fatto è che tu pensi di cambiare qualcosa col fatto che questi hanno vinto, che gliela hai vinta così? Grazie, buonasera signorina. Buonasera. Per favore, potete togliere le armi in mano? Sì, certo, chiedo scusa signorina. Noi siamo... Sì, buonasera. Io sono Albi, a capo di una mafia importantissima in città, una delle persone più pericolose che c'è all'interno. Tutti quanti contro il muro, per favore. Io sono innocente. Contro il muro, no, io sono colpevole. Sono colpevole, grazie. No. Uno a uno devo perquisirli, ok? Prego, ci perquisisci. Non sono sopra le mie mani. Per questo scu una cosa. Grazie. Kelly, qual è il tuo numeretto magico? 187. Ah, ma voi sapete che non potete tenere due carabine in mano. Ah, ma Rameo. Come farete? Ora dovete posare le vostre. Esaurito. Questa era brutta. Questa era brutta. Scusate. Per fortuna ho un borsone. Meno male. Anch'io ho due borsoni sotto i coglioni. Let's go! Let's go! Dai, ma andiamo. Sono ingranditi. Il Michi con tutte le mani cose che schermazioni io, eh? No, giuro, si sono ingranditi di botto. No, io lo giuro, signore, io sono venuto a liberare degli uomini, sono trovato la casa della parola, non vorrei controllare. Che guardate lì fuori. Deve sempre trovare il cavillo per rompere i coglioni. Ma? Sì, i puntini di rinvio. Guardateli, ragazzi, venite. È una protesta? Sì. Tornate qua, ragazzi. No, non ci credo. Non scappiamo. Vieni qua. Bro. Oh, vi posso veramente l'SMC? Fategli fare il nostro arresto. Fategli fare il nostro arresto, dai. Cristo Dio, voglio finire subito, ragazzi. Chiedo scusa, signorina. Beh, ma Jay, lasciatelo andare, dai. Restate noi siamo i capi. No. Jay, rimane. Che no problem, ragazzi. Sta facendo il video su YouTube. Che cazzo la piano fare? Mi sto concentrando sui montage per ora. Voglio qualcuno che mi aiuti al desk, ragazzi. Siamo in due. No, siete tre. Cioè, vabbè, quello che beve, vabbè, sì, è in pausa, però... Aiutatemi. Prendete questo qua che c'ho davanti. Signorina. Mi può perquisire un po' meglio? Quello che stava prendendo adesso c'aveva una cosa nel culo, eh. Farà i controlli. Mi può perquisire un po' meglio, signorina?
Devi portarlo giù e fare tutte le procedure del resto. Ma okay, devo portare lei? Capi di imputazione sono assalto convoglio, uso improprio di arma illegale, posizione di arma illegale e... indovinate chi sono io, signorina? E omicidio pubblico ufficiale. Sapete chi sono io, signorina? Non lo so, lo scopriremo ora quando gli diremo il caso. Il principe, quello che stavate cercando. Io sono la mafia della comanda. Come si chiama lei? Samir Mehdi, il principe. È un onore, guardi, principe. Grazie, grazie, signore. È molto contento. No, non so chi sia, che è meglio che per qualcuno è un onore. Ma perché hai fatto sta cacata? La vita al meglio. Eh? Potevi viverti la vita al meglio, ti beccavi, non ti beccavi la multa. Ma aspetta, dove sono le celle? A me me lo chiedi. Che cazzo, andiamo, siamo come cazzo. Hai ragione. Ma credo siamo qua, eh? Lei chi è, signore? Piacere, Tommaso, lei? Tommaso, io sono, te l'ho detto, Samir Mehdi, sono il principe. Ah, Samir Mehdi, ma io non sono informato. Capo mafia. Ah, mi fa piacere, ma io non la conosco. Come non mi conosci? Così però non, cioè, non va bene. Ah, vabbè, se vuoi raccontarmi mentre facciamo io la io sono fedina. Famoso, come cazzo che non mi conosci? Sei famoso? Che cazzo, sono una delle mafie più importanti della città. Ah, caspita. A lei dove cazzo era le armi? Un attimino. No, a me non mi interessa di queste robe. Ok, ti smanetto e attento che qualche volta succedano problemi di città. Ok, tutto liscio. Che succede? Era tutto. Dammi un attimo che devo sì. E noi in tutto questo 2 ore che siamo dentro i mandati a vabbè, no, non è niente addosso. Vabbè. Ok. Non usare la radio? No, me la togliere di nuovo radio telefono, che tutte le volte che mi arrestate mi togliete radio telefono, e tra un po' vi faccio causa per $10,000. Ti tolgo solo, ti tolgo tanto la radio. No. Ma non ce l'hai nemmeno, come fai a usarla? Non sto usando la radio, non ce l'ho la radio. Ah, perché hai detto Albe? Così? Albe. Ah, vabbè, perché ho visto un movimento strano di spalla. No, c'ho il tismer, vuoi la cocaina quella signora. Ha un documento o facciamo col tablet? Mi dica lei il modo che preferisce. Eh? Come preferisci, documento o tablet? Ma se mi hai perquisito, hai visto il documento tu? Mi piace il mio casco. No. Okay. Allora? Vieni con me, bello. Bello, vieni con me. Bello! Yeah, come si atteggia sto sbiro? Bello! Andiamo a dare l'altro adesso. Ma dove hai preso sta maglietta, fratè? Vieni. Samir Mehdi, non Samir è Mehdi, ho detto il principe, capo mafia. Casco rosso, vieni con me subito. Ma capito che sei capo mafia, ma a me non mi interessa. Oh, ci sentite? Cioè, ma come non ti interessa? No, mi dispiace, non sono interessato a ste robe. Deve entrare? Entra. Ma lei ha il diritto di farlo? Giro diverso di me? Questo è... Togli il casco. Ma poco fa mi ha detto di no. Togli il casco. Ok, fra. Mamma mia, ora. Togli la bella bandana. Io senza di te non posso stare perché tu mi appartiene. Hai richiesto l'avvocato? No, quello lì è senatore, è procuratore quello lì, non è l'avvocato. Rimasto indietro. Ma sai, la carabina, il tablet in mano. No, mi voglio autodenunciare di tutto. Ok, aspetta, devo farti un bel selfie. La polizia più forte di tutti i tempi. Quella che mi masturbo ogni giorno, se appoggio il cazzo lo stesso. Un attimino, Ho troppa paura, mi voglio autodenunciare. State zitto. Chi sarebbe, Mice? No, Frank. Scusi un attimo, eh. Lasciamo perdere, gli diamo troppo importanza. Mi sto domandando cosa mi voleva fare ancora. Lasciamolo nel suo anonimato dove non lo conosce nessuno, che si sente forte solo lì. Ammer, Mitch e il procuratore, non ricordo chi. Sorridi. A chi dici? Quello per noi. Ottimo, bello. È venuto bellissimo. Cosa permi? Ma cosa permi? Che entra alle 4 di notte, sono in no clip e poi cazzare. Poi ci siamo, mi fate parlare, Carme. Cosa vuoi per mare? Lasciamo Guzman. Ma che cosa stai dicendo? Una sigaretta. Mi sa che c'era un angioletto che si chiamava Guzman che è passato. Ma io non mi chiamo Guzman, eh. No, non ci credo. Bravo. Ma a parte quello, invidia per tante altre cose. Procuramento. Buonasera. Tutto bene? Io mi sono autodenunciato, signore. Sei autodenunciato? Sì.
Oddio, non respiro. Non uscire. Ah. Dove siete? E cosa si sta autodenunciando? Mi dica, mi dica. Vici Guzman. Mi dia, sì, aspetta, sì. Si mette un attimo qua davanti che devo ricontrollare, sì, un attimo, sì, prego, il prego, documento. Faccia la gente. Faccia, dove sei? Gentilmente, Samir, venga qua davanti. Mi hanno portato in salvo. Ancora, ancora con questo nome, signore. Madonna, non sempre è Samir Medisa. Samir Medisa. Dimmi dove sempre sei, io. Collega. È un po' lento questo, allora, collega. Raffaele Peppe del Margio, raga. Mi scusi, ma sono nuovo. Ah, è nuovo, mi scusi, non lo sapevo, signore. Lì mi stanno riportando, tranquilli, tranquilli. Ringrazio te per la pazienza, dammi un attimo. No, sì, figura. Aiutatemi. Ma se assalto la centrale è un problema? Ah. Abbastanza. Autorissa quella qua, sì. Dici? Sto scrivendo i tuoi reati e poi ti lasciamo andare. Cioè, ti metti in carcere, ovviamente. E come è possibile? Buonasera, boss, che succede dietro, ragazzi? Un'altra collega, bella azione. Collega. Sì? Scuccia la voglia. Sì, adesso. Sì. Tu che parli, chi sei? Lasciate che siano le regine lì dentro. Beh, Samir, visto che non avrai molti problemi a pagare, visto che sei il cartello, come chiami te, una mafia? No, non sono cartello, no. Magari. Vabbè, sono senza team speak, aspetterò un attimo. Porca miseria, ah, ecco. Che sono inutili qui nelle celle, stanno facendo giù. Scusi, signore, ma non sentivo più niente, ho avuto un problemino. Tranquillo, ti mando in galera. Come sì. Mandi in galera? Ragazzi, andiamo a lavare, se andiamo a prendere un cocktail. Come? Ma che un cocktail, assalto la centrale. Qual è la galera? Galera. Chi è il dubbio, va bene. E mi fai venire il dubbio. Caro, mi senti? Vabbè. Guardate che ero vivo, posso continuare questa azione? Secondo me mi deve mandare dove c'è il signor Albert. E cioè? Non lo so, è passato adesso, è andato da quella parte. Vado a vedere un attimo. Pronto? C'è ragione, vado a guardare un attimo. Vadi. Chiedo ai miei colleghi e basta. Da quella parte. No, da quella parte, quella parte. Vai tranquillo. Collega. Allora, adesso non so cosa ci faranno. Io mi sto autodenunciando, ragazzi, perché questa polizia e questo procuratore per me sono troppo forti, quindi ci autodenunciamo e buona. Come scappo? Come faccio a scappare? Dove sei? Ho due poliziotti davanti. Oh, caro, macchina tua, c'è una cosa mia, sono assente, capito? Oh, dove sei? E sta arrivando. Vabbè. A posto. Tranquilla. Comunque vieni al bar. Per lei non ci sarà prigione. Ok. Per lei ci sarà direttamente l'ergastolo. Va bene. Ah, così pronto, deciso. Deciso. Non la spaventa il fatto che non uscirà mai, non vedrà più la luce? No, sono abituato io. Sei abituato. Okay. Vabbè, comunque devi aspettare un pochino, ok? Bene. Cosa? Se vuoi intrattieni, c'è mi faccio... water, c'è un lettino, non faccio cosa, picciotto? E mi faccio pensare. Penso. Puoi pensare ai reati che hai fatto. No, e a quanto sei sbagliato a fare quello che fai te. Proviamo un attimo cella, che questa non va bene. Amico, grazie che hai parlato bene, grazie. Segua. Qui questa è buona? Molto buona questa. Ottima qualità. Ferro rinforzante. Non si apre, no. Però non è bot. Buona. Buona, questa è buona. Ottima qualità questo ferro. È ottima qualità. Allontanati un attimo, mettiti più distante. Mo' adesso voglio capire che cazzo mi fanno fare 2 ore qua dentro, Un altro wipe ci stanno facendo, ma come?
Ma come l'altro wipe? Siete stati wipati ieri sera. Ma di cosa serve? Sono impazziti totalmente, ragazzi. Sono impazziti totalmente. In interrogatorio sta andando come un usignolo. Va bene, ma adesso anch'io, ragazzi. Se vi portano anche a me, lo faccio anch'io. Intanto è tutta puttana. Stanno rovinando tutto. Roviniamo del tutto tutto. È buona. Magari si divertono poi. Mai no clip. No, no, mi dissocio, Maro. No, no, abusare dei poteri mai. Questo è. E ora vediamo, vediamo, Carmen. Non lo so, non lo so. Sinceramente, come ti dicevo, siamo arrivati a un punto dove sono contento che stasera Alve era con noi, perché ha visto con i suoi occhi, come ha detto lui, cosa fanno con noi. Almeno lui lo sa, si è reso conto. Verrai fermato? Eh sì, sì, verrò ergastolato, quindi. Domani parte la 3V. A settembre parte la V4, ragazzi, ma... Ottimo, Samir, dammi 2 secondi. Cosa sta facendo sto qua? Con chi sta parlando? Cosa sta facendo, signore, lei? Nell'applicativo bisogna compilare tutto. Dove? Devo stress, signore. Poi non con la mente. Vabbè, finisce a dire un po' le palle. Ci dico. Ok, ma lui non mi dico. Sì. No. Ce l'ho io, Samir Mehi. Civico, veloci. Sì, Civico, fa l'una, vieni. Ok, ora lo porto. Una cagata. Vieni, solo. Vieni un attimo. Vedimi il Civico. Mir. Oh no. Mi dispiace, ma la carta si becca l'ergastolo. Sei l'unico che si beccherà l'ergastolo. Andiamo un attimo agli interrogatori. Vieni. Non avevo dubbi, signore. Arriviamo, dottore. Stiamo arrivando con voi. Sparano al 592. Micci Busman, sono io. Che bello, non lo vedi? Non ho la faccia da Micci. Ho fatto quella 5-2, ho fatto quella centrale, fatto. Perché? Fatto uno. Però è un po' dispiaciuto che il suo mondo... Fatto uno dietro la casa. Raga, due pulotti. Fatto uno dietro la casa. Qua no. Lo rapisco. Che c'è qua dentro? Qua, mi piace. Venga. Se due cazzi sta guardando. Oh, rapido, vuoi fare la casa? Mi porti pure dove c'è il signor Albia, signore? 881, arriviamo. No. E come no? Ma raga, quattro poliziotti lì, fatti. Ce l'avete voi? Ma perché non lo... Matteo, Stumble Guys, no. Torneremo su GTA con qualcosa di nuovo, ragazzi. Oh, raga, VP, posso mancare una settimana? fra... Tossica. Non... Aspetta che... Muto la radio perché tossica non si può sentire. E purtroppo, Shama, qua le cose sono degenerate di male in peggio. Vaffanculo, vogliono vincere scorrettamente, facciamoli vincere, sono contenti. Guardate quello. Ok, siamo agli interrogatori, li posso interrogare io? Per arruolare? No, mai, ragazzi. No, perché se non vince batti i piedini, piange e fa le cose da caffetteria. 10-4. Ma poi ve l'ho già detto, non voglio parlare di lui, state dando troppa importanza. Adesso come dire, canta, canto di tutto adesso. Sempre Samir Medi, signore, ma lei mi sta prendendo per il culo? Un poco di impero aspettando la V4? Ma... Non lo so, vediamo, fra. Nato il... 5184, signore. Detto Vabbè. Il principe. Buonasera. Ho sentito bene? Cosa, signore? Ho detto il principe. Io finalmente, sono Samir Medi, detto il principe. Abito all'844. Complimenti per questa confessione. Grazie, signore. Mi serve avere altro. Sto buttando il rospo. Così, siete troppo forti per noi, signore, voi in polizia, quindi... Addirittura. Sì, è il caso. Si sta rendendo. Potresti ridirmi un attimo il civico? Possiamo competere. 844. 844, sì. Casa mia. Dove avete fatto la retata l'altro giorno. Ne va fiero? Sì. È un posto importante.
Ha qualcosa da aggiungere, ne so, cosa faceva nel suo lavoro. Io sono un capo mafia. Possiamo mafia, chiamarlo signora. Lavoro, ovviamente. Sono capo mafia, rapine, spaccio, beh, tutto. Un attimino, ora segniamo tutto. Prendiamo. Com'è iniziata la cosa? Che cosa? Lei come è iniziata a entrare in questo giro? Chi l'ha portata? Io in questo giro ci sono entrato da solo, signore. Mi piaceva fare le rapine, spacciare la droga. Sono andato in mezzo alla strada, ho iniziato a fare il mio lavoro. E poi ho conosciuto gente. Questo ci interessa anche. Che gente? Nomi e cognomi. Il signor Alveac. Signor Alveac, numero uno. Numero due. Dite, chi abbiamo? Signor Alveac, poi chi altro? In polizia è tempo. Ci può dire gentilmente altri nomi? Mi dite voi, signore, voi mi dovete fare domande, non è che mi posso oltre mettere qua. Oltre la signora Alveac, le sto facendo le domande, lei deve rispondere se può. Magari che domanda è un pochino fatta meglio. Ha ragione. Oltre la signora Alveac, chi ha conosciuto per entrare in questi giri? Il signor Natalino, Pasqualino, lì, quello lì che è con lui. Si chiama Pino Johnson. Pino. Secondo me dopo bisogna essere Luis Sanchez a parte soprattutto giustizia e server purtroppo il signor Luis Sanchez dice qualcosa? Luis Sanchez no sì. Sicuro? Provi un po' a spremere non mi ricordo niente, aiutatemi, io vi dico tutto. Confessi! Confesso tutto! Il signor Luis Sanchez. Mi può, mi può chiamare fermato. Capitano Mike a qua sì, sta arrivando. Il signor Luis Sanchez è stato fermato con lei in un arresto, un controllo, un fermo. Salve. E il signor Luis Sanchez ha affermato che lei si chiama Samir Nadir, detto il principe. Quindi, signor Sanchez, io lo sono, conosce molto bene. Io sono Samir Medi, detto il principe, abitello 344. Sì, 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 lo sappiamo. Ma il signor Luis Sanchez, lo conosce lei? Luis Sanchez non mi viene in mente, signor manager cavolo. No, siamo sicuri. No, che non mi viene in mente, vi dico tutto, signore, stasera. Tutto quello quasi che mi fate una domanda io ve lo dico. Ok, allora risponda a questa domanda. La polizia è troppo forte per noi. Dove raccogliete la droga? Che le deve confessare! Allora, io la droga la mando a fare i miei ragazzi, io signore non vado a fare la droga, se mi permette sono il capo della mafia, sono il boss. Sei il boss? Sono il boss. E vai in giro col gilet così? Stavo facendo l'assalto al convoglio, signore. Sì. È una tenuta particolare. Che cazzo sta succedendo sopra? Stavo facendo l'assalto al convoglio, signore. Beh, stavo facendo l'assalto. Sì. Che non c'è mai stato, ma la sto facendo. E questi ragazzi come li ha trovati? Infatti siamo venuti. No, siamo venuti noi ad autodenunciarci, signore. Siamo venuti da soli in centrale qua. Intendo, i ragazzi che raccoglievano la droga con lei. O che raccoglievano la droga per lei. Sì. Dove li ha trovati? In mezzo alla strada, signore. Sono ragazzi di strada. Ho fatto un lavoro, giusto? Certo. Mi ha dato un sacco di soldi. Andri Muarremi, Jacopo Guidini, Vector Rollas, John Esposito, Tonino Lagana. Mi conferma tutti questi nomi? Io non ho segnalato nessuno, Antonio, io non segnalo fanno nessuno. Fanno parte del suo gruppo, di non questa ho, società non lo faccio mai. Illecita, di questa quindi famiglia ti avrà segnalato illecita. Facebook direttamente? Sì o no? Chi? Tonino Lagana, no. John Esposito, Vector Rollas, Jacopo Guidini, Andri Muarremi. Meglio signore non mi ricordo i nomi di tutti, devi aver pazienza, siamo in tantissimi. Ho capito, però arrestatemi a me. Certo, ma questi signori casualmente facevano parte di quel gruppo che era presente quel giorno nell'otto. Massa ricordo. Signore, adesso sinceramente se voi volete sapere cose di me vi dico tutto quello che volete, sugli altri non mi ricordo i nomi, veramente. Allora, ve li direi. Passiamo, comandante, parliamo solo del signor Samir Nadir, allora ci facciamo confessare tutto quello che lui ci vuole dire. Che mi sento che cosa state dicendo, dai. È una domanda da scrivere? Sì, è questo qua. Vai. Oltre al
Oltre a lei, non credo che lei lavori da solo. Conosce che sono boss come lei. Boss come chi me? Chi conosce, intendo, persone importanti come lei. E glielo ho detto, signora Alvera, che Pino Esposito. Pino Johnson. Soltanto Pino loro. Johnson. Allora, mi può dire dove abitano? Non lo so. Sicuro? Sì. Non sono mai andato a casa loro. Ah, lei li reputa degli amici? Eh? Gli reputa degli amici o semplicemente amici, dei colleghi amici, di lavoro? Molto amici. E allora se sono degli amici dovrebbero averla portata a casa loro. E non mi hanno portato, signore. Se non ve lo dicevo, vi ho detto casa mia e vi dicevo anche la loro. Esatto, esatto, raga. Sentiamo, lo so, Anto, ma se tu per dire scrivi sparagli a quello, che è riferito al gioco, per lui è uno sparagli a quello e ti banna. Questa città. Oltre a crearsi un gruppo, una famiglia. Perché si correva tra rapine, si correva alla polizia. E questi non hanno ancora capito che li sto prendendo per il culo, raga. Mi racconti. Mi racconti qual è il suo obiettivo, dove vuole arrivare. E fare un sacco di soldi, signore, solo quello. Ci è riuscito? Certo. Ma lo sa che dal momento che si trova qui il suo obiettivo è stato, diciamo, annullato? È vero, li ha fatti, ma adesso? Cosa ne farà di tutti quei soldi se non potrà usarli? Li userà qualcun altro. Sì. Dove gli tieni i soldi? Scosti. Può dirci la posizione? No. Non può dirci la posizione di dove tiene i soldi? No. Ha paura che... Che me li prendete? Sì, voi siete più malavitosi di me. Noi abbiamo una buona reputazione, li facciamo rispettare la legge. Bellissima legge. Reputazione. Ecco, me la confermi. E quei soldi che immagino abbia fatto legalmente, credo, come li ha presi? Se soltanto spacciando? Spacciando, un sacco di droga, facendo cambio soldi nelle rapine, tutto quanto. E sicuramente queste armi, da dove le prendiamo queste armi? Ma credo sia anche Alve dovrebbe essere grassolato. Visto che questi soldi li abbiamo investiti in droga, queste armi come le abbiamo comprate? Quei soldi? Sì, sì, come? Dove? Tramite chi? Ma no, Giovanni. Chi ti vende le armi? Dei signori molto pericolosi, non vi consiglio di andare a cercare. Quelli ma rimanere ancora così tanto qua dentro? Beh, venga di qua, signore, venga a farmi compagnia. Non abbiamo paura. Sono manettato. Non abbiamo paura dei signori pericolosi. Dovreste averne. Quelli sono gente cattiva forte, mica sono come noi. Più cattivi di voi? Sono tanti o sono pochi? Sono tantissimi. Tantissimi. Una marea. E dove si dove frequentano? Dove ci sono questi? Devi andare in giro. Dove si frequentano queste persone? Mi dica. Queste persone cattive che signore, io avevo il numero di telefono, ma purtroppo non ce l'ho più. Gli telefonavo e sì, mi portavano tutte le armi che io volevo. Purtroppo hanno tagliato l'antenna della Telecom Italia in città e io non c'ho neanche più il numero, quindi se no ve lo dicevo, è il numero. Come si fanno chiamare? Mercato Nero. Si fanno chiamare Mercato Nero, sì, mi dica. Un attimo fuori, 3 secondi. Niente potente quella lì, Siamo dicendo, ciao Mauri, da domani siete da soli, in che senso? Notato, il collega è molto preciso, non si fa sfuggire una parola. Il collega non si fa fuggire manco una parola, è preciso, scrive. Va bene, annoti tutto collega. Il signor è il principe, perché mi piace chiamarlo così. Principe. Appena nominato, principe non principe. Principe, principe. Principe non so, come mi chiamava così la signorina l'altra volta, ma non so come mai. Bella, e forse l'accento, capito? Però quando mi chiamava principe mi faceva venire un certo... È più sexy, è più sexy. Concorde, più sexy, concorde. Bella, bella. Allora, il signor principe ha nominato un mercato nero.
Gira pagina. Mercato nero che sono in tanti e fanno paura. Signore, però deve girare pagina perché sta scrivendo tutto nella stessa, secondo me. Gira, collega, gira la pagina. Gira, collega, gira la pagina. E perché noi dovremmo avere paura, signor principe? Quelli se vi prendono vi scassano tutti, signore. Sì, ci distruggono, Tutti, ho in un capito. attimo. Quindi presumo che hanno Adestamento. armi molto cattive, pesanti. Pesantissime. Quelle che avevo io, carabine, tutto c'hanno. Tutto. Tutto, PDV, carabine, tutto. Spaccano tutto quello. Vabbè, a parte il fatto del problema della telecomitalia in città, qualche nome però se lo ricorda di questo gruppo. Nomi? Ecco, con cui si Sì. interfacciava. Io voglio un'arma, chi chiamo? Io chiamavo questo contatto al telefono che si chiamava Hector, ma Basta? di più non le so dire. No, veramente. Ok, no, Io lo dico, chiamavo, signor signor Hector, Hector, chiamava, buonasera, ho sì. bisogno di 10 carabine, 10 PDV. Lui arrivava, caricone, blindati, stack, soldi alla mano e via. Solito posto o lo cambiavate? No, no, sempre diverso. Sempre diverso. Mi Sempre diverso. spieghi la procedura com'era? Io lo chiamavo e lui mi diceva tra un attimo le do civico, chiudeva, preparava tutto quello che doveva preparare, poi mi telefonava lui e mi diceva ci vediamo al, che cazzo ne so, Vabbè, un al civico X, 200 sì. e Perfetto. io andavo al 200 e loro mi davano tutto. E in quante persone lei si presentava e loro si presentavano? C'era una richiesta specifica da parte loro o lei andava con qualsiasi persona voleva? No, mi diceva di venire con chi volevo, ma tanto non era il caso di andare in tante persone. Perché si Loro. sentiva al sicuro lei? Sì, è un amico. Ah, un amico, un Io gli amico. davo un sacco di soldi perché mi doveva fare un torto, signore. Come si chiama questo signore? Hector, Signor Hector. Hector. Quindi noi abbiamo un civico fisso Tanto il nome all'appuntamento ce l'avevano cambiato. Di già di Hector. solito c'era un giorno almeno fisso, o anche il giorno cambiava. Scusi. No, l'ho vista, l'ho intravista. Signor Principe, però. Dica, dica, signore. I giorni erano prestabiliti No, no, no. Quando o avevo basta che bisogno si le giusti? chiamavo. Avevo Basta che bisogno, si giusti? sì. C'è no clip se volete. Possiamo andare in no clip in tutta l'autostrada. Il solito E non vede nessuno. Io alzo le mani. No, non Perché? voglio sapere queste robe. Cadare. Oh. Le blu dipinto di blu Ti e diverti, signor volavo Pino? con il clip più su. No, che chiamo club? C'è pure l'altro Abbassiamo la coglione, voce, dai su. Chi è? Signore, Volare. c'è Chi è il la signore fine di affidato questa ad nicchia. Hector? C'ho un braccio destro, signor Hector. Il Cioè. signor Hector ha un braccio destro. Sì, aspettavo lei, pensavo Ma che non lo so il aspettava. nome. Non lo sa, No, però si no. presentava con qualcuno di fidato, giusto? Sì. No, Non era mai solo. qualche volta anche da solo, ma dietro di lui c'aveva sempre 50 cristiani. Quindi si fidava molto di lei. Perché Sì. gli affari andavano bene. Beh. E non si preoccupa che adesso lei ha rovinato tutto. Io ho rovinato tutto. No, non sono io che ho rovinato tutto, signore. Siamo stati noi a Ah rovinare no? tutto, giusto? No, neanche tanto voi. Non pensa che i suoi Qualcuno di ragazzi più in si alto. sentiranno traditi da lei? Tanto, signore, ormai devo andare in galera a vita, che cazzo me ne frega. Ma quindi non gliene fregava nulla dei suoi amici, dei suoi dipendenti. I miei dipendenti ne conoscete qualcuno? Vi ho detto qualche nome? No, il No, signore non ha però confermato nessun lei ha nome. detto che ce ne ha, quindi presumo Tanti, tanti. che. Ok, quindi. Vabbè, faranno parte tutti della casa famiglia 844. Esatto, ma tanto io verrò ricastolato e loro prenderanno tutti in aereo, signori, quindi non Ho capito. ci E troverete più mentre. nessuno lì dentro. Ho capito. Mentre il signor Alvia, che Pino, non vuol dire altro, solo che sono grandi amici, basta. No, loro erano quelli che stavano sopra di me. Ah, addirittura lei Eh prendeva sì, ordini da loro? eh sì. Che tipo di ordini? A parte Mi rapire davano la droga? droga da spacciare, mi davano la cocaina, mi davano Ok. tutto. Chi ti Che dava queste droga? robe? Signor Alveglia Cheppino. La Blue Sky, tutto loro mi davano. Ok. Cocaina e blu sky. Nient'altro? Solo questa droga? Sì. E lei, per caso i signori li pulivano anche i soldi sporchi? Sì, fanno l'amore a me. Io no, no.
Loro. Signor Alve, Iac e Pino. Fanno anche da lavanderia? No, quella è un'altra persona che lo fa, signore. Oh, vedi? Chi è questa persona che fa la lavanderia? Non si può sapere? Noi portavamo tutti i soldi a una persona. Dove? Che cinico. Però non volete sapere troppo, signore. Signor Principe, lei sta andando dall'altra parte, signor Principe. Voi dite a te che cazzo te ne frega. Tanto. Giusto. In ogni caso ci vai lo stesso. Col cazzo, allora capite, vi dico tutto. Non ce lo vuole dire. Allora dirò al giudice di non essere clemente, ma di essere super severo. Confessi. Quindi qual è il civico? Non mi dite confessi. Confessi, signor Principe. Chi lava i soldi, signor Principe? Chi lava i soldi? Ma mi in può interrogare città? La signorina a me? Prego, signorina. Si faccia dire chi lava i soldi in questa città, signorina. E lo chiami Principe. Madonna, se mi chiama Principe la signorina mi vengono i brividi. Beh, vedo che se ha queste espressioni quando vedo una ragazza, credo che nel suo percorso da principe non è che ne abbia viste tante, eh? Più di quelle che puoi immaginare tu. Questo blocchetto lì. Signorina K. Signorina, un attimo, è rimasta abbagliata dalla mia bellezza. Da suo look. Sicuramente tutto firmato, sarà l'occhiale rosso. Guarda, scrivi anche questo, vedi la mia schiena? Ecco. Addirittura offese al pubblico ufficiale. Bravo. Complimenti. Annoti. Allora, signor Principe, mi deve confessare chi lava i soldi in questa città. Glielo dica a lei, alla signorina. Me lo dica, confessi. Allora, questo confessi, madonna, avete preso tutti, brutta sta parola. Signori, forza. Signori, madonna. Non mi pressi. Ma se la vedo. Sputi il rospo alla signora, sputi! Non posso sputare alla signora, dai, sta male. No, non alla signora, rospo. Sembra che non posso sputare a quello che scrive. Sputa a me, vai, ma buttalo su rospo, buttalo. Buttamelo in faccia. Dove è andato il ragazzo nostro con i capelli rasati? Non qui dentro. Sono in casa, grazie. Quindi? Qual è il suo civico dove fate le lavanderie? No, è civico, sarebbe facile, signore. Mica mi invitano a casa a cambiare i soldi. Nome, ma lei all'inizio ha detto che avrebbe detto di tutto. Qua la vedo un attimo. Signore, io. Allora, ma questo qua col taccuino è del messiere, non ho capito. Questo che sta parlando dentro queste stanze è pericolosissimo. Arrestatele, date dietro il cazzo. Sono molto pericoloso. E lui è quello che mi dà. Quello lì è quello che mi dava la cocaina da spacciare a me, quello. Anche la Blue Sky. Anche la Blue Sky, gliel'ho detto. Allora, posso aggiornare i miei colleghi tutto. Che sono entrati, la signorina e il signore qui con la band? La band? Allora, la band. Ah. Allora, il signore che vede di fronte ha confermato che... Grazie delle 400 stelle, Franchi Roccella mio! Grazie di cuore, bro! Grazie mille! Dai ragazzi, come Franchi, lo buttiamo un po' di stelle per questo averone che verrà ergastolato! Se si è autodenunciato! Non ci avranno mai legittimamente. Dice che i signori presenti qui dentro... Bella merda, Raffi, ciao bellezza, come stai? Sono di sopra di lui e gli danno gli ordini. Per quanto riguarda spacciare la droga, tipo di droga, Blue Sky, cocaina. Bella la procuratrice, mano. Io gli sto chiedendo di dirci dove va, avevi la gestione del crack. Dai, gentilmente, signorina K, civico della città. Faccia sputare il rospo a questo maledetto. Confessi. Madonna, sto confessi. Mi fa venire più i brividi col confessi che quello che dice la signorina quando mi chiama principe. Confessi. Vabbè, signore, parliamo io a lei. Tanto questa qua c'ha il modismo selettivo. Okay. Non si può mettere. Allora, questo qua che scrive prima che me ne vada, lo do uno schiaffone. Mi devi dire il numero. Numero. Dove va? Dove no, va? No. Allora, signore, le cose in questa città funzionano così. Questi ti telefonano, ok? O tu telefoni a loro. Ok. E gli dici, pronto? Salve, io devo pulire dei soldi sporchi. Va bene. Quanti? 10 milioni, ok, ti do un civico tra poco e chiudono. Dopo poco ti telefono e ti danno un civico, tu vai, gli dai la valigetta, allora ti danno i soldi sporchi, fai quattro parole, prendi la macchina e te ne vai. Perfetto, chi è questa persona? Come si chiama? N.
Signor N, N di Napoli. N. N di nocciolina, eh. E basta, solo signor N, sa. Eh sì. Non siamo sicuri? Da. Eh sì. Ai 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 ai. Come ai ai ai. Chi è che ha pensato al piede, signore? Signor N, signor N. Mi sono andato a mummi, sta fissa là, stai attento. Sono qua, sono qua. Non pesti i piedi al signore che ogni tanto dice ai ai ai. Aia. C'è la calzatura, beh, che stringe il durone. Beh, me la vuoi togliere una curiosità? Me la vuoi togliere uno sfizio? No? Toglimelo. Perché tolga, il principe? Perché il principe? Come ti, guarda, io solo come ti sento parlare a te ti direi tutto, veramente. Perché il principe? C'hai un accento bellissimo. Lo so, è il cast di Oxford. Sono innamorato di lei, non so chi è, ma la adoro. Da Oxford l'ho preso questo accento. Principe? Perché principe? Sì, raccontami la storia. Che mio padre era il re. Sai chi era mio padre, signore? No, mi dica. Il signor Hammer. Suo padre, il signor Hammer. Mm-hmm. Complimenti. Che stirpe, eh? Che mamma mia, buon sangue non mente, si dice, da paese mio. Sarà che lui comandava davvero tutta la città. E lei è un uomo d'onore come suo padre? Certo. E allora dimmi, sto civico di salavanderia, mannaggia, ti te bif. Buonasera. La giura, signorina. Sì, si accomodi, si accomodi. Il signore? Il principe. Il principe, il principe. Principe. Il principe di Grau. Samir Medi, il principe di Grau. Buonasera, Samir. Buonasera, signorina. Lei qua si è, in pratica, è venuto da solo, non è stato, sì, preso? No, no. Ok, quindi ammette tutto quello che ammette? Sì, sì, sì. Sì, sì, anche già lei sta ammettendo. È stato coinvolto all'attacco al convoglio? Sì, sì, signorina. Ma non, okay, c'è stato nessun attacco, poi siamo venuti fino a qua a piedi ad autodenunciarci, così giusto per... Perché sono uomini d'onore, sono uomini, sì, sono uomini d'onore. Lo ok, sta dimostrando, quindi lo sta dimostrando. Anche il signore si unirà col signor Alve... Giusto. Alve Iac. E Pino Johnson. I cacacazzi. Sì. Allora, quello di nome è di fatto proprio cacacazzi, eh? Ogni volta che lo vedo succede un casino. Se il signore lo chiama il principe, vedrà che si scioglie. Madonna, se mi chiama il principe, se ne mi vengono i brividi tutto lungo il collo. Sarà molto più aperto nel confessare. Lo consiglio. Poi, signore, se viene a bere un caffè con me, magari prima di essere arrestato, sarà ancora più aperto. Forse sarà l'ultimo caffè. Ecco. Mannaggia, hai visto cosa tu scaturisci? Franchino, grazie delle altre 130. Popolo di bello mio, da solo lui sta facendo tutto da sé. Bello persone. Ma quello sta sempre scrivendo tutto sulla stessa pagina, questo qua. No, girate, dove l'avete trovato a questo? Bravo che mi dici quando cambiare roba. Ecco, grazie. Ha la carta regina che non finisce mai. Sì, ma... signori, quando... È del mestiere. Allora, appuntato. signorina, appunto, collega. Dica, capitano. Deve chiamarlo il principe, perché così il signore si apre molto di vedere. Più. È come, non so, un'apertura psicologica, è automatico. Sì, sì, però, se quando me lo dice una donna, mi fa venire i brividi, signore. Io fisserei i pantaloni vuole... al signor Samir. Lo vuole detto in maniera particolare? No, come preferisce, con la sua voce, come lo dice, va bene, signorina. Signor principe, mi dica tutto. Confessi. Oh, a cagare. Mamma mia. È svenuto. Mannaccio, miseria. Ha esagerato, signorina. Così è troppo per me. Allora, signori colleghi, il principe mi stava confermando qualcosa. Allora, io penso che se voi mi facevate interrogare dal primo giorno da questo signore fianco a me, io vi avrei detto già tutto il primo giorno, perché è veramente in gamba. La ringrazio. Comunque, gli ho detto tutto, no? Ma mi manca la lavanderia. Come la è la lavanderia? Okay. Allora, non lo ce l'ho il civico, signore della lavanderia, lo giuro. Sì, ma signor N, a me non mi dici niente. Tu lì mi chiami signor R, capisci? Signore, se questo mi telefonava, io ce l'avevo salvato come N, l'ho conosciuto come N.
E lo chiamavo al telefono. Signorenne, se avevo i numeri ve lo davo. No, sia quello che quello del mercato nero, ma Io ma dato i nomi. Chiamare in qualche altro modo? Ok, continui. NN, signore, tutto vestito di bianco con una maschera nera. Sì, signorenne. Sì, sì, sì. Sto saltando la centrale. In che senso? Mi scusi, Signorina, venga qua che non vada a rischiare lei. Questa è brutta gente. È il nostro stia qui lavoro. Vicino a me, stia qui vicino a me, la proteggo io, signorina. Non mi fa abbattere? No, assolutamente, mai. La porto via con me, ci andiamo a fare un bel giro alle Hawaii. Una bella belle barca, calde. Se usciamo da qua. Mm-hmm. Mi spieghi, perché vi siete... Dove vado? Avete confessato tutto e siete venuti in centrale. Anche lui. Mettiamolo. Perché signorina, dopo un po'. Seguiteci, anche lei. Forza, esca. Io? Anch'io? Sì, anche tutti, lei esca. Tutti. Esca. Esco. Di qua. Principe, stia con me. Alla fine si è rivoltata la situazione. C'è la signorina che mi deve proteggere. Che schifo di uomini che siete. Ah. Uh-huh. Mi fate proteggere da una donna. Il principe mi può chiamare solo la signorina intanto, facciamo lui, tu sei l'amico mio. Io vado con l'amico mio? Stai fermo. Come ferma? Mi ha detto vieni di qui. Di qui. Ma questo mi punta le armi dietro la schiena. Mamma, la blocco io l'entrata. Se non mi dico dura c'è. Mi serve una munizione R. Io vado via con la mia. Ma c'è altra gente che sta entrando. Oh, sparano, signore, occhio. Io mi nascondo qua. Lo ha manetto il signor Samir. Ma perché? Oh, che poi mi sparano, che t'ammanetti. Ok, ordini dalla signorina, quella che dovrà proteggerla. Mi ammanetta lei? Sì, le do l'onore. Ma no, mi poteva ammanettare la signorina, scusa. A questo punto. Chi gli ha detto che non sono signorina? Ma non lo so cosa sta succedendo. Salve, principe! Che bello! Anche tu qua? Ma che bel maglioncino di merda, dove l'hai preso? Ma che cazzo pare che c'è Topolino dietro, cretino? E guarda cosa ti sta facendo Topolino, in culo a te. Ma guarda sto cazzo di ringoglionino. Ogni volta che ti vedo, mannaggia il cazzo. Proprio cacacazzi, l'avevi giocato il nome tu. Cazzone, col mio ti sale il colesterolo, col tuo ti si abbassa la minchia. Ma perché lui deve stare smanettato da solo e tu mi tieni a guinzaglia? Amici! A me sembra. Amici! Questo si è affezionato a me. Idea, è pericoloso. Signorina? Madonna, questa signorina mi fa venire i brividi, quanto è bella. Ha sentito? Ah, quando mi chiama principe? Se uno ti fa venire i brividi è brutta cosa. Signorina, mi chiama principe, signorina, per favore. Una volta sola, dai. Sì, però ho capito, se gli dici che ti fa venire i brividi non è un complimento, che cazzo è? No, nel senso la pelle d'oca, sai facciamo quando... facciamo il simposio di Platone, anziché la metà della mela la metà della zucchina. Ma vai a fare in culo, va. Ma tu sei proprio un merda. Allora, per favore, collega, li porti... Sì, signorina, voleva essere muro, un complimento favore. Mio, non lo creda. Aspetta, che la signora... davanti al muro. Che la signorina è gentile, per favore. Prego, muro, per favore. Ma perché quello se ne va in giro tranquillo con sto maglioncino di merda io devo stare attaccato a lei? Ma davanti al muro. Che io le voglio bene, la tengo a lei, ecco. Grazie. Beh, è un amico. Come ti chiami? Beh. Esco da qua, ti porto un regalo. Mi ha detto Tommaso. Tommaso. Ah, sempre tu, sei quello che scriveva prima. Sì, David. Quello che scrive tutto in una pagina senza girare mai perché. Sì, esatto, sono io. La puntata. Mettetevi al muro. Sì, sì, io ho detto che tu mi vendevi la droga. È vero, anche lui. Non è così gli detto. Che mi vendevi la cocaina e la Blue Sky, anzi, me la vendevi. Me la davi da spacciare. Porca la troia, finalmente da qualche parte sono diventato famoso. Me. Ha visto, signore? Ma quel me? Sì, esotico. Venite verso il risultato. Come lo chiamiamo questo processo? Segui la signorina che ci fa sognare, andate. Processo no clip. 41 bis. Cosa? Questo sì, oh, comunque, questo è stimatissimo sto poliziotto, Sì. Quale? Questo qua alla nostra destra. E io no? E di solito c'è mani pulite. Signor poliziotto, ma visto che maglioncino di merda che si è messo questo? Sì, l'ho detto anch'io. Ma come fai? Ma parla quello, c'è Mickey Mouse sopra, ma di cosa stiamo parlando? Ma guarda cosa ti fa. Spero che la palla di facciamo, andiamo, dai. Prego, andiamo a salire. Mi raccomando, sono principe. Ecco. Andiamo. Io salgo dietro. Non si vede un cazzo qua dentro, tutto buio. Collega, davanti scendo, lascia salire il detenuto. Andiamo ragazzi. Andiamo ragazzi. Detenuto, salga avanti. Andiamo ragazzi, detenuto, salga avanti, detenuto, scenda. Salga avanti. È peccato che non posso muovermi. Scenda.
100 che non posso. Non niente processo. Dopo l'assalto, subito in prigione. Non posso. No, ma allora, capo. Voi non ha... Allora, ha detto capo. Ha detto Alviak prima. I ragazzi. I ragazzi. Che avevano uno, avuto la, il wipe ieri, ragazzi, domani parleranno con me, rientreranno con te e avranno tutto quello che avevano. Auto, soldi, case, tutto. 1-8-3. Okay? Quindi state tranquilli, è un'azione per noi. Voi siete già stati esclusi dallo schifo che è stato fatto, visto che non ci hanno fatto fare neanche l'assalto. Tu, Ema e tutti quanti quelli che siete stati arrestati, siete liberi e puliti. Un arresto normale. Basta, sarete liberi, avrete tutto indietro quello che vi spetta. L'ha detto Alve prima. Procuratore, ok. Avevo già detto che tutti hanno diritto al processo. Che salgo qua con lei. Non l'accetto. Okay. Perché non l'accetti, capo? Signore, hanno fatto uno schifo. Avete detto che era uno schifo. È stato uno schifo. Alve ha visto che era uno schifo. E se la prendono nel culo, fra, è un'azione annullata come tutte le altre. Non ti sta regalando niente. Ma tutti dietro. Non ci hanno fatto fare manco l'assalto, frate. Dai. Non ci hanno manco avvertito che partiva con voi. Hai saltato le corde, puttana la Eva. Me, andiamo a fare il processo, principe, sei pronto? Ma quel me, così esotico? Me. Ma me è molto esotico. Esotico. Tu vuoi raccontare tutto? Io ho già detto tutto. Ma tutto? Ho detto tutto. Anche dove puliti i soldi? O volete ancora dirlo? No, posso dirtelo. Gli NGM si chiamano. Ah, ecco, vedi. Io... Civico? Ancora questo civico. È il civico? No, c'ho il contatto di Discord. Cosa? Di che? Non lo conosco sta roba, mi scusi. Guarda che serio l'ha puntato qua, eh. Allora, noi ci vedevamo sempre in giro. Il numero di telefono non glielo posso dare. Che si chiama bene, glielo ho detto. Quindi signore, lui ma non andavamo a casa della gente a pulire i soldi, signore, gliel'ho detto che ha ragione. Mi chiamavano, mi dicevano viene un civico, io andavo, gli portavo i soldi, loro mi davano quelli puliti, io gli davo quelli sporchi. Mi chiamava N, vestito di bianco, maschera nera, ma non ne ho idea di chi cazzo sia. E dove abiti? Comunque, se si chiede perché scrivo tutto in una pagina, perché io scrivo piccolo, scrivo. Beh, sei abituato alle cose piccole, vero? Sì. Bene, sì, bene. La matitina la tenevi bene in mano. Dai, partiamo con sto carro. Dai, andiamo a sto cazzo di processo, su. Signore, sia calmo. Me. Cos'è qua? Tutti me lo tatuerò in faccia. Me. C'è Q2. Camminiamo? Per il semplice fatto che prima fanno le cagate e poi non sanno come rimediare. Allora voglio mettere... pietre sopra, va bene così, non c'entra nulla Alve, anzi si era solo stava tutto meglio, lo so, ma purtroppo non è così, a quel macio è stata fatta una stronzata, ragazzi, si ritorna come si era. C'è prima zitto, l'unico che era accuso dai io, ragazzi, scusi. Partiamo con sto cazzo di convoglio, per favore, dai, che cazzo state aspettando? Tutto bene, in che senso? Dai, guarda che sta arrivando la gazzella radia, la topolina. Collega, non mi ha ancora detto il suo nome. Zitto un iniziale. Secondo. Zitti un secondo. Check 3. Ce l'avete Snapchat? Eh? Non si usa più Snapchat, si usa quell'altro adesso. Cosa si usa? Quell'altro che usano tutti adesso, come si chiama? Qualcosa dove fanno vedere i piedi. Tinder. Ah, OnlyFans. No, OnlyFans, bravo. Me, devo farlo, cazzo. Ho messo un sacco di piedi là sopra io. Le piacciono i piedi a lei, signora Alve? No, a me piace. Mi piace un po' tutto. Smettete di parlare di piedi a là dietro. I piedi dietro, piacciono molto. Ma sono buoni i piedi, dipende come li mangi. C'è la zampa di gallina, che buona. Ma lei va su OnlyFans per fare i piatti da mangiare? Oh, sì, guardo anche da mangiare la patata. Tanta patata. E come la cucina di solito? Eh? Com'è che la cucina la patata di solito? Ma allora la frigo con le leccate, inizio a leccare tipo. Bello. Collega, posso mettere un bavaglino? No. Gli do una sorta di bagnato, ecco. Perché poi, col bagnetto è sempre venuta meglio, eh. Il problema è che ogni volta che poi la metto sul fuoco, sta bastarda schizza, hai capito? Diteci quindi... quando possiamo partire. Io lavo la faccia. Diteci quando possiamo partire, me. Lo diciamo noi, potete partire, signori. Gentilmente, state zitti voi dietro. Come state zitti? Teniamo anche un po' compagnia.
Me. Ci. Ma perché non lo fate salire la con noi? Della radio? Pasqualino, lì. Fatelo salire con noi. Ma lei, signora, perché non conosceva una bella canzone? Passa, non urlare. Non urlare, non urlare, non urlare, dai. Signora Alve, oh, lei conosceva una bella canzone, che io sappia. Mandami la sua, quella... volevo leggere. Che cantava tanto tempo fa. Cosa cantava? La può cantare. Secondo la trama, tale quale la prima stone, ricottavo il re. E ricottavo chi più re di me. Voglio impavare una vera consolata che sette volte si è come è partito subito. Ogni marito Enrico, Enrico, Enrico non Enrico. Vuole Willa. Facciamo un po' di silenzio là dietro. Ricottavo Enrico e ricottavo chi più re di me. E ricottavo re di me. Terza strofa, tale quale alla seconda. Un secondo Enrico, ricottavo re di me. Voglio impavare una vera sconsolata che sette volte si è già sposata. Ogni marito Enrico, collega, io vado a mettere il bagno. Sempre signore, sono sottavo Enrico, Enrico ottavo di me, Enrico ottavo re. Quarta strofa, tale quale la canzone, ricottavo il re, ricottavo il re, ricottavo chi più re di me. Voglio impavare una vera sconsolata che sette volte si è già sposata. Ogni marito Enrico, Enrico non vuole William, sempre signor, non sottavo Enrico, ricottavo chi più re di me, ricottavo il re. Sesta strofa, tale quale la quinta. Quinta, cogliona, la quinta, devi andare di una sola. Abbiamo messo il bavaglio, dovresti stare. Dove andiamo? Mi hai messo il bavaglio, come hai fatto? Ah, tu sei quello magico che da davanti passa dietro e mi mette il bavaglio? Sei un sì, sì. Ah, sei magico? Niente, non me l'hai messo il tuo bavaglio, mi dispiace. C'è il vetro in mezzo, signore, che cazzo avete messo? Guarda che mi hai messo un perizoma col buco in mezzo, fra, non mi hai messo un bavaglio. Quindi posso parlare ancora? Vai, parla, finché vuoi. Guarda che posso sempre parlare, non è che non può, anche quando mi arresti posso parlare, non è che mi tiri via le corde vocali quando mi fai il processo. Hai ragione. Me. Che facciamo? Abbiamo ragione. Però se ora sei un po' zitto. Sì, allora mi tengo. Siete bravi, avete fatto il corso da poliziotti avanzati? È il corso da poliziotti avanzati questo, vero? Lino, Bampi e Pierino, poi siamo a posto, sono tutti qua. No, vedo che sono bravi, sono... Coordinati bene. Coordinatissimi. Passo col rosso. Bene. Meno male. Segniamo. Che facciamo adesso? Entra dentro. Attenzione, sparano. Attenzione, stanno sparando ancora. Sparano, aia. Incredibile. Aia, aiuto. Incredibile, sparano ancora. Attenzione. Aiuto. Correte, entra dentro con tutto il camion, vai. Dentro, come ho fatto prima, coraggio! No, stiamo nelle scale. È morto. Ma che sono arrivati pure i vigili del fuoco, meno male, ci sono i vigili del fuoco. Rispetto solo per loro. Scendete, veloci, scendete. A porta no, corri, scendete. Correte dentro. Veloci. Corri, che non posso correre, corri dentro. Entrate, veloci. non posso correre, sono ammanettato. Corri, aprite le porte, dai! Fermo. Dai! Sì, devo fare le gradine. Dai! Ora non possono far più niente. Mi spinge. Perfetto. Meno male. Madonna, chi è questa bionda? Meno male, siamo dentro, meno male. Madonna. Non sa mai qualcuno vi attaccava e perdevate questa cosa, non si può fare, non si può fare, ragazzi. Non sa mai. Meno male che abbiamo corso. Andiamo. Io non vedo nessuno, vedo solo me qua dentro, signori. C'è un piccolo problema. Mi può provare a lasciare che rientro e riesco, signore? Non vedo niente. No. Dove si sta noi? Signor procuramento? No, voglio vedere se... No, devo solo vedere se riesco a vedere. Ecco, qua vedo. Aspetta che rientro. No, ma non voglio fare niente, raga. Voglio solo vedere. Va bene. Giuro che non scappo. Ah, adesso vedo, perfetto. Eccomi qua. Vado davanti? Volete delle granate? In prima volete fila? Delle granate? Dovrei avere nel borsone? No. No, non mi interessa. Un lanciarazzi? No. No. Oddio, un lanciarazzi? No. Mi è sempre piaciuto provarlo. Beh,
Peccato, ero buono il lanciarazzi, eh. Ne fai fuori 7-8 contemporaneamente. Ma lei la conosci questa bionda, signora? Sì, sì, l'ho conosciuta, l'ho rapita una volta. Ma è bellissima. Mi ha rapito? Quando? Ce ne sono, sì, dottoressa, l'ho portata tipo nel mio palazzo, quello lì, e ho fatto finta di fare dei lavori e poi l'ho portata davanti ad Arco Cocici in persona, signorina. Però non l'abbiamo toccata con un dito. Nulla dell'azione. Cosa sta facendo, signore? Mi puoi smanettare un attimo che bevo e mangio, che c'è un piccolo problema tecnico? Per cortesia, signore. Mi posso smanettare un secondo, grazie mille. Mangi veloce. Sì, mangio velocissimo. C'è un tetto in questo posto? Si può accedere? Beh. 1.5 siamo in teoria. Correte, correte, fate il processo prima che arrivano qua, correte! Sto ancora bevendo, annaggia cazzo. Facciamo il processo veloce prima che arrivano fino a qua. Io difendo la polizia, eh. Attestate, siamo legati, signor Alveac. Vabbè, sì. No, io tanto non mi voglio far io non mi faccio liberare, voglio andare in galera, io voglio andare in galera, sono una persona per bene io, bravo. Ma guarda un po', uno fa i reati per un cazzo, mo. Un po' di correttezza cazzo... anche ci vuole, c'ha ragione. Non lo so, uno non è che fa i reati così a cazzo. Siamo capo mafia, lui è una testa, cioè, voglio dire, siamo un grado alto nella criminalità, eh. Ma se aggiungo i bollini dell'S lungo mi date qualcosa in carcere, tipo il frullatore? No, eh. Sto meglio uscire di merda. Ma dove cazzo sei vestito? Guarda che se si mettono di impegno questi tirano giù i muri piuttosto di tirarci fuori da qua, io te lo dico. Vediamo che si deve fare. Agente, che facciamo qui? Nulla. Briscoletta? Guardiamoci in faccia. 7:30? Ti guardiamo in faccia. Affanculo, sì. Senti Natalino, la maschera almeno. Merda. Hai visto lo sputo, non me l'hai bloccato, stronzo. Cazzo, non ha variato. Guarda che signore, l'abbiamo vista in faccia ormai, eh. Io glielo dico. Sto facendo le foto, eh. È arrivato me, cazzo. Ciao, Giorno. A momenti mi ammazzo per colpa vostra, mi avete lasciato sul camion. Sì. Sto dimenticati di te. Ma dei pazzi, si vede che non conti un cazzo lì. Mi ha lasciato là in mezzo al fuoco. Dove lo portano? Ma perché lo portano sempre lontano da noi? Allora, signori, allora è colpa sua di quel bastardo lì, quello che sembra un fiammifero, lo vedi? Sono io, colpa mia. Ma perché lui lo portano sempre lontano da noi? Ma non lo so. Ma lo sciogli, che cazzo? Vieni qua. Gli imputati qua, lui lo portano a fanculo dall'altra parte. Ma casino, perché sennò insieme fate un casino. Ah, ok, perché da soli no. Allora, non è che cambia. Credi che non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Ma lei alla fine è passato, cioè, di grado? Da avvocato è diventato procuramento? Procuramento, sì. Amen. Ah, è importante. Dice quello che devo fare io. Grazie. Ma guardate questo. Vieni qua che ti faccio una carezza. Allora, ci mette una buona parola qua, signore. Beccati questo cazzo. Basta. C'è poco da mettersi una buona parola. Cosa perché vi siete dimenticati di me sul cazzo dei camion? Con le vostre confessioni e con le indagini che abbiamo. Andiamo in galera, signor presidente. Andiamo in galera, dai. Però fateci andare sta cazzo di galera, non ho capito quanto cazzo ci vuole per andare in galera, stiamo aspettando ci mettiamo meno a spacciare. Lo so, cosa vuole che gli dica. Sai quanta cocaina mi ha dato da spacciare quello lì? 5 kg. Di più, 5. Cazzone, guarda che te ne ho portati 15. No, 5. Appunto. Dicono così perché vogliono più soldi, capito? È merda. No, forse 5 li hanno portati 15. Ma in realtà, scusami un attimo, guarda che non mi ha fatto solo così poca roba, abbiamo fatto minimo 4-5 tonnellate di roba. A me mi hai dato 5 kg e 5 kg, ma allora vedi che mi trattavi di merda. Ma pesce più piccolo, c'è una gente più grossa. Come pesce piccolo? La mafia è più grande, come per me. Fammi andare a vedere, va. Senti anch'io. Andiamo, siamo qua. Andiamo a vedere se governo interdetto. Andate dietro. Andiamo dietro. Possiamo vedere un cazzo. Andiamo dietro, scusi. Tanto a te l'abbiamo visto in faccia, eh. Abbiamo visto le foto. Sì, non si preoccupa. Abbiamo le foto. C'è il mio cugino che sa tutto, eh. Aspetta, cioè, braccia aperte, non si preoccupa. A me? Sì, è se lega le mani, braccia aperte. No, faccio vedere. Si mette a lì nel frattempo. Ti stiamo e anche lei, si vada a sedere, forza. Sedetevi, forza. Ma che hanno fatto?
Chucky con le manette, non posso sedermi, devo dire naramaico, che non posso correre, non posso fare un cazzo, con le manette di merda. E come fare lo spiritoso, vuole vedere come lo faccio a prendere sopra spiritoso, non so fare lo spiritoso, vediamo. Lo posso fare così, cioè, okay. Mi siedo così, guarda, mi siederò così, in radio, perfetto, che guardate questo, ma vaffanculo. Non posso fare niente con questa manetta di merda, posso solo urlare. Meno male che... meno male che posso parlare almeno. Faccia muro, silenzio. Sto morendo, ragazzi. Ecco. Così andatevi, sì. Prego, cantiamo tutto adesso. Assoluto. Signore, qualcuno serve da mangiare la bene? No, sto abusando, è lei che sta abusando. Bastardo. Meno male col casco. Almeno ti pulisci quella faccia di merda che c'hai. No. Silenzio. Signori, a qualcuno morendo, serve ragazzi, da mangiare da bere? Come mai questa a me, signore, 148, 148. Venga. Perché ieri sera con tua madre ha preso di pulire le patate e mi sono ballato la testa. Ah, capisco. Ah, nella, appena arriva nell'atrio, nell'altra porta... smanetto così può mangiare. Non la prima, dai. Ma la seconda, c'è l'armadio. Dai, signor giudice, dobbiamo fare il processo, coraggio. La faccio ritornare lì? Venga. Allora, grazie, fate calare gli imputati qua, dai. Assistete appunto anche professionalmente, allora se siete di nuovo e sia zitto. Allora, signore, vi ha passato da bere da mangiare? Imputato, signor... Sì, io l'ho passato, signor... Ah, il sushi. Buono sushi. E state zitti che sta parlando il giudice o no, che dobbiamo fare il processo, dai. Sì, mangiamo un po' di sushi. Grazie. Ci siete? Vai, eccoci, passiamo il processo. Me. Allora, il signor Alvi H. Cacacazzi. Presente, signor giudice. Fermatevi. Come ti stanno? Dove sei? Delirio totale. Ma cosa stanno combinando? Ma no, capo. Te sei libero, fra. È stato bello il messaggio che... Hai visto il messaggio che ha messo Alvin Staff? Per favore, leggete. Per favore, questa sera non ha senso dall'inizio, come al solito. Beh, non prolunghiamola con e attacchi perché annullate la decisione del founder. Canale 100... Oddio, mi ripeti il canale? Dì che io ero molto cattivo, facevo che voglio vedere se stanno ripetendo. Fategli mettere 100.45. No, adesso qua non possiamo trollare. Invitati, per cortesia. Cosa dobbiamo fare? Dategli una radio e fategli mettere 100. Ci hanno rapito. Non ho la radio. Dategliene una. Ci hanno rapito. Come il canale mi ha detto? 100.45. Come mai? Se posso chiedere. Che succede, giudice? Come mai sei giudice? Hanno preso l'avvocato Brambilla. E c'è credo. Mico puntati. Porca. Oddio, adesso secondo me useranno, useranno l'avvocato per liberarci. Troppo semplice così. Troppo semplice così. Io cambierei le regole. Che credo? Io sacrificherei l'avvocato a un certo punto. C'ha quattro criminali troppo importanti. Bello. Appunto, appunto. Radio, abbiamo in ostaggio. Oh, guarda dietro, guarda dietro. Abbassati, abbassati, abbassati. Abbassati, abbassati. Abbassati, abbassati. Abbassati, abbassati. Grandioso. Volete liberarmi? Detto basta, ho detto basta. Uscite da qua dentro, ho detto basta, ragazzi, ho detto basta. Ho detto basta. Io ho il piacere di parlare. Senta una cosa. Forse qui non avete capito chi ci avete davanti. Forse qui non avete capito come è la situazione. Fate smettere di sparare, non è il consiglio giusto da dare. Si mette in mano. Ragazzi, aspettate. Hanno assaltato il mio aperto. Un secondo. No, l'amico mio l'hanno ammazzato, mannaggia al cazzo, quando ce n'è uno bravo, mannaggia al cazzo. Non ci sono secondi di vita per l'avvocato. Quando ce n'è uno bravo, sempre la fine di merda deve fare. Potevano ammazzare sto stronzo che non sa manco scrivere su taccuino. Ah no, ma? Sta meglio. Allora, sta meglio, signore. No, niente, aveva il giubbottino, l'ha solo preso sul giubbottino. Meno male, meno male. Forte, dai. Stavo veramente male. Gente. Non ci tenete alla vita di questo avvocato? Potresti rimettermi lo scudo? Che lo volevo comprarlo. Però non mi fate incazzare, eh? Andiamo avanti e muovetevi qua dentro, su. Mi avete già rotto i coglioni stasera. Ma sentiamo. Ma iniziate a tiltare forte, eh? Dai, okay, andiamo avanti. Abbiamo il piacere di parlare. Lino, mettiti di fianco, per favore. Entra in radio 100.45. Ok, fate finire sta cosa qua. Dai, dov'è il giudice? Ma la sua funzione, chi è lei? Dov'è il giudice? Assistente capo della polizia.
Ci sono dei ragazzi in radio che stanno rapito. Stanno chiedendo di liberarci. Non possiamo proseguire, mi spiace. Hanno preso il nostro avvocato. Allora, assistente capo, mi dice il tuo nome e cognome, per cortesia. Sto parlando io in radio, mettetevi in 100.45. Un attimo solo, sto comunicando. Ce l'ha la radio. Per avere una conversazione con te. Sì, sì, sono anche una radio, potete darmela gentilmente. Io mi chiamo signor Rosso. Signor Rosso. Caro, ma cosa stai facendo? Possiamo andare avanti e facciamo finire questo cinema, per piacere? Ci stanno dando la radio, guarda. Questo cinema non è che lo facciamo noi. Non è lui, eh. Sentite? Non è quello che è scritto nel giornalino, sono i miei. Come ha detto che si chiama Rosso, come? Le do la mia. Io mi chiamo Checco Rosso. Beh. Ok, signor vice capo, lei è la persona più alta in polizia per adesso in questo momento. Che c'è in questo momento il governo? Perché mi hai creduto? Non ne ho un'altra, mi spiace. Io sono il governo. Ce l'ho. Metta alla radio 100.45. Vediamo che dobbiamo fare. Il comandante Mike. Beh. Se non ci ridanno il nostro avvocato non possiamo proseguire. Adesso io dico io ve lo ridanno subito, vedrà. Ma ci stava bene però l'assalto. Allora, radio 145? 100.45, però ci stava l'assalto. .45. Allora, liberate, sono Aldeyak, il founder del server. Potete liberare sto cazzo di avvocato che avete rotto i coglioni? Vi ho detto di non fare niente. Liberate sto cazzo di avvocato. Grazie. .loaner del server, per favore. Grazie mille. Ok, andiamo avanti con sto cazzo di processo che mi sono rotto i coglioni? Dai! Che cazzo! Beh, vediamo. Sono colpevole, signor giudice, merito l'ergastolo. Ok. Beh, è vero, io è colpevole lui. Sono più vecchio. Lui è colpevole. Lei è colpevole perché è anche un evaso. Sono anche un evaso, sì. Ho usato un vaso per fare le piante di marijuana, sì. Molto grave, sì. Sì, beh, giudice, invece per gli altri due? Beh, guardi, allora, per Aldeyak, ok. Per quanto riguarda il signor Natalino, anche lui ha fatto parte dell'assalto al convoglio, anche lui ha ammesso di far parte di una banda, di spacciare droga, di aver commesso diversi reati. Mentre per il signor Samir Mehdi, detto principe, sappiamo che è a capo dell'organizzazione, ce l'ha ammesso, ci ha ammesso di traficare armi, sono i maggiori insieme ad altri. Non è vero che ha ammesso di traficare armi, ha detto che spaccia droga. Sì, spaccia droga, comunque dalle perquisizioni fatte al Civico 844 sono risultate a carico suo tantissime armi. Le quindi... compro quelle, non le spaccio mica, sennò mi fanno ammazzare da quelli più pericolosi. Traffica di armi. Silenzio un secondo. Quindi abbiamo allora, talmente tutti... tante prove. Silenzio un secondo. Tutti gli agenti che al momento sono qui, ordini dal capitano Mike, ritorniamo tutti in centrale. Basta, via, grazie. Tutti in centrale, dai. Buona giornata, arrivederci. Andiamo, arrivederci. Dai. Arrivederci. Grazie, buonasera, agenti. È un piacere. Ottimo lavoro. Ciao, Carino. Anche bravi. Grazie. No, scusate, se non c'eri tu, col cazzo che erano tutti lì. Significa che anche se dovesse partire l'ergastolo, nessuno vi porterebbe in carcere. Ma tranquilla, signora. Giudice, lascia stare, se ne venga con noi. E tanto poi l'assalto non funziona, quindi è inutile che lo facciamo, signori. Ma in che senso? Scusami. Sì, però così. Ha detto il capitano Mike che dobbiamo andare tutti in centrale. Un attimo che apro la porta, giudice. Vado a aprire la porta. Andiamo. Basta. Andiamo. Io aspetta. Non ho parole però. Giudice, venga anche lei. No, signorina. Vengo qua, io sto in governo. E che sa, si fa uccidere? Ma perché? Non che importa, è successo ancora? Cos'è che è successo no, ancora? No, nulla. Potete far venire a prendere, signore. Da chi dobbiamo farci venire a prendere? Ah, non lo so, chiamate, fate quello che volete. Ah ragazzi, cazzarola, dai, era da giocarsi la bellina, Dio santo. Ma cosa vuoi giocarti la bellina? Che ci dobbiamo giocare? Non si può giocare nulla. Senza ma perché? Che... C'hai ragione tu stasera? Vuoi avere anche ragione? Dimmi un po', vuoi avere anche ragione? No, assolutamente no. E allora almeno stai zitto. Punto. Almeno state zitti. Ma posso sapere che cacchio è successo? Adesso... Andiamo, dai. Finita? Posso così? Sì, è finita. Andate. Ciao. Vado a fare il dottore.
Andate, andate. Si diverta. No. Ragazzi. Arrivederci. Okay. Adesso scemo. Ti percula pure questo. Sì, scusate. Scusa. Ah, aperti. Okay. Visto che... Aspetta, è successo, signori, quindi. Dai, non lo ripeto più. È successo. Più. Andiamo. Aprite sta cazzo di porta, oh. È aperta? No, non è aperta. Vai. Grazie. Vabbè. Ma che è successo? E adesso te lo spiego. Mamma mia. Ma cosa cazzo? È successo casino già nell'assalto del convoglio. Ah, siamo liberi! Meno male, visto. A volte essere criminali paga. Hai visto, a dire tutto. Buonasera. Sì, che dire tutto a volte serve. Fateli salire tutti, fateli salire. Dai, tutti! Dai. Andiamo a tre. Uno che guidi, dai. Bravo. Vedo io. Dai, allora. Aspetta. Oh, come cazzo è qua? Oh. Cosa? Ma che c'ha sta macchina, ragazzi? L'ho fulchittata. Dov'è? Dai. Chi è questo che ci segue, che suona? Sì, sì. Ah. Ah, bello! Voleva dire che forza di grandiate. Ragazzi, fai un telefono o una radio? Niente, non sono niente. Ha parlato con Krakowicz. Secondo me dobbiamo chiamare. Dopo tutto questo tempo c'è sempre del marcio sotto. Perché vi hanno liberati? Ah, non mi chiedere, Massi, eh. Come hai, no, capito, non come mi chiedere, hai visto che... Mi raduni i tuoi uomini, per favore, un attimino. Gli parlo un secondo. Ok, dammi se... aspetta. Vabbè, vai a comprare telefono, almeno avete telefono. Sei serio, Steve? Sto scherzando. Ah, ok. Dai, radunami i tuoi uomini. L'elicottero, mo che cazzo è qua? Questi chi sono? I rossi. 8899. Cosa dobbiamo fare, ragazzi? Check radio. Ragazzi? Sentite? Trovatevi tutti quanti a casa all'844, per favore. Tutti, urgente, tutti nostri, tutti. All'844? Sì. Okay. Minchia, più lontano no. E dove li faccio venire? Faccio venire dall'altra parte? Dimmi dove vuoi che venga. Ne devo parlare, vabbè, ne parliamo domani nell'applicativo. Dai, vado di là io, ragazzi. Va bene. Vado a sfogarmi. Vediamo dopo. Che me la dai un passaggio a casa? No, mi rubo la macchina allora. Che fai, zio? Zio. Vuoi venire con me, Steve? Ascolta, a me basta che questa me la parcheggi da qualche parte. O se no prendine un'altra, però io. Dai, prendo questa. Vai, più che altro. E te con chi sei? Con chi sei? Oh, mannaggia il cazzo. Ma solo tu che rompevi i coglioni ci volevi stasera. Perché vedo malissimo? Ah, merda! Oh, bella! Ma chi è quello lì che era con voi? Ma non era con noi! Ma come? Ma questo no? Mi vuole rubare la macchina! Dai uno schiappone, per favore, che l'ho torcato! Ma di nuovo! Porco di... Oh, ma ce la fai a sparare a me la non pensante, tu! Ma questa che gente... Oh! Ma questo chi è? Oh, ma che VDM mi ha fatto? Vieni in caffo. Sali, sì. Vieni in caffo. Ma guarda questo. A negro. Che socio. Pensi tu?
Sì, vendietro, mutati. Ma questi chi sono pure questi? Dove è andato l'altro? Sì, ok. Hai visto, no? Vabbè, va. Ma questo chi cazzo è? Scemo, vieni qua. Ma chi sei io? Ma chi siete, raga? Valve God. Ascemo. Abbiamo la ruota bucata, ma di nuovo. Ma questo che cazzo vuole? Sì. Ma dietro di noi con la Evo che ci tampona di continuo. Ma non so chi sono. Spero che me li ho mandati a casa, cazzo, adesso. C'è la ruota bucata io. Ascolta, tanto non penso che sia problemi. Aspetta un attimo, ma chi sono questi? Ma che cazzo ne so, non sto capendo. Raga, non era il momento, ragazzi. Ma che cos'è? Cosa avete, raga? Cosa c'è? Perché ci seguite? Siamo dei due fan. Sto capendo un cazzo, raga. Una situazione un po' strana stasera, portate pazienza, scusate. Dove sei? Un attimo, raga, un macello. Adesso arrivo. Non è che ci fai acchiappamo così. Ma vai a fare in culo, va. Tu vai via con quella, Steve? Vai a casa, poi dopo vado io. Vai a casa, vieni con la mia. Prendi la mia e vai a casa tua. Okay. Vieni. Dopo rimango in macchina. Stasera è un casino, comunque. Aspetta che vado un attimo. Deliri. Guarda che bella sta macchina. Un attimo, ragazzi, un attimo che vi leggo anche i messaggi. Sì, ci volevo anche ragionare. Sì. Vai, sì. Parere dello sugar. Hanno fatto un po' di schifo, ragazzi, stasera. Però a differenza delle altre volte non eravamo da soli, ci avevamo Alve con noi. Almeno ha potuto vedere con i suoi occhi a volte cosa succede, raga. Ai. Stasera è stato un bel casino, ragazzi. Oh, belli, siamo in 76. Dai, ragazzi, lasciamo un bel likeettino. No. Che schivata. Un bel like tutti quelli che siete entrati adesso, ragazzi, e lasciate anche un follower per chi non l'avesse ancora messo. Dai, amori miei. Oh, guarda questo. Madonna. Quando hai fretta c'è un sacco di traffico su Grau quest'ora. Come mai? Mi trovo bene con questa macchina. Oh. Sono qua. Mamma mia, sono sedentare. Ciao raga. Ciao principe. Ciao bello. Principe, infame. Proprio al limitissimo. 168? Sì. Ciao, salve. Dimmi tutto. Ascolti, prima che parta con il discorso, noi abbiamo fatto di tutto per tirarla fuori, in ogni modo. Qualcosina abbiamo notato.
Io ero uno di quelli che stava entrando dentro la sua aula di governo. Non so se mi spiego. Che bestie. Che bestie. Non esiste. Non esiste. C'era mezza città. Pensa che ci incontravamo. Ci incontravamo con la gente. Ma tu sei con noi? Sì, siamo tutti assieme oggi. Ci diciamo. Hanno attaccato per primi la centrale. Noi siamo arrivati e stanno già attaccando. Volevo andare in ferie. Pensa che siamo arrivati a un punto dove c'era anche il signore più alto di tutti. Marco, Dani, Mirko, Marco con la K, Gianni, Alessio, Daniele, Alessandro, Giancarlo. Grazie per i like, ragazzi. Giovanni, bello mio. Secondo me ci stai infamando adesso di quella svolta. Sì. Ma magari. No, no, solo lui. Solo lui arresta perché continua a dire stronzate. Ottimo. Che cazzo c'è qua dopo? Scusa, ma visto che c'eri anche Fake Pilot, non potevi togliercelo da mezzo coglione, cazzo. No, no. Fake Pilot è bravo, dai, alla fine è un bravo ragazzo, non se lo merita, ragazzo. Lui è che era un proprio coglione. Ma tu non stavi con loro? Perché ma stai qua? Con chi ero io? Non ho capito. Con la polizia. E tu che ne sai? Come che ne sai? Abbiamo visto che ti hanno arrestato, l'ha saltato il convoglio. Come l'avete visto, scusa? Dove eravate? Sì, perché io ho bloccato i camion, là. Io con Alfone eravamo a 50 metri dall'ingaggio. Poi ragazzi sono venuti, hanno sparato dappertutto e boh, non so. Mamma quanto sei brutto, zio. È arrivata questa macchina. Però vabbè, voleva venire Alvi a dirvi due parole qua. Ma questo qua chi è? È tornato proprio Napo. Ma va, con il giubbottino in pelle. Il fratello, sì, il fratello Giugnolo. No, è proprio Napo, fidati. Chiamatemi Napino. È proprio Napo, fidati. È proprio Napo? Sì, allora, sì. Spostatevi che tiro un destro bendato. Sì, raga, ho scavato con la bocca, ho slinguazzato di muri, sono scappato dall'ergastolo, raga, tranquilli. No. Bella Gle, Giovanni, Marco Le, grazie per i like, ragazzi. Facciamo frullare questi like per tutti quelli che non sono follower. Dai. Oggi la sfuriata di Alve, male, secondo me. Aveva... Un attimo, ragazzi, che vi leggo, sì. Su! Oh, comunque. Che carta è? Mi è arrabbiato sì, Alve, ragazzi. Sono fatto certe risate. Stasera. Non ho idea, Alessio. È stato molto divertente. Mica io stavo morendo, ragazzi. C'avevo le lacrime. Fidati. Avevo le lacrime. Fidati. Come anche voi. Sì. Sì, sì, anche noi. Però, te lo giuro. Ma tu l'hai sentita la protesta? Eravamo tutti sull'applicativo. Ma quelli che hanno assaltato gli arancioni. Quando ho visto la protesta, stavo pisciando dalle risate. No, ma poi non hai capito. Ma tu non hai capito. Aspetta, ma tu non hai capito che cosa è successo. Hai visto all'ultimo quando stavate uscendo che c'era quel poliziotto lì che faceva il furbo? Quale l'ha puntato? Il bambino. Il bambino. Sì. Quello ha fatto una brutta fine. Sì. Io quello lo conosco. Bello perché andava avanti poi. Aspetta, chi è questo? L'ha fatto volare. Indietro. Chi è questo? Aspetta, tornato indietro. Marcolino è ritornato. Raga, però quando ci vuole. Ciao Marcolino. Buonasera. Dai, ha visto dall'interno una volta quello che è successo e sono contento così. Marcolino è ritornato, mamma mia. Ma sinceramente io non ho capito benissimo cosa è successo. Ragazzi, un attimo. Allora, ragazzi, domani vi verrà a parlare direttamente lui. Adesso voleva venire, ma era un po' arrabbiato, doveva andare un attimo a sistemare alcune cose. Voleva venire qua un attimo a chiacchierare con voi, per quello ho detto venite tutti a casa. Vi spiegherà domani. Che grande di cosa? Samir. Di quello comunque, che è stato. Comunque, levato tutto da questo inventario, l'ha messo su sua casa, almeno se ci assalta non prendono niente. E chi ci assalta? Ma chi ci deve saltare? Chi ci assalta? Secondo me se entra la polizia dai cancelli iniziano a volare gente fuori da. Come se non basta. Vedi i razzi proprio che volano. Ma raga, andiamoci a fare un giro in città, venite tutti in city car. La città è in macerie, non so cosa è rimasto della città, io veramente, ragazzi, ho visto, non ho visto, ma ho sentito veramente il delirio in ogni dove. Ogni metro sentivo. Io ero in giro e in più in radio di quelli che hanno saltato la centrale dopo il governo. Ma eravate voi da saltare, raga, in pratica? Sì. Ma sempre voi? Io mi sono affiliato con loro. Dappertutto? Al primo convoglio, alla centrale, al parcheggio, fuori dal governo, dentro il governo. Al parcheggio no, erano io. Al governo hanno preso il coso là. L'avvocato si chiama? Con Nettuno. Ma chi l'ha preso? Mi dissocio da quello che hanno scritto nel giornalino, no?
Non puoi correre con un embraccio, tu. Ma che cazzo me ne frega? Ma dopo tutto sto schifo, cioè, adesso ma... questo è il problema. Ma tu ti attacchi anche appunto. Ma porco due, inizio a sparo in sit car, faccio qualsiasi cosa dopo lo schifo che ci hanno fatto addosso. Ma che cazzo, volevo andare in sceriffato io, però. Vediamo. Non è detto. Adesso poi domani facciamo tutto un po' il punto della situazione, di cosa dovrebbe essere, di cosa sarà, non lo so, raga, neanch'io, perché voi pensate che io sapevo, ma io non sapevo nulla di quello che succedeva lì, cioè assolutamente niente. Io ho solo capito che lui era incazzato nero e boh, ho fatto quello che faceva lui. Ma si fida di che era incazzatissimo. Sì. Ma mo dove sta? Dove va a finire? No, ma... è andato in caffetteria, che sta facendo una brocca di caffè. Secondo me oggi qualcuno non ci dà più. Oh, ti devo parlare. Ma speriamo, frate, ma speriamo. Spero che la... Ed era anche me ora, sinceramente. Io ti devo parlare, cane. Ma secondo me doveva discutere fuori RP. Che vuoi fare adesso? Andiamo a guardarci le macerie, dai, facciamo che vedere. Ho capito, ma a volte le titanate ce le fanno mentre siamo in RP quasi sempre. Qua fanno, l'hanno levato, l'ha levato. Sì, è andato a sclerare male, Mirko. Marco è andato a sclerare malissimo. E in caff. Candy è veramente deluso. Tutti delusi, ragazzi. Tutti delusi. Matteo è veramente arrabbiato, deluso, anche scoraggiato. Sì, raga, perché comunque quello che è successo stasera non è piaciuto a nessuno. Però avete, vi siete resi conto che non hanno fatto, non abbiamo fatto neanche in tempo, raga. Mamma mia, raga. Ad assaltare che già ci avevano preso. Cioè, vieni. Dove, erano dove, rimasti con Alve per fare una cosa, cioè loro dovevano dirgli a lui quando partiva il e loro, i tuoi occhi bellissimi si sono divertiti, se non si sono divertiti te li capo, diglielo. Sì, sì, si sono divertiti tutti, raga, ma io pure mi sono divertito, io quando ho fatto l'interrogatorio con quello lì che non girava mai la pagina. Allora, io ti giuro, c'è stato un momento che siamo arrivati, io, Nettuno e Alfone, davanti al governo, abbiamo visto 7 macchine diverse, ok, ci fermiamo a fianco a queste macchine e ci fanno, ma... questi timidi con noi, ma ragazzi vi serve supporto, ci giriamo, ma perché siete con noi, siamo tutti insieme, se andiamo, vai. Andiamo. Assurdo quello. Però questo allora... fa capire che bella cosa, no, ma perché mi porti sempre via? Ma mi riassumi, guarda, guarda come sono forte, corro, guarda, guarda, no, non mi fa, no. Alve ha annullato tutto da ieri, è normale, raga, ma per forza. Perché? Oh, ho saltato. Benissimo, secondo il mio punto di vista. Sì, allora, era per... lui sapeva che io ero in live, lui era in live, Candy era in live, Ira era in live. Quindi non voleva, secondo me, fermare tutto. Poi c'erano tutti i miei ragazzi organizzati, gli arancioni organizzati. C'era tante persone che consumi facevano sta cosa qua. Mi devi portare all'altro blip se vuoi che t'assumo. Cazzo, andando. Mi stai facendo venire il culo nero. Aia! Aia! Nella colonna! No, sopra! Sei abituato. Sopra! Ah, madonna, la fronte nello stand della porta. Aia! Oh, mica il coso nel culo. La vuoi finire? Non puoi correre con un embraccio. Ma dove sta sto porco due? Vai davanti, qua. Poi sinistra. Oh. Ah. Questo è il mio ufficio. E mi metti giù? No, niente. Non sono capace. Non riesco, sei lontano. Devi andare dove c'è la sedia. Mi assumi anche a me. Allora, spostatevi. Uno per volta. Anzi, aspetta che ti metto boss, perché sennò vice boss non puoi vedere quello. Aspetta un attimo. Ok, tu sei il 168? Mm-hmm. Vieni, devi assumere lui. Grazie. Posso. Bene, Emilio, grazie mille. Moreno, Cristian, grazie di cuore, raga. Grazie davvero di cuore per i like a tutti. Madonna, che facciata che hai preso, fratello. Ha fatto benissimo a dire sono il founder, basta. Raga, i miei non si sarebbero fermati, tutta la città ci stava cercando di salvare perché l'azione era una merda e la città reagisce di merda. Lui ha dovuto prendere questa posizione e fare così per forza, perché sennò stasera non si finiva più di sparare. Questa volta tutta Grau contro stazione
L'esame te lo prendiamo avanti, ma altrimenti sono ripetitivo. Esatto, esatto, Augusto. Tutta la città si è rivolta contro questa azione e si sono messi tutti contro per fargli capire che comunque è il player che comanda, non lo staff. C'è una cornuto. Però là. Ce l'ha. No, ce l'ha lui, principe. Dello staff ha ragione, ci inchiniamo tutti. Principe. Oh. Ah, ci sei. Dico, ma ragazzi, tutte le pistole. Ma c'ho. Dimmi. Sì. Tutte le pistole che avevamo, dove le abbiamo messe? Erano ma qua ma 40, quindi... ragazzi, non ci sono più. Le hanno ma quindi tutte. Stasera. Cioè, non si fa niente. Torniamo domani. Sì, parliamo poi domani. Però, cioè, stasera non faccio niente. Oh, tirate fuori i camion che avete tutta roba nostra dentro i camion. Perché? No, facciamo niente, quella roba. No, ma aspetta, io c'ho una pistola, aspetta. No, fermi, le pistole sono a 939, raga. Cazzo, a 939. Non possiamo andare. Le avevamo portate lì 40. Dai, andiamo al 939 andiamo, a prendere. Mi cambio solo che. Vabbè, ma vengo così. Dove cazzo, teniamo anche la roba per mi cambio, per i campi, poi là. Andiamo. Tutti al 939. Dove? Al 939. È un deposito. Ma cosa che mi mancava stare seduto nella mia macchina? Non è la tua, però è simile, dai, andiamo. Oh, grazie. Ho mandato un vetro. Sono Marcolino con noi. Reso Gusas. No, mi spero non è con noi. Oh, a mero. Andiamo a fare scusa. Ieri. Ma cosa è passato un vetro, raga, ha passato un vetro. Ieri. Ha passato un vetro, sennò. Ma che fa? Ok, a posto. A me cosa andiamo a fare oggi? Vabbè, ah, guida lui, guida lui, cammini, cammini. Ma cosa c'è al 939? Che è? Non è che ti abbassi che non vedo il cazzo, per cortesia. Grazie. Giustamente hanno la mia. Come non vedere niente? Mi non è corretto. Esatto. Analizza. Perfettamente questo. Tu hai fatto il quadro giusto e preciso della situazione. Madonna, ma stai zitto, l'hai preso. Allora, lui ha fatto fare sta cosa qua. Anche se, ragazzi, gli posso come la mia cosa. Madonna, infazione. Guarda. Infazione, lo sai cosa devi fare? Devi metterti il nasino rosso e poi fare il nostro pagliaccio. Ti posso dire, Annalisa, che però anche la cosa dei qui, 12 poliziotti, non c'era scritto e non ci hanno detto nessuno che arrivavano gli altri 5, se no era diversa la cosa, capito, raga? E questo è il fatto. Loro hanno fatto questo e l'hanno fatto male. Poi, tutto quello che hai fatto dopo, eravamo d'accordo che assaltavamo il convoglio questa sera. Ma chi se ne frega stasera, lo zio? Loro ieri sera hanno cancellato tutti i miei ragazzi, hanno rubati. Già ieri sera. Non ci hanno fatto fare l'azione. La proviamo a fare stasera. Non ci hanno avvertito quando partiva il convoglio, non hanno fatto come volevano loro, perché non volevano perdere questa azione. Intanto ti ho dato mezza pizza, ho fatto un bel 5-0. Mezza pizza, tutto negli occhietti. Ma stai zitto, stai. Tutto bello che registrato. Ma stai zitto, non che piangi. Ma stai zitto. Ti è piaciuta anche la visita che ho fatto da R oggi? Chi è? La visita che ho fatto da R. No. Come che viene fuori un pasto, facciamo un casino stasera. Adesso devo cercare di calmarli piano li devo calmare a un certo punto stamattina. Chi? Stamattina cosa stavi facendo? Repi, nel senso che noi siamo stati no non stava dormendo. Guardate lo schermo, pensando. Gli ho scritto ma quindi P è scarso nella guida quanto nello sparare. Ma vai a fare. Ha passato 30 secondi a ridere, 30 secondi. Non troppo, poi ovviamente la cena. Di fatti, dopo si vedono i risultati, così 0 Phoenix. Ma tanto parti comunque. Sai cosa, Andre? Ma senza allora, mani, dai, va bene. Ma ti ho fatto 5-0, 5-0. Sì, non dovevo uscire dall'RP, magari dicendo sono l'owner, non dovete fare. Però, raga, vi posso dire che almeno così tutto il pubblico delle nostre live è stato coinvolto nel vedere quello che succedeva. Se no, questo continua a risolvere in caffetteria. Io domani ragazzi, con tutto mutato voi non sapevate nulla di cosa succedeva allora, e invece io l'ho apprezzato perché lui stasera ha fatto vedere a tutti quello che è successo. Cazzo, le mie dici calibro non è neanche corretta nei tuoi confronti nei confronti della tua passione che ieri ho deciso di giocare in maniera no, tiriamo in calcio 12 più 5 più o mi tiriamo in calcio uè, vecchio, pensa dove sono mi tiro in calcio siamo esatto, bravo Annalisa. Mi piace molto Annalisa come ragioni, ma tu non sei mio follower. Mi sa di no, eh? Peccato. Aspetta un attimo. Peccato che potresti essere una chiave di quando arrivi qua e dici queste belle cose. Ma che è successo? Dove sta? Un macello è successo. Spara di in testa, per piacere. Devi riassumerti tutte le RP da ieri a oggi. No, se per un milione e due dalla macchina, dove sta? Micchia. Onesto Marcolino.
Oh Hammer, una roba veloce, stasera si fa qualcosa o no? Se no andiamo a fare il progetto che abbiamo parlato ieri. Ah, ma qualcosa lo facciamo, raga. Perché ma? Non dobbiamo fare niente. Poi vabbè, sicuramente non è che possiamo fare chissà che cosa, perché dobbiamo capire come andare avanti la cosa, però numerino. Ci organizziamo un attimo. Mio 4, 3, 5. Vabbè, c'è solo un problema, Flo alla VL in sospeso, perché te il passaporto dai un attimo. Vabbè, la VL in sospeso e basta. Perché? Perché ieri durante l'assalto alla centrale doveva staccare, sai cos'è? Gli ha messo la VL in sospeso. Ma perché tutti le colti altissime hanno stasera? Io non sento un cazzo, raga. Chi non ha la pistola venga qua. Tu mi parli ma non sentivo niente. Ho detto che Flo la vuole in sospeso perché durante l'assalto in centrale è stato? Ha staccato, ha chiuso gli occhi. Siamo al... Vabbè, c'è un modo veloce. 9.37. C'è ora la... 9.37. Diciamo in città, c'è un modo veloce per risolvere o no? No, no, ora no, Fra. Ma quindi posso chiedere una cosa? Marcolia, a quanto di quanto ci dobbiamo dimenticare? Gli ultimi 2 o 3 giorni? Cambia parecchio, da 2? Oggi e ieri. Anche la P? Basta. Quindi dobbiamo rifare l'assalto. Ce l'hai la pistola. E allora tu hai ancora tutto quanto a carico. Ce l'hai la pistola. Ma che cazzo ne so, frate. Per quello che ti hai detto non so niente, raga. No, no, io no. Pazzo le mani. È finito tutto così in un macello fotonico e... Ascoltami un attimo, vieni proprio un secondo proprio qui, urgente, urgente. Prendi le 2 pistole, una per Cingone, una per... Perché se... Adesso io chiudo gli occhietti, no? Ma se, in poche parole, domani devi andare a farti la chiacchierata e dovete capire più o meno quanto ci dobbiamo dimenticare, tu chiamami immediatamente che noi gli facciamo vedere che durante dobbiamo anche la P, la Pacific, Francesco, grazie per il like, quello io. Dei cinque risorti, capito? Sì, ci sta. E quindi facciamo dimenticare direttamente da quel giorno, amen, no? Se riusciamo. E così ritorniamo. Comunque lo sceriffate qua vicino. Eh sì, ma appunto, a parte quello. io te l'ho detto. Sono qui. Spirito. Vediamo un attimino, vediamo. Ma lo sai perché mi hanno arrestato? In mezzo a tutti e 20. Chi t'ha? Allora, hanno fatto tutti quanti i cori da stadio. Da Nettuno che gli diceva pula infame, per te solo le lame, eccetera, eccetera. Esco io e gli dico, ragazzi, zitti un attimo, devo dire una cosa con Spirro. Li faccio il coro da stadio, come finisco che gli dico la fine della strofa, prende e mi arresta lo stronzo. Sono partiti tutti e 15 a prenderlo a cazzotti. E li hanno smanettato. E l'hanno appena smanettato, mi hanno portato via due degli arancioni. Sali, voglio un sali! Che grandi. Volevo andare anche da loro un attimo a vedere come stanno, se è tutto a posto, loro uomini. Bisogna li trovi a macellare la città. Ma quindi? Perché come abbiamo finito tutto, io ero con Argo in macchina, che la sono andata a prendere, l'avevo lasciata a piedi. Ha detto una cosa, ragazzi, fate quello che volete da adesso in poi. È finita per ora. Noi eravamo con voi. Ci stanno cercando Nettuno. Sì, li ho accompagnato io. Cosa ne pensi? Che ci vede a cantare? Io ero con N... Ci vediamo domani con più calma. Tanto ora sarebbe solo cazzeggio. Meglio ne approfitto. E domani stiamo fino a tardi. Così abbiamo da fare. Sì, ma non c'ho le che hai fatto il nome tuo. Se guardo un filmettino, magari torno fra un'oretta. Capito? Guarda le combat. Mi manca. Sì. Quale mi dà? Tanto l'appartamento qua. Ti scappa da Che ti serve? Vai. È un stesso. Ma non ce l'ho. Ma detta che hai fatto il nome tuo al giudice. Il tuo. Avete fatto bene. È il suo pure. No, solo il tuo. Dammi, vado a consegnare. Io non c'ho pistola, non c'ho niente. Come sei entrato dentro? Non è munizioni, 170. Non sono entrato. Non se ne mani. Entra e piglia, no? Non se ne mani. Lì è casa di Eze. Alza le mani. Vado al 582 a casa mia. Dammi le munizioni a me, disgraziato. Non ce le ho le munizioni, non ce ne abbiamo nessuno. Ok, andiamo a comprare. Le munizioni venite in barrozzeria, ve le do in barrozzeria. Ma a me c'avevi la combat.
No, ce l'avevo io. Io no, Fra, non c'ho niente. Sono uscito adesso dalla galera. Figurati che c'avevo. Ma come l'ho presa a te? Dammi munizioni. Fra, io non c'avevo pistola. Sono uscito dalla galera. Era in governo. Che cazzo vuoi che abbia? Alza le mani. 189. Hammer, che numero sei? 148. Cellulare ti manca, giusto? Non ho dato la performance. Oh. Aspetta, forse c'era quello. No, no, non ce l'avevo. 8-9. Andiamo in barrozzeria, vedi? Ti do la radio. Poi parliamo un attimo di là, capisci? Ragazzi, possiamo, Sì, sì. Al 54 mi servono solo le munizioni. Poi andiamo a trovare un attimo gli arancioni e chiedere come stanno. Andiamo a raccontare. Margo era con noi, era con Coach. Dai, io non so. Posso con te, per favore? Principe, ma perché non hai fatto ascoltare Argo? Ma non ce ne sono più. Lino, Rita, Argone, grazie per il like. Bello mio, Teodoro, Francesco, Annalisa, Emilio, Moreno, grazie a tutti ragazzi. In barrozzeria andiamo. Sali, che fai? Madonna, ragazzi, che cazzo non avete combinato, mamma. It's right, grazie Aids del ride, bello mio. Barrozzeria. Buonasera Rita. L'assalto in centrale erano i miei, quelli di DJ e quelli di Hammer. Ragazzi, avete fatto il devasto, io non capivo più un cazzo. Arrivava gente in ogni dove a sparare dappertutto, pure dentro il governo. Sono arrivati, cioè è proprio stato veramente bellissimo. Lino! Grazie del follow, mio! Benvenuto nella Hammer Family, fratello! Benvenuto tra i maledetti, grazie di cuore, bello! E comunque è stato un delirio, avete rivoltato la città, cazzo, che figata. Comunque Tony, no, che mi sentivo importantissimo, Argone. Dove andavo che mi spostavano, stritavate tutto. Ero in mezzo a 50 poliziotti che mi spostavano dappertutto e voi gli sparavate a tutti. Io ero col cartello dell'avvocato. Ah, tu eri col cartello dell'avvocato. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, cosa non avete combinato. Ma io Crab però non so dove trovarlo, non c'ho il numero. Adesso vengo poi a casa tua, Argo, tu sei a casa? Così mi racconti un po'. In RP. C'è un altro di sigaretta, raga. Come hai guidato? Sei uscito? La macchina è tanto bella, ma sarebbe grande veramente, sì, crabone. Ma dove l'hai comprata? Questa? No, cazzo. Zingaria. Allora, come ci siamo messi al like? 115 like e tiri, bravi ragazzi, così che vi piacete. Crab in giro in elicottero, e vorrei sentire, non so, ma credo che non ho il numero. Criptovalute. Non avendo il numero più di nessuno, ragazzi, adesso è difficilissimo. È come ricominciare da capo, cazzo. Buonanotte a tutti. Ciao, Mike, come ti chiamavi? L'hai scritto prima, di pazienza. Siete tutti puntati, tutti e 26, siete puntati tutti. Wow. Michele. Ciao, Michele, scusate, buonanotte, caro. Scusate, grazie, signori criminali, mi servirebbe la radio e il telefono. È un grande player, sì. Ma oddio, ma io la conosco. Bravissimo. Lei è Samir Midi, detto quello principe. Quello che è andato, ha fatto il processo, quello detto lui principe. Giudicato. Capo della mafia. Che poi sono stati così spaventati da lei che l'hanno portata via, cioè l'hanno fatta andare via in colume, senza nessuna accusa. Sapevano, Lei così c'era tutta la città che sperava contro di noi. A un certo punto ho detto, li lasciamo andare, qua stanno tutta la notte a distruggerci. Minchia, che bello. Sono sentito veramente importante. Quelli che hanno sparato sono arrivati, se ne sono taggati subito 9, 2, 9. Mamma mia. Ma io radio e telefono dove sempre andare. Io veramente mi sono scassato dalle risate, ragazzi, è stato bellissimo. Cioè ero lì dentro, mi spostavano ogni volta che mi spostavano da qualche parte arrivavano 50 persone a sparargli addosso. Ciao ragazzi. La parte bella è dentro il governo.
stavamo facendo il processo, si apre una porta, vedi solo tutta gente che sparava dentro. Dentro del governo. Dentro, nel governo. Nell'aula di tribunale sparano, hanno sparato a tutti quelli che erano lì dentro. Tutti. Noi abbiamo rapito un avvocato, ma non ci hanno fatto fare niente. Lo so, ero in radio con voi, perché poi la giudice mi ha fatto entrare in radio. Ascolta, un secondo, ma che fine ha fatto KK? Non lo so, sarà andato. C'era anche Sbirro, solo che Sbirro. Detto, parlate voi. Come che il Tosi è diventato Sbirro, l'ho visto prima. Ma figurati. KK, sì, anche io l'ho visto prima. No. Sì, però non ricordavo nulla. Ma chi è nulla, KK? Capisci? Ma chi è? Non so, perché il tempo infatti mi ha deluso. Il socio. E infatti così gli diceva. No, chi è questo? Portami via. Ma no. Franci, io lo apprezzo tantissimo, ma non me lo posso spiegare. Chi è che è andato in polizia? Posso chiamare Crapo perché mi ha dato un po'. Topolino. No, KK. Ma che Topolino? KK! Quello che era venuto con N. Sì, quello che era venuto con me. Ah, ma io pensavo K nostro. Lui parlava di K nostro. Io pure, porca puttana. No. Già mi stavo dissociando proprio altamente. Ma figurati, K fa una cosa del genere. È andato magari a dormire, oggi era stanco. Oggi ha fatto troppi calci di rigore. No, mi dissocio, stai zitto. Voi avete ordinato la pizza? Non c'ho fame, io ragazzi. McDonald's. Sushi. Ma quindi ste munizioni dove minchia sono finite? Infatti, io voglio vedere. Sì, ma qua se n'è andato la munizione. E se n'è andato. Qua non c'è H, che prendiamo qua la minchia? Senti, ma se andiamo a studiare lo zio, ho detto. Infatti. Ma H ci ha salutato a tutti. Lo zio ha detto andiamo qua che ci vediamo qua. E poi se ne è pentito. Dov'è? Ma le chiavi qua penso che in centrale, si sta andando a confessare. No, fuori lui. No, se no andiamo a tornare a via, le prendiamo, andiamo a fare un po' di bordo. Zio, ci sei, zio? Dai, zio. Ho chiesto già il rimborso. Il navigatore, zio. Ma perché sta picchiando? Non lo conosco io, per quello. Ma mi spieghi una cosa? Si può spiegare il fatto che tu stai fuori o è inspiegabile? Ma possiamo esserci tutti come le bardi? Come cazzo ve lo spiego io, ragazzi? Non lo so neanche io. Ok. Ma è successo qualcosa ieri? Ma chi sei? Io? Ieri è successo qualcosa ieri? Non è mai successo niente. Dammi sto palle blindato. No, diciamo che non è mai successo niente. Diciamo che loro adesso non c'è mai stato. Ah, ok, a posto. Perciò è stato tutto un sogno. Da ieri che manco, sogniamo. Manco la protesta ci volevano far fare. Da ieri che sogniamo. Però è stato un bel assalto. Che le risate davanti alla polizia con Franchino siamo andati minchia con gli striscioni. Ma pure Franchino faceva la sì, protesta. Già, che prima fila. Sapete su meccanico in ferie? Minchia potere. Meccanico in ferie. Abuso, io sono stufo. Diceva di tutto, i poliziotti. Io sono stufo. Grande. No, ma possiamo essersi tutti di rosa con le cose delle barbie e andare con le parecchie. No, non puntare il dito però, dai. Stiamo parlando. Il dito non è giusto. ma lo come ti conosco. Ma c'è questo qua, già, signore? Con il buchio. No, appunto. Signore con la giacca rossa l'ho visto io già. Mi dica tutto. Chi è proprio senza? No, cercavo qua il meccanico. Il meccanico. Ho 189, zio. Arriva subito. Il meccanico del tuo cuore. CR. Te rispetto, zio. Ciao, so dove è andato. Fatto. Che hai detto tu, Cingo? 189. Non lo sapevo, non 4, lo sapevo. 466. Sono tra di loro. Grazie. E tu? 170. Fatto. Fatto uno. Fatto due. Fatto tre. Un caricatore stesso. Marco Dino ha preso il pesce. No, dentro no. 464. 461. 461. No. Marcolino è potente, però, raga. Ma una radio? Principe? 168. Io un telefono vi posso dare, radio già l'ho dato. Quindi... Come? Principe? Ah, c'è il caricatore steso, certo te lo do. Minchia. Principe, numero 1. Signore, buonasera. Aspetta, gliel'ho data a Marco. Come sta? Bene, lei? Non lo so ancora.
Penso bene. Me l'hanno raccontato. Mi avevano un po' restato, poi no, poi no, non lo so. Vabbè, avevamo salvato il culo, poi hanno fermato. Ah, eravate voi anche? No, erano i... noi insieme invertito. Ah, ok, ho capito. Infatti, ho visto che c'è stato veramente... Dove ci spostavano arrivava qualcuno, infatti mi sono sentito... No, veramente... ma noi non abbiamo fatto quelle cose così. Noi abbiamo preso direttamente uno del governo. E chi era? Un avvocato. Ah, ok, ok. Per arrivare a qualcuno di loro, altrimenti lo uccidevamo. Signore, ma l'altra sera lei mi ha telefonato, poi mi ha detto se potevo venire, io ero in Pacifico. Aveva qualcosa da dirmi, era importante, vorrei che ci vediamo un momento. E adesso sto andando un attimo in un altro incontro e poi semmai la chiamo su questo numero. Ok, ma tanto no, non c'è, se non è importante anche domani. Ma ha perso un po' di uomini, mi hanno detto, vero? Quello là, tutto vestito di bianco, ti ha calci la moto, vedi che è per terra. Da ieri non esiste più. Sì, in teoria sì. Purtroppo, signore, tante cose erano da vedere con i propri occhi e per fortuna stasera c'era qualcuno che con i propri occhi era con noi e ha potuto vedere quello che è successo. Lo so, signore, ma si ricordi che c'è sempre una via di uscita. Sì, sì, ma infatti sono stato veramente... ma sono contento che questa persona stasera era con me perché così ha potuto vedere con i propri occhi e si è arrabbiato non poco. Finalmente ogni tanto le cose vengono a galla. Io sono del parere che prima o poi gli scheletrini saltano fuori, no? Ovvio. Chi ce li ha? Chi non ce li ha può fare le cose sempre alla luce del sole. Chi ce li ha prima o poi? Ma tanto non cambierà niente, signore. Lo so che non cambierà niente, lo so. Infatti... Perché domani già hanno tutto dimenticato. E ricominciano da capo. Però signore, poi a quel punto lì se continua a essere così tolleranza zero, no, coerenza zero. Però se non c'è proprio più neanche la coerenza, signore, poi a quel punto ci sono tante città e vaffanculo, cioè alla fine non è che si può neanche sempre stare lì, mi capisce, no? Va bene, signore, siamo tantissimi. Ascolti, la richiamo a breve che così ci facciamo una chiacchiera che sto afferrando con il controllo. Va bene, una buona serata. Vabbè. Ma Marcoli. Questo prende mi investe. Ma di pancia. Quando abbiamo cantato la canzone Enrico VIII. Enrico VIII è re dei re, Enrico VIII, prima strofa, uguale seconda, Enrico VIII è re dei re. Allora, quindi? Che si fa qua? Io vorrei fare qualcosa. Andiamo a trovare quelli di Grubassa? No, ma andiamo, va. Sì, diciamo che io adesso, ragazzi, non so bene la posizione mia, quindi... capito, infatti, non c'è... siamo in una fase di... Neanche a vedere troppo le cose che non vanno bene, capito? E poi magari non è così e... Ma mo' come sei rimasto? Cioè, siamo tutti... Sei tutti liberi, come mai? Così, dal nulla... Ma che cacchio? Aspetta, vado a prendere altri kit... Non ho idea, Fra. È tutto un punto interrogativo, quindi, adesso. Sì. Vabbè, intanto noi andiamo a fare un po' di danni in giro e amen, tanto più di questo non possono farci. Io ho detto che caccia un po' di persone dal server, vediamo se lo fa veramente, Cleo, veramente. Ma, cioè, andiamo. Dove andiamo? L'ho sentito tante volte dire questa cosa. No, un po' in giro con gli altri, va bene. Dove c'è la macchina? Non c'ho il giubbo. Pia la moto. Ma che c'è da fare? No? Non c'ho il giubbo, non c'è i soldi neanche per il giubbo. Vogliamo fare? Te li do io, andiamo. Manco io faccio. Ma siete stati cazzo. Che non ti prendo. Io l'unica cosa ne tu che. Sinceramente non so proprio bene la mia posizione, quindi
per il lavoro, no? Per oggi. Cioè no, possiamo fare un po' di macello, quello sì, però io non, non so bene la prima posizione, capiscimi? Quindi non so cosa posso aprire e chiudere, capisci? Aspettiamo domani. E poi se magari apro delle situazioni e poi io in realtà non dovrei essere qua. Oh, scusa, scusa, scusa. Chi è questo qua? CJ. Oh, bello! CJ. Bello? Un'ora che quasi ha problemi, problemi di vestiti. Oh, Napo, alla go. Dici? Madonna, guarda come è vestito di merda. Effettivamente sembra un centro tavola. Un centro tavola. Napo, non lo so, qualcosa sto provocando il cingo. Ma cosa fanno? Ma perché si sparano qua? Mi spara messo con perché sono scoppiati. Dai, allora andiamo a sparare qualcuno, facciamo qualcosa in giro, dai. A meno i ragazzi si sfogano, mi sfogo anch'io. Perché lo sparo io? Ma che cazzo sparate qua? Raga, ma siete rincoglioniti forte, eh? Andate a sparare fuori da qua, dai, fuori dai coglioni. Andate a cercare qualcuno e spara da qualcuno. Aspetta, mi è pure Ema. Ema. No, abbiamoci un'altra moto, una macchina. Vegliati. Che cazzo vuoi? Ci mette a vita. Vegliati. Andiamo a soldi per il giubbo. Andiamo. Anche io voglio il giubbo, andiamo. C'avevo 37 prendiamo quella getta lì. Porca puttana. Ti ritorneranno tutto. Vieni. Andiamo. Dove sta? È chiusa? È chiusa. Sì. Ah, già cazzo. Prendiamoci un'altra macchina. E là, vuol dire che di chi è? Penso che è di Gold, di CJ, non lo so. Ah no, è di Joe. Basta le corde. No, quell'altro, lo sentivo da dentro l'officina che lui era dentro il bar, figura. Salta. Joe che cazzo si fa? Una riga in... Andreo, bello. Bello. Come stai? Sto in piedi. Vabbè, finché reggo, sta incazzato di brutto. Lo ha detto che buttava fuori la sera. Come stai? Vediamo, raga, vediamo. Io tutto bene, dai. Andiamo a fare un po' di bordello. Andiamo a fare un po' di bordello. Che mi sono scassato il coglione. Andiamo, andiamo. Ma che cazzo fai per quelle lavacchine? Sali. Ma come lo mi date, non male, non male adesso, dai. Ma porca puttana, come stai? Bello. Tutto a posto, tu? Mi portate solo a cambiarmi che c'ho sti vestiti di merda. Anche CJ si deve cambiare che c'ha dei vestiti di merda che sembra una tendina. Certo, tanto mi do io un po' tutto quello che volete. Sicuro, me, credimi. Lo spero, Claire, lo spero. Come dico, non è che non mi fido, però come ha detto anche Crab al telefono, adesso non si sente sentito. Sono cose che vengono dette tante volte, ma poi non accadono mai. Un po' più. Ma perché? Diverso. Un bel robot, cos'è? Però vediamo, vediamo, raga. Sistemi dopo, non dici sul cervellare. Dai, andava in caffè. Ha aperto il culo. Ah, ok. Con la macchina nera. Se ne è fuori. Dad. Raga, ve l'ho detto, io non è che c'è nel senso adesso. Se vieni qua, ti do soldi per il giubbo. Non so, non so se lo farà mai. Cazzo, fratello. Però se lo fa. Sono... Ma lui ti viene bene se si attappa il naso, secondo me, per quello. Ah, 30 dentro. È la sua voce. Scusa. Entra. Sali con lui. Ma come vi sentite adesso? Rossio, normale. Okay. Meglio? Cambia di bello. E c'è sta sto vestitino che sembra... Cazzo dice, questo è bello. Porca puttana. Sembra una tendina. Qui nudi. Con noi del ladre, come dice Cingo. Aspetta, la canottiera pure io me la metto. Ma alla fine li avete liberati? Ah, che non lo so, Ciru. Sì, in teoria siamo tutti liberi adesso. Ci vado. Vi porta sempre... Ah, vi volete mettere belli sì, sportivi. Sportivi. C'è un buco che mi attraversa la quarta all'anza, però. Niente, ora che ti deve sempre mettere i cappelli di merda. Ma guarda quanto sono fresco. Sono un pescatore. Ma quindi come vi sentite vendo adesso? Pesci. Pesci vendono, andiamo. Andiamo. Che ha rubato il cappello a CJ, gli ha rubato. Ma fratello, come vi sentite adesso? Frega. Fratello. Io, bene, fratello.
Okay. Massimo l'ha rubato lui a me. Non lo so, ah, ragazzi, non lo so come, non mi chiedete com'è finita, perché questo non lo sappiamo. Guarda come fa, guarda che tipo. E così pappone mi vesto, ma. No, da Gargagnano no. Da... Ce lo prego, così lo sai. Guarda. Da Gargagnano. Da Gargagnano no. Il cazzo vuol dire da Gargagnano? Cazzo vuol dire da Gargagnano? È magnaccio, Gargagnano. E così pappone. Guarda. Cazzo. Amore. Allora, se ci dobbiamo vestire da pappone, aspetta, c'era anche un vestitino, non proprio pappone. Gargagnano a non proposito c'è dei pappone, diciamo che quando ho rapito l'avvocato ero con una persona importante in città, capisci? Importantissima. E c'è parlava di un giro di femmine a pagamento, eh? E che novità c'è? Che stile. Un pellicciotto, mettiti. Un cazzo là. Con la pelliccia. Ma pellicciotto mi devo mettere. Un pellicciotto di un colore diverso. Aspetti, ma anche così è abbastanza Gargagnano, no? No, quello pellicciotto è top of the pop, bro. Come la levo sta pistola del cazzo? Vedi davanti. Perché me lo metto pure io un vestitino. Che numero sono i Gargagnani? Pellicciotto è 32, poi ci potete cambiare. No, scherzo, 70. Vedi davanti. Ma t-shirt oppure giacca? E torso. E poi gli potete cambiare pure il colore. C'è proprio quello leopardato. Ce ne sono tanti di pellicciotti. Eccolo qua. Questo qua è Gargagnano a manetta. Sei il più pappone di tutti. Devi provare a fare una cosa. Andiamo, vieni. Niente, lui si deve mettere davanti questo cazzo di cappello di merda. Appena cosa, tocca, quello le, proprio, tocca le calzette e poi la faccio. Però quello da più Gargagnano di tutti è quello che aveva CJ, pellicciotto bianco. Dati, Andrea. Aspetta, secondo me... Anche sapete pure vestiti la pelliccia d'estate. Mettete un pellicciotto, settimana, ma che veloce, capone, dai, che siete. Andiamo in giro, dai. Ma stai in moto io. Ma poi fa caldo, ma che cazzo ci fate con questo pellicciotto? Mi togli davanti. Ma raga, siete vinto flicca tutti quanti. 206, raga, tutti 206 veloci. Sì, sono tutti. Questa è una rapina. Ma che? Ma non c'abbiamo niente. Ingaggiamo 206. Un po' di cippa se la vuoi. Un attimo, raga. Ah, ma c'era già lui bianco, cazzo. Vabbè, c'era anch'io bianco, quello da pappone. Cazzo, che te ne frega, bella. Cazzo, fratello. Arriviamo a 206. Hanno fatto la macchina, lo so. Ma non... Vaffanculo. Vuoi salire? Ciao. Me l'ha accennato da piccola. Che cazzo? Vieni, sali. Davanti c'è un po'. Dove stai? Io qua. Andiamo a 206, dai. C'è qualche problema, porco. No! Mi spingono, cado. Vai solo un attimo all'armeria che mi prendo il giubbo, che dobbiamo andare a 206 a sparare qua. Ma con chi? Gira. Mi ha detto andiamo a sparare. Senti, ce l'hai una pistola? No. Perché? Io c'ho una K, capito? Non è che voglio... quella. Adesso ho capito proprio la culo. Chiedelo in culo, hai visto quanti siamo? Vai in armeria, prima figlio, vai indietro. Dove è stato civico? Dove siete? Oh, c'ho pure milioni di dollari, ma che c'è? No, quelli no, quelli togli. Mettili in mano. Dove? Quattro macchine, dove? Ci sparavo. Dove? 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 Sì, vai. Sta sparando. Dove, ma? Dove, ragazzi, dove? Centrale. È a posto. Ho tu uno. Andiamo. Al centrale, vai. Sì, così vado pure a te, se posso dare i soldi. Ma avete lasciato qua. Vai, piglia qualunque cosa e vieni, dai, centrale. Dai che arrivano i papponi, li sdraiano tutti, vai. Macchina dei papponi in arrivo. Mancolino, una radio, vieni a riprendere qua, il negozio vestiti. La vuoi che te la passo o vuoi che... No, è il dopo, 889.99. Comunque ce l'hai la pistola nel cruscotto, eh? Sei sicuro? Ah, andiamo. Sì. Magari arriviamo che è già finita. Garage centrale, hanno detto. Andiamo. Andate. Cos'è questo garage centrale? Sparano. Dai, sveglia. Ma è Pulotti, però.
Vediamo se ci sono i nostri. A chi state sparando, raga? A chi bisogna sparare? Ma l'urlo con la macchina. Tutti morti, mi sa. Ragazzi. Sì, 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 tutti morti. Ah, qua guarda, tutti a terra sono. E erano forti questi. Beh, ma è già morto, Ma qua. Ferma verso il ponte, ragazzi, 399. Fermatici. Ma chi? Ah, porca puttana. Ma chi si è ucciso? Ma questi sono con noi? Stanno gli arancioni, mi sa. Ma sono con noi? Questi lo sai di che c'era? Di gruppo. Ma sono con noi o contro di noi? Da questi stanno sotto a me. Se vado a abbinare una maschera. Ma sono i viola? Sì, sono i viola. Che tutti i nostri morti ci sono. Tutti in casa. Ma andiamo via, andiamo via. Però ci tocca andare in casa. Via, via. Via. E tutti al caffè. Via, 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 via. Che la cagarella. Via. Via, 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 tutto via, tutto via, 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 sono all'armeria. E fatti i cazzi d'oro, non mi vedi. Dove siete, ragazzi? Marta, grazie per il follow, bella mia, grazie mille, benvenuto sul canale, benvenuto nel mondo dei maledetti, grazie mille di esserti aggiunta alla nostra famiglia, cara, grazie di cuore. Dai ragazzi, che dobbiamo riempire questa barra qua sopra entro 11 giorni. Dobbiamo fare. Sarà difficile, sarà difficile. Non c'è nessuno che aiuta. Vorrei arrivare a 3000 follower, ragazzi, entro fine mese. Se tutti i maledetti che sono in chat, che non sono follower, lasciassero follower tutti i giorni, penso che ce la faremo tranquillamente, ma purtroppo dove lo fanno? Pensano che costi qualcosa. Cazzo. Nessuno, Samir, dove siete? In giro. Siamo Andatevene via, leggete il giornale, andatevene via, leggete il giornale, cazzo. Vabbè, io vado a chiudere gli occhi, cioè. Andiamo a fare un po' i cazzoni con questi, facciamo un po' i coatti, tipo quando eravamo ragazzini, no? Dice? Sì, cazzo, voglio divertire tipo una scazzottata. Dai, è una roba fighissima, cazzo. Io c'ho la manza. Fermo, tu vai, vuota poi. In che mi scazzottare? Ma sempre di più, cazzo. Bella Michele, Antonio, grazie per i like, raga. Io, fratelli, come state? Tutto a posto? Adesso vai a vedere sui cerchi. Noi siamo in due, se mi ci dite vi raggiungiamo. Che succede che non è tutto a posto? Che vuol dire mica tanto bello? Vabbè, mi hanno scassato un po' la macchina. Si vede che te lo meritavi. Ho fatto un mucchio, ma nulla di male. Ma che cazzo, deve essere che siamo? Un motivo ci sarà stato. No, sono nuovo in città. Noi siamo i papponi, bello. È la colpa di come ti vesti, magari. Ti serve cacchio filme, non ti serve? No, sono a posto, grazie. Sicuro? Sì, grazie. Quando è che non usi l'uccello? Per dire, che cazzo ti guardi, padre? Non sto guardando male nessuno. Guarda, che c'è la coda di padre? Stai guardando male? No, stai guardando male il mio amico? No, non sto guardando male nessuno. Guardare male. Non sto guardando male nessuno, sto aspettando che mi aggiustano la macchina. Io tutto a posto. Raga, ma dove sei? Ho guardato male il mio amico questo. No, il ragazzo bravo, non guarda male nessuno, diglielo. Ragazzone. Siamo. Perché hai guardato male i signori qua? Ah, non ho guardato male a nessuno. Ma non abbiamo regalato come riparasse la macchina. Ah, Dani, non mi chiedere, non lo so ancora, frate. Allora. Adesso siamo tutti liberi. Ragazzi, per favore, non litigare. Per favore, noi stiamo litigando, stiamo parlando. Chi ci hai preso, bello? No, io sentito un po' persone tranquille. No, stiamo discutendo. No, ma per carità, qua, aggiusta la macchina, non ti preoccupare. Dove la fattura? Riparagli la macchina al signore, dai, so. Devo fare solo la fattura, ce l'ho riparata. Te la pago io. Pagate la macchina, dai. No, me la pago. Pagate, non accetti. Pagate. Sei sicuro che vuoi? Sta rifiutando il regalo. Ma non c'è bisogno.
Glielo stai dicendo che c'è pagata? Glielo dici che è pagata la fattura, biondino. No. Ti stai offendendo, ci vuoi offendere? A chi la devo fare la fattura? Già è pagata, dici allora, che è pagata. Di che già è pagata? Che poi allora vi ringrazio. E grazie di farmi la domanda. Non sto capendo nulla, raga. Dici che già è pagata e non ti preoccupare, capiamo. È già pagata. Ecco, hai visto che è già pagata, caro? Bravissimo. Anche perché te l'ha aggiustata di merda, manco la ruota t'ha sistemato, guarda. Infatti è bugata la ruota, la macchina gli fa. Ma che c'è? Il paraurto tutto. Ma cosa fai? Prendi per il culo i clienti, noi paghiamo e tu fai gli aggiusti di merda, no? Il paraurto tutto rotto, guarda, guarda, guarda. Manca il paraurto ci ha messo. La ruota bucata, c'è. Cioè, oh. Oh, raga, aspettate un attimo. Ma guarda che non so bucata, io lo vedo in te. Che è bucato? Oh, non c'è un copertone. Giro? Lì, oh. Già, quella dietro. Quella dietro, volevi fregare il signore, stava fregando, ti voleva fregare. Ma come? Stava inculando, vieni un secondo, vieni, vieni un secondo. No, così non si fa. Dai uno schiaffo. Se la merita, bello, vai. Bella, scappa gli denti. Aia, mannaia, la miseria, ti cazzo. Bisogna. Uno schiaffo. Tanto le botte servono, bello. Fa male. Ecco, vedi, adesso. Io la vedo quella prima. No, 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 fidati, non la vedo. C'erano quelle di Argo che hanno buttato giù i nostri, mi sa, perché poi mi hanno buttato anche a me, mi hanno chiesto scusa, mi hanno portato all'ospedale, mi hanno dato i soldi, però tutti qua dentro, qua c'erano loro, portato, li ho visti paraurti, vedi, perciò se ne cade, è normale, la stagia non la stringi. A farmi da maestro, è certo che lo posso fare, porca miseria, guarda, mi è scappata di ora qua. Lo vedo senza paraurti, perché già stava senza paraurti, no, guarda, guarda qua, metti una vita qua, metti di qua, due vita di là, una vita, ecco, di qua. Tonni. Il radiatore. Cosa? Gli hai dato uno schiaffo. Ma come cazzo l'hai montato il radiatore? No, pizza, non c'è la pistola, guarda, questo, no? Ti voleva suicidare, bello. No, non mi serve. No, no, basso, l'MC. Questo ti voleva far suicidare, guarda. Ora la rivedo in tela, il pro. Che ti scambi? Gli hai dato uno schiaffo. No, no. Si spaventa, si spaventa. Vedi, mo' che c'è uno schiaffo. Devi dargli uno schiaffo. Dare il bello diavolo, che qua sono tutte febbrucce, porca puttana. Tu ciò non sto ancora capendo un cazzo. Tu devi prendere uno schiaffo. Vieni, 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 ha detto che ti fa capire ora, dice ti dà una sveglia, ma. Ecco qua, vedi, vedi, guarda, senti, senti che è scasata. Allora, non ho capito, dobbiamo pure pagarla sta roba. Ecco, cioè, tu l'hai aggiustata, ti paga adesso, fammi capire. Io dovrei pagare. Magari la prima volta vado a pagare la buona, L'abbiamo riparata noi la macchina, paga, gliela dai, sono. Adesso il meccanico devi tu pagare a lui. Hai visto, no, come è uscita la macchinina tua? Senti, senti, vatti, sì, a sentire che rombo, sì, ho sentito. Fatti pagare la macchina, fatti pagare. Senti, allora, questi soldi che me li damo? Ecco. Lei ha voluto fare tutto, sì, di sua spontanea. Senti una volontà. Cosa, la macchina è sua. Mettila, sì, nel garage qua fuori. Mettila nel garage, sennò penso che sia sempre questo. Pagagli la macchina al ragazzo, dai, che ha lavorato, dai. Dai che è stanco, dai che ha lavorato. Non sono il proprietario, non sono... E vabbè, pagagliela comunque, dai, che fa? Non gliela puoi pagare, non te la puoi permettere. Ma lei va a casa. Allora, sono messo peggio dell'Etiopia. Oh, mi sa che c'ha bisogno. E chi è il tuo proprietario? Chi è il tuo proprietario? Ma che sta male? Non c'è. Come si chiama? Come si chiama? Chi è che comanda? Ma non so, in realtà non ho mai chiesto come si chiama. Io. Anche perché il proprietario non l'ho mai incontrato. Ma perché rispondi così male? Sto rispondendo male. Io sto parlando tranquillissimo. Sei sicuro? Sì, sì, è il mio modo di parlare. Aia! Aia, la miseria, proprio a me, me ne dai, porca miseria. Ma, vabbè. Sì. Funziona? Perfetto. Adesso sì, devi dare uno schiaffo. Fra, o gli dai un cazzotto, o pensa che ci riprendiamo la macchina. Chi lo dovrei dare? Ah, il meccanico, è normale. Ma che facevo brutto, tanto a becco roscuro. Andiamo, allora. Hai capito che è successo? Vai. Che è successo? Ci vanno fottere il mercato a CJ. Vedi, sì, che signore ti dà. No, lo vogliono fottere il mercato. Poche parole, ieri siamo andati a trovare questa gang per dirgli che noi comunque vogliamo, cioè le prendiamo rubiti, chiamati, tutto quanto, no? E questi ragazzi... Voi pulite queste robe qua? Sì. Ah, voi quindi mi avete fottuto il mercato a me? In verità non te l'abbiamo fottuto, no? Ce l'ha dato un'altra persona. Allora... Bastardo. Guarda che... Lo sai che mi ha detto? Che se quel giorno la polizia non vi rubasse tutta quella roba, era già vostro da tempo.
Vabbè, vabbè, non importa, non importa. Chi sono questi che rompono i coglioni? Questo comunque è più importante. C'è qualcosa di riservo per voi, capito? Vabbè, ma chi erano questi che rompevano i coglioni? Che è questa la cosa che è importante? Scusate, non possiamo andare a parlare su una spiaggia, su qualcosa? Questo di Groove Street, sti ragazzi qua. Groove Street. Sta cagata del cazzo, fate entrare questa radio. Io gli abbiamo pure detto, guarda, questa radio è solo esclusivamente per parlare con te. Ma cos'è questo? Mi ricordavo Potatti, hai visto? Sono quelli che oggi sono venuti a fare quella cosa lì. A te, ma c'è? A Rosada. È la centrale. No, guarda. Quindi gli voglio dare un po' a fare un po' di domande, c'è capito? C'è un botto di persone che faravano in ordine. C'era messo per fare pure due domande, eh? Non c'è nessun problema. Ma... dove siete adesso? Avete altre colpe? Oh! Andiamo, andiamo, via, andiamo, boh. Andiamo a ingaggiare? No, perché ingaggiamo con questo. Senti una cosa. Senti una cosa. Sì. Da oggi in poi, a prescindere di come sono andate le cose. No, no, la vediamo con un le cose nostre sono cose nostre e ce la sbrighiamo a modo nostro. Check radio Napo Post delle senza chiamare a nessuno, capisci? Siamo, mia? Siamo al 372. Perché la gente che si mette in mezzo dei cazzi degli altri, capisci? Siamo tutte buone con il culo delle altre persone, no? Che dici? Ma diciamo che alla fine loro si sono presi quello che aspettavano noi. Ah, è un magari forse non è che era uno sgambetto volontario. Scusa. Dove è uno sgambetto volontario? Ah, oddio. No, probabilmente ci sta, giusto. Facciamo una chiare, ma. Facciamo una aspettatemi un secondo. Sappiamo che questi sono. Sappiamo che questi sono i loro nemici. Andiamo a vedere chi sono, andiamo a parlare. Ci scateniamo una guerra tra di loro. Andrea, se volete andiamo a fare un campo. E poi all'ultimo vinceremo ogni la puteggiata finale. Andiamo campi, ma ti devo dire la verità, ma quello del mercato non mi è piaciuto. Io l'avrei preso solo per la posizione, ma poi avrei cercato ma di liberarmene. Ma di posto ce n'è più di uno. Andiamo a prendere giù, dai. Adesso col signore non ci ho ancora parlato. Io adesso ho sentito da CG, ma non lo sapevo ancora. Ma che vada il pane a casa, capisci? Dobbiamo portare. Ma quando ti danno degli incarichi e tu non li porti a termine, fratello, ti devi aspettare queste reazioni. Lo sai che c'è? A volte il posto si libera. Ah, ma ha detto, ci ha detto Kocic. Oh, ma qua dentro c'è da un meccanico, c'è il meccanico là, guarda, vieni qua. C'è la bocca, c'è la bocca troppo grande. Ma se ce l'hai qua, ce l'hai qua, guarda. C'è la bocca, se c'ho le corde al minimo, non ha sentito un cazzo. Ma se ne è qua. Ce ne andiamo su una spiaggia. Dai, andiamo dall'altra parte, dai. Andiamo via. Ma poi perché c'è la maschera? 810. Chiude sta macchina. DJ. Questa macchina è papponi. La Papo Machine. Fammi buttare la radio perché sennò c'è tuo bacello, porca puttana. Sì, l'ho buttato un'ora fa anch'io. Ci ha detto Kocic di cercargli quelli della Yakuza, ha detto. Quelli della Yakuza, perché c'è la quelli Yakuza? Della Yaku, ha detto. Della Yakuza. E chi cazzo sono questi? Che cazzo ne so. Da così chi giapponese. Così ci ha detto, portatemi c'è... quelli là della Yakuza. L'ho scoperto pure io ieri. Andiamo a cercare quelli della Yakuza. Quella sono una mafia, una gang, che cazzo sono? Ah, che cazzo sono? Niente ci ha detto. Sicuro sarà, non lo so, qualcuno che gli fa concorrenza, penso, boh. No, erano i colombiani quelli. Tu che c'hai contatti lo puoi chiamare e ti spiega meglio però. L'ho chiamato prima, gli ho chiesto se ci parlavamo un attimo.
Ma ha detto che stava facendo un incontro. Sì, devo farla sì, si è incazzato però. Abbastanza anche lui prima. Sì. Se hai voglia. Il signor Shevchenko. Mannaggia il cazzo. La faccio io. Ma tranquillo, bello, vale. Levati. Se no non la vedo. Andiamo in qualche posto a parlare. Il posticino in spiaggia che vi ho portato ieri. Al da farsi. Ti metto GPS. Sì, devo anche andare a ritirare. Hai i pulotti di merda. Pezzi di merda. Pulotti bastardi. Che c'era la carneficina prima qua. Ma la gente dove cazzo è tutta? Che c'era un bordello qua davanti. Qua al 200 c'era un casino prima. Tutti nascosti sono. Mari sbirri. Levati sta maschera, Cingo, comunque. È una cosa, Cingo? Sì, sì, la tolgo. A stare attento quando apri la bocca davanti alle persone. Ma guarda che l'avevo, oh ragazzi, l'avevo visto, c'avevo le corde al minimo, non mi sente quello. Era a fianco. No, era, non era a fianco, era dietro, non era a fianco. Ma ti sente da lì, No, se c'ha le corde al minimo no, perché ho già fatto se le... Se ti sento io ti sento anche lui che è dietro di me. Ma perché, che è successo, che è successo? No. No, in generale stavamo dicendo di evitare di parlare quando c'è gente che non conosciamo, tipo il meccanico. No, ho capito, infatti guarda che l'ha urlato forte quel nome, l'ho sentito prima. Bella sta macchina, si chiede, dove cazzo l'hai comprata? Oh, l'Audi! Il concessionario. Ti piace? Bellissimo. Dalla Germania l'hai presa? Sì, è tedesca. RS4. Tedesche due cose. Ma chi è sta gente che vola sulla le macchine strada, guarda. È Vios. Ah, quello di prima. Vedi quello Porsche, capito? Allora. Sti papponi di me, quelli sono più papponi di noi quelli. Ma dove stiamo andando? Vedete da me. Un posticino sulla spiaggia. Sì, ma sta piovendo. Il mio posto preferito questo. No, c'è un mi date un po' di acqua per cortesia, 80, 170. Ah, porca puttana. Mi è girata l'ultima. Ma tu non abiti più in quella casa bella? No. Ah, già il cazzo. Se vuoi prendi, era bella. Era bella quella. Perché puttana. Ragazzi, mi date un po' d'acqua. Io sono messo malissimo. Ho una coca e basta. Quello che mi ha dato per merda. Non ci vedo più. Va bene, ma vediamo. Dei ragazzi. Non ci vedi più? No. E dietro devi andare. Scusa. Che numero sei? All'811. 811. Vai là. Ah, ho capito dove. Al locale qui. Parcheggia la macchina a sinistra. La metti sotto il tetto. In fondo metterla qua così non si vede da fuori, capisci? Bene, qua ci dobbiamo nascondere. La metti sotto la tettoia, saliamo e tagliamo pure, sai? È da bere, si c'è.
Avete da bere, picciotti? Dammi il numerino, ti do quella mia che ho. Tanto io ci vedo ancora. 170. Ora, ecco, manco potevo correre, cazzo. Andiamo, andiamo. Arriviamo quasi. Buonasera, principe. Bene, bene. Buonasera, buonasera, Roberta. Ha avuto qualcosa dalla CAF? Riguarda cosa, Angelo? Allora, aspetta. Ha detto prima che... Si chiama? Non lo so. Dove cazzo è andato Nettuno, raga, che non ho visto? Ah, sarà andato qua. Vieni qua, vieni, vieni. Ma è tutto abbandonato sto locale? È tutto abbandonato sto locale, come mai? Sì, è stato sequestrato dagli sbirri. Ma lo sai perché vi ho detto sta cosa? Io penso che non te la sei presa, principe, del fatto del borbolio. È solamente che quando abbiamo parlato con il Supremo, capisci bene? Lui ha detto che ci sono altri posti sulla tavola, capito? Appunto te l'ho voluto dire. Grazie delle 50 stelle da Davidone, grazie bello mio, grazie di cuore. Da miei ragazzi, ma che cazzo ti credi da essere? Ma allora, la storia del mercato non è che mi ha... Sinceramente quel mercato lì, puoi pure chiedergli al signore, io ho sempre detto che io non lo volevo. Perché mi faceva cagare, con tutto rispetto, ma non mi piaceva. Avrei preferito un altro tipo di mercato. Però lui mi disse, è la posizione che con... Inizia a prenderti sta posizione, perché c'è solo quella, e poi vedrai tu che cosa scegliere. C'è quella perché è morta la persona con la comandava, giusto? Esatto. Però ti dico che, no, quella persona lì l'aveva lasciato col mercato prima di morire. Era già libero da mo', perché credimi che io quel mercato lì avrei dovuto prenderlo già due settimane fa. Tony, fanno un caverozca, Però purtroppo senti, le cose sono andate male per colpa di quegli sbirri di merda, sempre loro a rompermi il cazzo, sono andate male. Ora e ora no dico, infatti lo sai che vorrei fare io e a te, abbiamo fatto tutto fin dall'inizio, ricordi? Sempre eravamo due ragazzi di strada. Toro e gorilla. Voglio mettere a rischio la mia vita. Voglio riuscire a capire chi altro è seduto a questa tavola. E voglio ucciderlo. Il bancone del bar. Per farti salire su questa tavola. No, non devi farlo tu. Lo devo fare io. A me non mi hai fatto cazzo. Tanto la vita è una sola. Ma se te ne vai, scusa, non... Ti posso dare una mano? Ultimamente ho sempre fatto un po' le cose distinto, un pochino forse anche troppo accelerando i tempi, facendo le cose nei tempi sbagliati quando non si dovevano fare. Ho fatto ragionare più distinto che la mia testa. Mi sono reso conto che sto sbagliando troppe cose ultimamente. Ho messo a rischio i miei ragazzi, ho fatto un sacco di cazzate. Ti posso dire la mia sede di potere immediata. Le cose devono arrivare quando è giusto che arrivano. Sì, è giusto che arrivano. Infatti noi ci siamo trovati da un giorno all'altro con questa cosa a bar. Ma non l'aspettavano, capito? Però adesso stiamo imparando piano piano. Io mi sento ancora un ragazzo di strada, capisci? Un po' più maturo. Ma quello che avete fatto ve lo siete meritato. Quello che avete ve lo siete meritato. Diciamo che lui aveva dato un incarico di portare a termine delle pacifiche. Noi ci siamo riusciti prima di tutti. Però anche il fatto che i sbirri ci sono entrati in casa ci deve servire da lezione.
ed è giusto che quel posto ce l'avate voi, perché voi al momento avevate più roba di me da consegnare entro i termini stabiliti, quindi è giusto così. Chi è che ti ha sdicciato la posizione della casa della polizia? Quel merda lì che abbiamo ammazzato. Ma è morto, mi pare, no? Più più molto, no? Ma ti rendi conto? Cioè, per colpa sua tu non sei riuscito più a salire in questa tavola. Però poi mi sono concentrato a cercare di capire chi era l'infame, anche per aiutare voi, ti ricordi? Sì, appunto, che ti voglio aiutare. È stato un errore mio non lavorare comunque in quel periodo, ma mettermi a fare altre cose. Fratello, tu c'hai una squadra dietro che è con i controcazzi, capisci bene? Se vuoi ti puoi prendere tutto quello che vuoi. Lo so, ma ci vuole una bella testa, che sto momento non la sto usando bene. Per fortuna ho conosciuto questa spettacolare persona di Roma Nettuno, che ce l'ha molta di testa. No, non è vero. Guarda, non è tanto, dai. Che ne sono con la testa. No, e gli altri perché non li conosco bene, capito? No, me lo devo prendere io, so che mercato, non me lo devo andare parlare. È bucato, pagato. Non è un tipo istintivo. Ma sai, Sici, io sono la testa di questa organizzazione, no? E quindi è giusto che quando faccio le cose fatte bene mi do dei meriti, e quando faccio le cose fatte male mi devo autopunire, perché è giusto così. Se loro fanno bene è merito loro, è anche merito mio. Se loro fanno male è merito mio, basta. È demerito mio, basta. Perché io ho detto io di cosa devono fare. È sbagliato, però non devi incolparti, perché tu non hai nessuna colpa. La colpa è solamente di quel bastardo che adesso sta in cielo. Sì. Sicuro che sta in cielo? È morto. A quanto pare, io manco c'ero. Se no, no, sicuro che sta in cielo, nel senso che sta sottoterra. È proprio morto. All'inferno. L'abbiamo ammazzato. L'hanno ammazzato proprio i loro capi davanti ai nostri occhi. C'ero, c'ero. Sono fratello. E diciamo che quel periodo lì ho sbagliato io da leader a non mettere comunque in primo posto il lavoro, il business, ma ho cercato di sistemare questa pratica, che per me era importante, perché io gli infami veramente non li sopporto. Quando si è ricreato l'ordine ormai era tardi per la data di consegna, quindi ho sbagliato io. Però va bene, impariamo dagli errori e andiamo avanti. Se non è adesso, diventeremo tra una settimana, tra 10 giorni. Secondo me sì, lo sai perché? Perché sei l'unica persona che in questa cazzo di città se la merita veramente. Sei l'unica persona che ho conosciuto da fin dal primo giorno. Vieni in assistenza. Ce ne stanno molti là dentro, okay. Che secondo me non valgono un cazzo. Ok. In questo mondo pieno di criminali ma finti. Vuoi che stacco? Perché ricordati, mentiti, criminali mentiti, che a volte le parole fanno più male delle botte. Eh sì, e in quel caso lì hanno fatto parecchio male, perché mi hanno fatto perdere il mercato dei gioielli e la posizione di essere una testa. Ti posso dire una cosa, un mercato proprio di merda proprio. Lo so, io col Supremo ci avevo già parlato, gli avevo detto che non ero disposto a prendere quel mercato. Però volevo solo la posizione. E lui mi disse, se vuoi la posizione ti prendi anche il mercato, se no non sai fare niente. Allora ero pronto a prenderlo, ma subito dopo avrei attaccato un'altra testa per capire di prendermi un altro mercato, quindi sarebbe stata una cosa passeggera. Ce l'avete voi, sono contento per voi, siete delle brave persone, vi siete impegnati per fare quello che avete fatto, ve lo siete meritato. È giusto che ce l'avete. Siamo quattro scappati di casa, ti dico la verità. Ve lo siete meritati. Però che uniti fanno un po' la forza, ogni tanto. Malu, grazie mille per il like, benvenuto. Ma il mercato dei soldi? Magari, magari. Così di gioielli, così, di collane, così. Beh, questo mercato dei soldi, che cazzo ce l'ha? Questo è interessante, perché averci la lavatrice in casa ti lavi i panni sporchi, capisci? Sì, diciamo che una volta l'ho chiesto lì a un incontro, quando c'era il Supremo c'erano anche gli NGM, e sono stati scontrosi nella risposta, perché loro hanno detto che pulivano i soldi. Ho detto allora li pulite voi i soldi, hanno deviato il discorso e hanno risposto in modo aggressivo. È come se sono andati sulla difensiva. Esatto. Ci puncio. Almeralve, altri sono stati fermati. Ma noi come mafia non possiamo andare a cambiare i soldi, dobbiamo andare a non penso proprio, poi raga, vedremo. Possiamo chiedere noi chi lo so. Mi è sembrato che non me lo volevano dire lì per lì.
E se ci mettiamo in moto in città per cercare di capire chi pulisce i soldi per cambiare? Allora, i soldi hanno detto che li puliscono tutti, hanno detto loro. Quante poste a tavola ci sono per adesso? Siete voi e poi? Non lo so, perché in verità non abbiamo ancora mai fatto un incontro tutti insieme. Secondo te, se avevo fatto un incontro con qualcuno, non ti dicevi i nomi delle altre voce? Ok. Io l'ho sentito bello incazzato Kocic quando parlava con te al telefono. Con chi? Con te. No, sì, era incazzato di mio fratello. No, di me. Ah, ok. Però quello è stato tutto. No, insieme. Noi abbiamo sentito. Ah, ok. Comunque sì, era molto incazzato di mio fratello. Gli ho chiesto scusa. E certe volte mio fratello è troppo, come posso dire, è troppo istintivo. Non ragiona. E quali sono i mercati picciotti? Quindi piccioli, adesso poi... denaro e gioielli. Poi sicuramente ci sarà qualcos'altro di legale. Io so che c'era pure il mercato delle auto, del NOS. Chi se l'è preso? Ma quello ce l'hanno loro, quelli della Uno Turbo ce l'hanno. Questo lo sappiamo, quindi. Tu che ne sai, Cingon? È sempre quello là? Minchia che ne sai, ho comprato le macchine da loro anche. Ma esistono loro ancora pure. Loro. Ho capito, certo. Esistono ancora loro. Quindi sono loro. Cioè siamo amici, per dirla tutta siamo pure amici. Ho capito, dico, esistono ancora, ci sono ancora, io non le vedo più in città. Sì, ci sono. Sono al meccanico. Meno male che c'è la pubblicità, guadagniamo qualche soldino, Samu. Sono per fare i colpi dalla zia. Non lo so ancora se siamo fermati, ma non credo. In teoria non dovrebbe essere così, però vediamo. Manca quello della roba rubata. Le armi non ci sono più perché c'è il mercato nero. Non so se c'è Natalino qua che faceva. Ci sono il mercato delle droghe. Ci sono faceva, soldi, droghe, diamanti. Se sentiva il mercato macchine, delle macchine, aveva la testa. Poi, andava adesso. Bello, c'ha un chiodo fisso. Quelli di Baywatch stanno girando un film, tranquillo. Io ragazzi, sono stanco, me ne andrei a dormire. Mi date un passaggio al 582 che vado a farmi dormire. Sì, ti accompagnato io, dai, andiamo. Dai, forza, dai. Mi vado a dormire, sono molto stanco. Devo dormire. Senti, mettiamo al poligono. E io devo andare un attimo a prendere un caffè. E io me ne vado a Zonzo, me ne vado io. Dai. Vengo pure a Zonzo. Ma che vengo pure a War Zonzo. Dai. Sì, un po' di War Zonzo mi faccio. Ma vaffanculo. E però di quelli che fanno, osano capire. E quando decidi? Ah, ma ti ha scritto? Parata a tutti. Sì, lo so, sto andando a chiudere la live, vado. Parata a tutti, Andrew. Ma dove cazzo si esce per far veloce qua? Da qui a sinistra. Per far veloce cazzo l'ho detto, sai. Niente. Tutti Liscio. Proviamo a salire là pure io. Liscio. Ecco. Questo posto mi piace assai, È bello, sì. C'è il mare, capisci? Una bella calma. Ci sono spesso picciotti che girano con l'acqua scooter, se la situazione si mette male, sai, e te ne vai. Ma è chiuso. Fammi spazio. L'ho già letto il messaggio di Alve, raga. Chiudo un attimo la live e vado. Adesso tanto devo andare a dormire, insomma. È tornato Pocket Coffee. Pocket Coffee, Pocket Coffee, vedo io. Dai che io devo andare a casa a dormire, ragazzi, urgenza di andare. Mamma mia. Ci vediamo dopo, raga. Arrivo poi di là. Andiamo, Emma. Dove mi ha detto? Dove sei il GPS? 582. Andiamo a dormire quel cazzo di modello, c'è ancora la caviglia. Credo. Aspetta, mi hai capito, è tutto un sogno, parto dall'Izzo. Boh. Se vado a capire. A modo mio. Ci vorrei capire un cazzo pure io.
È modo mio. Cerchiamo di capire cosa succede. Ma che ha sparato? Vai, vai. I piccetti ogni tanto ci hanno detto facile. Oh, non mi lasciano un attimo. Sono fantastici sti ragazzi. Sì. Vieni pure tu in caffetteria, CJ. Che è successo? Oh, mi ha chiesto di andare. Ah, pure a me? No, no, a me. Ah, vacci per capire. Sì, sì, no, però dico, se, per ascoltare. Se non sai che fare. E poi dopo vediamo che fare, capisci a me. Qua, qua. Io vi raggiungo dopo, ma perdo una bella oretta, mi sa. Volendo, ciao bene. Ma che cazzo, ma come un'oretta, porca. Se tanto vi bevete il caffè, di sicuro cagate in merda a spruzzo. Buonanotte, bello. Così va, finisce con buonanotte. Buonanotte, Tony. Notte bella. Buonanotte a tutti. Ciao, ragazzi, domani che io e poi dobbiamo parlare un attimo di questa attività. Vediamo. Va bene, va bene. Ciao, bello. Allora, ragazzacci, adesso chiudo gli occhi. Cosa mi hanno messo davanti qua? Ah, un mitra. Già cazzo. Amori miei, ci buttiamo a letto e poi domani vediamo che sarà. Sinceramente non ho idea di quello che succederà, sono sincero. Ah, dormiamo con la canottiera della salute, così possiamo tenere il condizionatore acceso che non ci viene mal di schiena. Non mi chiedete quello che sarà perché non lo so, ragazzi, però adesso vado in caffetteria, vado a vedere un pochino da farsi. Domani, quando sarò in live, venite subito a vedere e vi spiego tutto. Ma vaffanculo, va. Ecco. Oh, Trappa mi ha sfidato al 170, alle 3 andiamo lì. Alle 3 stanotte? Buonanotte Brigia, buonanotte Roberta. Quanti like ha fatto? Parecchi stasera, dai, siamo andati bene. Stasera siamo andati bene, ragazzi. Abbiamo fatto 130 likettini. Ma prima eravamo in tanti, C'è solo un pilota in città, sì. Bello l'affronto. Allora, amori miei. Vi do un bacio e un abbraccio, la buonanotte a tutti, vi ringrazio del supporto che mi date sempre, vi ringrazio di essere stati qua tutta la sera e vi avevo assicurato una live bomba e così è stata veramente veramente bella. Ci vediamo domani pomeriggio in live, 4:30, se riesco con GTA, se abbiamo tutte le idee chiare, sono la sera, vediamo un pochino da farsi. Però vedrete sicuramente che ci saranno delle novità, adesso non mi chiedete quali perché non lo so neanche io. Ci vediamo domani, buonanotte belli, un bacio e un abbraccio a tutti quanti, a domani.